La seduta è aperta. Invito il deputato segretario onorevole Giovanni Donzelli a dare lettura del processo verbale. Prego, onorevole. Grazie. Processo verbale la seduta del 6 marzo 2023. Presidenza Sergio Costa. La seduta comincia alle 12.30 con l'approvazione del processo verbale la seduta del 3 marzo 2023. Il Presidente dà conto delle missioni. Il deputato Donzelli, segretario di Presidenza, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute. Si passa alla discussione sulle linee generali della mozione Foti e altri numero 71 nella quale intervengono i deputati Ruspandini, Casu e Onori. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Ruspandini e Onori. La seduta, sospesa alle 13.20, e ripresa alle 15.00. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione numero 930, nella quale intervengono i relatori Lampis e i deputati Curti, Bicchielli, Gadda, Iaia, Morfino, Battistoni e Montemagni. Chiusa la discussione, ed in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 16.35 con la lettura dell'ordine del giorno e la seduta del 7 marzo 2023. Grazie, onorevole Donzelli. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 66, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3 punto 220, presentata dai deputati Forattini ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza in merito all'avvertenza riguardante il gruppo Gedi e misure di sostegno al settore dell'editoria, con particolare riferimento all'editoria locale. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alberto Baracchini, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Grazie, Presidente. Gentile onorevole Forattini, questa interrogazione mi offre l'occasione di confermare in sede parlamentare l'attenzione del governo nei confronti della vicenda che riguarda alcuni storici quotidiani locali di Veneto e Friuli Venezia e Giulia, nonché la Gazzetta di Mantova facenti parte del gruppo editoriale Gedi. Ero presente al congresso della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, tenutesi il 16 febbraio scorso a Riccione, quando il coordinamento dei comitati di redazione del Gruppo GEDI ha dato lettura dal palco del comunicato che proclamava lo sciopero per il giorno successivo, a seguito delle notizie circostanziate e non smentite, in base alle quali la proprietà starebbe valutando la cessione dei quotidiani locali del Nord-Est. Prendendo la parola subito dopo ho immediatamente dichiarato l'intenzione di seguire attentamente il caso e la mia disponibilità a incontrare i giornalisti, cosa che ho fatto il successivo 28 febbraio. Durante l'incontro ho ascoltato le forti preoccupazioni espresse dalla delegazione dei giornalisti e dalla segretaria generale dell'FNSI, legate in particolare al rischio di una frammentazione di una porzione importante dell'informazione locale in un territorio vasto e densamente popolato, nonché alla possibilità che non vengano mantenuti gli, gli attuali livelli occupazionali, con inevitabili ricadute sulla qualità del prodotto informativo. Accogliendo tali preoccupazioni e nella Convenzione che, nel caso di specie rispetto alla libertà di iniziativa economica privata debba essere contemperata con gli interessi di pari rilevanza costituzionale del diritto all'informazione, dell'indipendenza editoriale e del pluralismo informativo, ho ritenuto di avviare un tempestivo confronto con la proprietà. A tal fine ho preso contatti con un delegato del Consiglio di amministrazione del gruppo Gedi, il quale ha confermato l'intenzione della società di approfondire le recenti manifestazioni di interesse all'acquisto delle testate locali del Nord-Est, precisando però che ad oggi non è stata presentata alcuna offerta formale. Ho quindi chiesto espressamente alla società di effettuare un'attenta valutazione delle offerte in modo che siano garantite la stabilità di risorse economiche, la continuità editoriale dei quotidiani e la difesa dei livelli occupazionali. Per quanto riguarda la continuità editoriale, ho evidenziato che nell'informazione locale assume un rilievo centrale il rapporto di fiducia che lega le comunità del territorio, dai lettori agli insenzionisti alle testate, specie quando, come in questo caso, si tratta di testate storiche. In relazione alle altre richieste, ho sottolineato la necessità di mantenere la qualità del prodotto e di scongiurare un'ulteriore precarizzazione del settore giornalistico. Sotto questo aspetto il mio Dipartimento, peraltro, ha già messo in campo delle misure ad hoc. A fronte delle mie richieste il gruppo Gedi mi ha assicurato che nella valutazione delle offerte d'acquisto saranno presi in considerazione i fattori quali la solidità dell'acquirente e il suo impegno in un progetto editoriale serio e di lungo termine. Infine mi è stato garantito che ogni decisione verrà prontamente comunicata al governo. Questo per quanto riguarda l'oggetto dell'interrogazione. Desidero tuttavia replicare altresì all'affermazione contenuta nell'interrogazione medesima, in base alla quale il governo non darebbe adeguata risposta alla crisi in atto nel settore dell'editoria. Il Dipartimento per l'Informazione e Editoria, infatti, dispone di un sistema di misure di vario e articolato che interessa l'intera filiera editoriale, dalle imprese editrici alla catena della distribuzione fino ai rivenditori di giornali, ultimo anello della filiera. Con l'aggravarsi della crisi del settore, a seguito di eventi quali la pandemia e la guerra, da un lato sono state introdotte nuove misure e dall'altro si è agito rimodulando le misure strutturali con un intervento sui requisiti di ammissione o un incremento degli stanziamenti. Per ragioni di brevità mi limiterò a prendere spunto dalle criticità evidenziate nell'interrogazione, ossia la rarefazione delle edicole e l'aumento dei costi della carta. Per quanto riguarda le edicole è stato istituito per l'anno 2022 un contributo una tantum orientato tra l'altro a favorire la trasformazione digitale e a incoraggiare progetti di delivery. Tale misura fa seguito ad altre agevolazioni previste al sostegno delle edicole negli anni precedenti, quali il credito d'imposta e il bonus una tantum edicole 2020 e 2021. Per far fronte invece all'aumento dei costi della carta esistono diverse misure alternative fra loro. Anzitutto vi è la misura di sostegno indiretto del credito d'imposta per l'acquisto della carta che per il biennio 2022-2023 ha visto un incremento rispetto al biennio precedente sia del finanziamento da 30 a 60 milioni di euro per anno che della percentuale di credito riconosciuto ai beneficiari dal 10 al 30%. L'acquisto della carta costituisce altresì una delle voci di costo parzialmente rimborsate nell'ambito dei contributi diretti. Infine è stato introdotto per il 2022 un contributo straordinario in favore delle imprese editrici di giornali e periodici pari a 5 centesimi per ogni copia cartacea venduta anche mediante abbonamento nel corso dell'anno 2021 in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Questa misura è attualmente al vaglio della Commissione europea in base alla normativa sugli aiuti di Stato. Sia il bonus edicole che il contributo straordinario per le copie vendute sono a valere sul Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, che per il 2023 è stato incrementato fino a 140 milioni di euro rispetto ai 90 previsti per il 2022. Proprio in queste settimane sto finalizzando il decreto di ripartizione del Fondo e la mia intenzione è quella di confermare tali misure, oltre a quelle sugli investimenti tecnologici e sulle assunzioni di giovani, giornalisti e professionisti con competenze digitali e dei precari cercando anche di estenderle e potenziarle. Grazie sottosegretario. La deputata Forattini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie Presidente, grazie sottosegretario, ma eh, devo dire che non sono soddisfatta in quanto non vengono date garanzie ma solo assicurazioni. Eh, l'informazione come ha detto lei ma come abbiamo anche scritto nella nostra eh, interrogazione sta vivendo una fase storica estremamente complicata a causa dei tanti fattori che ben ancora maggiori dell'informazione locale pur nel rispetto della libera iniziativa imprenditoriale ci sono settori e realtà che rappresentano ben più di un investimento remunerativo un'occasione per far cassa il comparto della stampa locale è uno di questi settori, che va considerato per il suo valore di patrimonio collettivo, strumento insostituibile per il cittadino, per ricevere un'informazione completa e non mediata sull'ambiente in cui vive, sull'amministrazione dello stesso, sui problemi e le iniziative del territorio. Rappresenta quindi il primo strumento che decine di migliaia di cittadini hanno a disposizione per formare il proprio pensiero e il proprio interesse per ciò che li circonda, la base imprescindibile per essere cittadini consapevoli, informati, interessati e infine attivi nella comunità. Nel caso specifico della Gazzetta di Mantova poi c'è un ulteriore valore da preservare. Questa realtà è la più storica rispetto appunto a tutte le altre. Rappresenta appunto il primo giornale italiano di, eh, stampato. Quindi parliamo di un giornale antico come attestato dai diversi documenti. Una realtà che fa parte della nostra storia e che va preservata. Il pericolo che stanno correndo i quotidiani locali del gruppo Gedi è reale, sappiamo già dalle precedenti operazioni di smembramento e vendita di pezzi del gruppo da parte della proprietà di Gedi, che il mantenimento della qualità dell'informazione e degli organici non sono negli interessi di chi vende. Le precedenti operazioni concluse dalla stessa proprietà hanno portato un forte impoverimento dei giornali interessati e nette riduzioni degli organici. Sappiamo quindi già cosa accadrà, anche per i quotidiani messi in vendita ora se non ci sarà l'attenzione del governo. Quello che chiediamo è un impegno serio, innanzitutto alla massima trasparenza, al coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori del gruppo e quindi è fondamentale che ci sia una supervisione sulle proposte d'acquisto. L'informazione non è una merce di scambio, non è uno strumento su cui fare pura speculazione ai danni dei cittadini, perché ciò che viene distrutto ora non potrà essere ricostruito. Chiediamo quindi garanzie solide affinché l'eventuale acquirente o gli acquirenti dei giornali del gruppo Gedi siano realtà imprenditoriali affidabili e strutturate che pongano il massimo interesse nel mantenimento della qualità dell'informazione e dei livelli occupazionali, se non nel loro potenziamento. Necessità quest'ultima che dovrebbe essere fortemente stimolata in tempi in cui l'informazione ha bisogno di essere sostenuta, rafforzata e non di certo indeboliata bolita. Per cui confidiamo nell'impegno del Governo perché questi obiettivi vengano raggiunti e quindi non solo garanzie ma proprio la massima attenzione perché non avvengano tutte eh, queste criticità che ho enunciato. Io la ringrazio per aver voluto comunque illustrare le misure che sono state messe in campo a sostegno dell'editoria. Avremo modo poi di leggerle eh, nella, sua, eh, nella sua risposta che verrà depositata. E intanto comunque le, le chiedo la massima come dire, attenzione. Grazie. Grazie onorevole Forattini. Passiamo all'interrogazione numero 3.99 presentata dai deputati Donzelli e La Porta, che ha ad oggetto iniziative di, iniziative di competenza volte al contrasto del fenomeno della criminalità cinese a Firenze e a Prato. Il vice ministro della Giustizia, Senatore Francesco Paolo Sisto, ha facoltà di rispondere. Prego, vice Ministro. Grazie Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti riferendosi al processo di competenza del Tribunale di Prato scaturito dall'indagine denominata China Truck condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze DDA domandano al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Interno se il Ministro della Giustizia intende valutare. Se sussistano i presupposti per adottare iniziative ispettive e quali iniziative per quanto di competenza, anche di carattere normativo, i ministri interrogati intendono intraprendere di tipo sia preventivo che repressivo per intervenire a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e a Prato. A riguardo deve essere immediatamente posto in risalto, sulla scorta delle note estese in data 3 febbraio 2023 e in data 6 febbraio 2023 dal Tribunale di Prato, che l'indagine terminata China Track generava il procedimento penale contrassegnato dal numero 11520-2011 RGNRPM Tribunale di Firenze. Da tale procedimento venivano separate le posizioni dello Zeng Benhua più 5. ...confluita nel procedimento penale contrassegnato dal numero 7460 2018 del GNRPM Tribunale Firenze... ...in seguito alla richiesta di giudizio immediato cautelare... ...trattandosi di imputati sottoposti a misura coercitiva di natura custodiale... ...avanzata dalla parte pubblica ai sensi del 453,1 bis CPP. Il Gip del Tribunale di Firenze metteva in data 12 luglio 2018 il relativo decreto... ...con il quale gli imputati venivano rinviati al giudizio del Tribunale davanti al Tribunale di Prato in composizione collegiale in relazione a vari reati tra cui quelli di estorsione tentata, lesione personale, favoreggiamento. Personale, usura, gestione di una casa di prostituzione e cessione di sostanze superpacenti. Trattandosi di un processo nei confronti di imputati detenuti, la celebrazione dello stesso avveniva in concriteri di priorità che consentivano una adeguata programmazione, non essendo possibile tenere udienza straordinaria in ragione delle esigue risorse di assistenti amministrativi in servizio al Tribunale di Prato e della contemporanea pendenza dinanzi al Medesimo collegio di altri maxi processi, denominati Money Transfer e Terracciano. Si provvedeva all'invio in udienza dei dibattimenti già calendarizzati in modo da evitare ulteriori adempimenti a carico della Cancelleria, la cui celebrazione sarebbe stata incompatibile con l'istruzione dipartimentale del processo Zheng Benhua più 5, nell'ambito della quale veniva effettuata anche la perizia trascrittiva delle numerose conversazioni intercettate. Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, il 19 settembre 2022, emetteva sentenza di condanna nei confronti dello Xubin alla pena di otto anni di reclusione e di Ling Bing Zong. Alla pena di sei anni di reclusione di assoluzione e dichiarazione di ondolesti procedere per intervuta prescrizione nei confronti degli altri imputati, tra i quali lo Zhang Nai Zong. La motivazione di tale provvedimento viene depositata il 12 dicembre 2022. Per quanto concerne invece il procedimento principale contrassegnato dal numero 11.520/2011 nel Regine RPM Tribunale di Firenze. In data 10 giugno 2021 il gruppo del Tribunale di Firenze emetteva il decreto che dispone il giudizio nei confronti di 55 imputati rinviati al giudizio del Tribunale di Prato in composizione collegiale per udienza del 16 febbraio 2022 in relazione ai vari reati, tra cui quelli di associazione di stampa mafioso, per delinquere, omicidio tentato, estorsione consumata e tentata, lesioni personali, usura, gestione di una casa di prostituzione, intestazione fittizia di beni e cessione di sostanze stupefacenti nel corso di tale udienza. L'organo giudicante rilevava tra l'altro la nullità della notifica del decreto di inviare il giudizio nei confronti di numerosi imputati. E disponeva la rinnovazione della stessa per udienza il 23 settembre 2022. L'udienza c'era celebrata in tale data, tuttavia il Tribunale di Prato in composizione collegiale faceva presente che il fascicolo processuale non era stato rinvenuto nella Cancelleria e rinviava pertanto il processo all'11 novembre 2022. A tale udienza, l'organo giudicante rilevava la nullità dalla notifica del decreto di rinviare giudizio nei confronti di alcuni imputati e disponeva della ricerca degli stessi tramite la Polizia Giudiziaria. Il processo veniva quindi rinviato al 10 marzo 2023 per la verifica della regolarità della notifica e del decreto di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati per i quali era stata disposta la rinnovazione dell'udienza precedente e, in caso di verifica positiva, per la disamina delle questioni preliminari e la conseguente dichiarazione di perdura del dibattimento con calendarizzazione dell'istruzione. Nessuno degli imputati del procedimento penale contrassegnato dall'11.520-2011 in Regione RPM Tribunale Firenze la sottoposto a misura cautelare di natura custodiale e dall'unico soggetto giunto dall'udienza preliminare con misura cautelare non custodiale, obbligo di dimora nel territorio di Regione Toscana, il Tribunale di Prato in composizione collegiale con ordinanza immessa in data 11 novembre 2022 revocava l'indicato provvedimento. Quanto alla soluzione dell'imputato Zhang Naizong, disposta con la sentenza del 19 settembre 2022 nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal 74-60-2018 nel regime RPM Tribunale Firenze, ci si trova al cospetto di una valutazione che attiene al merito delle determinazioni di discrezione del rispettante all'organo giudicante, le quali costituiscono espressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale e sono, come tali, intangibili da interferenze extraprocessuali in ragione del chiaro disposto in cui l'articolo 2,2 del decreto legislativo 109 del 2006 che recita. L'attività di interpretazione di nomi di diritto e quella di valutazione del fatto delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare. Con riferimento poi all'accepita apportazione del procedimento penale contrassegnato all'11500 2011 del GNRPM Tribunale Firenze, ho rilevato che i sopraordini ricordati di B sono stati determinati dalla necessità di assicurare la regolarità del contraddittorio nei confronti di numerosi imputati tutti liberi, dovendosi anche tenere conto della situazione di obiettiva difficoltà in cui si è trovata a operare il Tribunale di Prato, di piccole dimensioni a causa della contemporanea pendenza di giudizi, di più giudizi di particolare complessità. Grazie. Anche l'evento costituito dal mancato rinvenimento del fascicolo nella Cancelleria in occasione dell'udienza celebrata il 23 settembre 2022 risulterebbe essere un fatto isolato, tant'è vero che nelle udienze successive il fascicolo è stato sempre regolarmente nella disponibilità delle parti e dell'organo giudicante. In ogni caso, il procedimento aperto presso questo Ministero è ad oggi in monitoraggio istruttorio da parte dell'Ispettorato come da delega. In merito, inoltre, alle iniziative di tipo preventivo a contrasto del fenomeno in costante evoluzione della criminalità cinese a Firenze e Prato, deve essere segnalata in primo luogo dalla nota estesa 3 febbraio 2023 dalla Prefettura di Firenze, nella quale si evidenzia che il fenomeno della criminalità cinese è stato recentemente oggetto di specifica attenzione nel corso della conferenza regionale dell'autorità di PS e Sanunzi a questa prefettura lo scorso 1 dicembre, alla presenza del Presidente della Giunta regionale del delegato nazionale all'immigrazione di Anci e sindaco di Prato e del procuratore aggiunto con delega alla direzione di del settore antimafia. La presenza della criminalità organizzata cinese in vero è un fenomeno che interessa la Toscana, in particolare la provincia di Prato e l'attiguo territorio dell'area metropolitana di Firenze, dove sono complessivamente presenti circa 10.000 imprese cinesi. Secondo quanto acquisito rispetto al territorio da loro di Firenze le imprese dirette da soggetti della società cinese sono 4.886 a Firenze, 6.640 a Prato. Impegnate, oltre che nel settore delle attività concernenti la cura della persona, centri, massaggi e benessere, nel settore tessile, in particolare confezione di abbigliamento, in una serie di piccole attività commerciali riguardanti la vendita e riparazioni di apparecchi telefonici, casalinghi e oggettistica varia. In particolare. La principale strategia criminale legata alle tradizionali lavorazioni tessili, secondo quanto emerge dall'attività di analisi del locale comando provinciale della Guardia di Finanza, prevede l'utilizzo di molteplici microimprese siniche, legate a singoli commissionari cinesi che impiegano la manodopera anch'essa di origine sinica, facendo massiccio uso del sistema del cosiddetto apri e chiudi, che prevede il mancato versamento di imposte e contributi e nonché l'utilizzo di fatture per operazioni esistenti per abbattere l'IVA e il reddito d'impresa. In merito. Nel solo anno 2022 il personale del, del locale comando provinciale della Guardia di Finanza ha effettuato 121 controlli fiscali che hanno consentito il recupero a tassazione di elementi positivi di reddito per oltre 51,5 milioni di euro, nonché di constatare un'evasione di IVA pari a 38,2 milioni di euro. Nonostante la forte omertà e la chiusura della comunità cinese, anche sotto il profilo della barriera linguistica e culturale, nonché le stesse difficoltà di reperire interpreti di lingua cinese, le forze di polizia assicurano costantemente attività di monitoraggio all'investigazione finalizzata finalizzate al contrasto di tali fenomeni criminosi nell'ambito delle indagini coordinate a direzione di ristoranti antimafia della locale Procura della Repubblica. Inoltre, nella nota estesa in data 2 febbraio 2023 dalla Prefettura di Prato si poneva in risalto con specifico riferimento all'inserimento di imprese di totalità di soggetti di nazionalità cinese nel comparto industriale, in particolare i testi manufatturiero, che negli anni sono state avviate plurime. Mirate iniziative straordinarie orientate a consentire un approccio più incisivo ai fenomeni descritti, l'Ufficio Scriventa, ricollegandosi a un piano di intesa per la legalità nel sistema produttivo sottoscritto in passato, si è fatto carico di un'importante attività di coordinamento prettamente operativo, resa necessaria dalla molteplicità di profili di liceità delle prassi imprenditoriali emerse e mappate nel corso degli anni e riferite ai vari aspetti contrattuali, logistici e di sicurezza strutturale dei lavoratori delle imprese. È stato infatti attivato in questa Prefettura nel giugno 2021 un apposito gruppo di lavoro incaricato di svolgere attività ispettive e di monitoraggio in una composizione interistituzionale, partendo dall'analisi e dall'approfondimento delle informazioni già in possesso dei vari e delle criticità già riscontrate, la relativa ad illeciti in cui il contrasto fa capo a soggetti istituzionali diversi: ITL, IMPS, INAIL, ASL, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, NIL, Polizia Municipale, Agenzia delle Entrate. Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e ARPAT. La fase operativa, coordinata in sede di tavolo tecnico dal Questore, assicura la presenza delle forze di polizia e il regolare svolgimento delle attività ispettive anche sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica in un contesto che può fare registrare tensioni e conflittualità in regione della frequente presenza di lavoratori in nero e irregolari sul territorio nazionale. Alla data del 25 gennaio si sono tenute 31 riunioni del citato gruppo di lavoro, nell'ambito del quale sono stati disposti 51 accessi congiunti presso aziende del territorio che hanno complessivamente consentito di individuare 226 lavoratori irregolari, 108 dei quali privi del titolo di soggiorno, di arrestare tre datori di lavoro e disporre alla sospensione di 28 attività imprenditoriali per le carenze riscontrate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per vari ipotesi di irregolarità contrattuali che sono state combinate sanzioni pare a 1.125.145,65 euro. La centralità della tematica in questione è poi confermata dalle ulteriori straordinarie iniziative varate dalle altre realtà istituzionali, quella campagna del Ministero del Lavoro, Alt Caporalato, controlli degli ispettori del lavoro affiancati dai carabinieri del NIL per contrastare lo sfruttamento lavorativo, e il progetto Piano Lavoro Sicuro, avviato nel 2014 e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2023, dalla Regione Toscana per contrastare la piaga dei dormitori all'interno delle stesse realtà produttive attraverso il finanziamento di assunzioni straordinarie nelle aziende sanitarie dei tecnici, ispettori per la prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali iniziative determinano un netto potenziamento delle attività ispettive, in esito alle quali vengono individuate numerosissime violazioni alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che sfociano poi in segnalazioni di reato alla locale Procura della Repubblica, a sua volta impegnata in un intenso e costante sforzo per la gestione dei procedimenti penali avviati nel settore in commento. di sottolineare inoltre che l'attività di prevenzione svolta da questa Prefettura in, attu in attuazione di quanto previsto dal Codice antimafia ha portato all'adozione di provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di quattro imprese attese alla sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose. Grazie. Grazie Vice Ministro. La deputata Laporta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego Onorevole. Sì, grazie Presidente, grazie Vice Ministro. Mi ritengo soddisfatta della risposta del Ministero che si impegna a contrastare la criminalità cinese diffusa sul territorio di Prato e della piana fiorentina e a monitorare gli sviluppi giudiziari del processo in oggetto che purtroppo ha già subito clamorosi rinvii per episodi gravissimi relativi alla traduzione degli atti e alla sparizione di interi fascicoli. L'inchiesta China Truck nasce nel 2011 fra Prato e Firenze, dove si verificarono barbari omicidi, traffico di stupefacenti e di esseri umani, aggressioni ed episodi di estorsioni, dopo di cui la direzione distrettuale antimafia ipotizzò per la prima volta la presenza di mafia cinese in Toscana, che puntava oltretutto al controllo del trasporto su gomma di merci in tutta Europa. Nel 2018 si arrivò all'arresto di decine di persone con anche l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso. Fra gli, fra gli arrestati c'era Zhang Naizong che, come dichiarato dal GIP dopo la cattura, è stato definito il capo dei capi di questa associazione potentissima cinese a livello internazionale e che lui stesso nelle intercettazioni si definiva il «boss» vantandosi di capeggiare con astuzia associazione, questa associazione criminale e mafiosa. Molto significativo fu l'episodio precedente all'arresto raccontato dalla mobile dei carabinieri quando mentre era seduto a mangiare in un ristorante iniziarono ad arrivare tantissimi cinesi che entravano, si inchinavano a lui e andavano via segno inequivocabile di potenza e di controllo. Sulla vicenda in questione era calata una coltre di silenzio che ci auguriamo possa essere fugata, e a settembre 2022 Zhang è stato clamorosamente assolto dal reato di usura perché il fatto non sussiste. Troppi ancora oggi sono i casi di illegalità cinese sul territorio pratese e toscano: si stima a più di un miliardo di euro di soldi che vengono trasferiti legalmente all'estero. Questo impegno dunque. Insieme alla norma contro le aziende apri e chiudi che il governo ha introdotto in legge di bilancio e all'inserimento nella commissione parlamentare antimafia, grazie alla proposta di Fratelli Italia, di porre particolare attenzione sulla criminalità organizzata cinese, indica una volontà chiara del governo che ci troverà al suo fianco in questa battaglia di contrasto al fenomeno diffuso di illegalità soprattutto orientale, che attanaglia da troppo tempo il territorio toscano e che purtroppo fino ad oggi è stato ignorato o sottovalutato. Grazie. Grazie onorevole Laporta. Passiamo all'interrogazione numero 3.154 presentata dai deputati Calderone e Battilocchio, che ha ad oggetto elementi e iniziative in relazione al corretto impiego degli addetti all'ufficio del processo. Il Vice Ministro della Giustizia, Senatore Francesco Paolo Sisto, ha facoltà di rispondere. Prego, Vice Ministro. Grazie, Presidente. Con l'interrogazione parlamentare in oggetto, premesse e segnalazioni riguardanti un utilizzo degli addetti all'ufficio per il processo ritenute non conformi alla, qualifica, alla qualifiche professionali di costoro, quali la verbalizzazione di attività, si avanzano quesiti in ordine all'eventuale necessità di attivare verifiche circa il corretto impiego degli addetti all'ufficio per il processo, onde evitarne. Uno sviamento da quelle consentite e previste dalla legge nonché circa l'emanazione di apposito mansionario. Va subito evidenziato che il Ministero, già dal dicembre 2021, con apposita circolare emanata dalla proposta della Direzione Generale e indirizzata a tutti gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, fornisce una chiara esposizione circa le attività attribuite al profilo richiamato, così stilando, appunto, 7 della circolare, proprio il mansionario delle addette all'ufficio per il processo. E così viene chiarito. Come il primo ambito in cui si collocano le mansioni del nuovo profilo professionale dunque quello della compartecipazione all'azione collettiva del personale assegnato all'ufficio per il processo, a supporto organizzativo, amministrativo, tecnico, giuridico dell'attività giurisdizionale propriamente detta, che resta evidentemente rimessa in ultima analisi all'esclusiva sfera decisionale di responsabilità del magistrato giudicante, così la, la circolare citata. Evidentemente le mansioni conferite al personale addetto all'UPP. Si riflettono necessariamente nelle attività di organizzazione dell'Ufficio, intesa non solo come ausilio al magistrato, ma altresì come anello di raccordo tra la sfera giurisdizionale e l'esecuzione in via amministrativa degli atti e delle attività preliminari e conseguenti l'udienza, oltre ad intendersi nell'ottica di rafforzamento della capacità amministrativa delle Cancellerie. Resta tuttavia a discrezione degli organi apicali dell'Ufficio valutare la necessità data l'ampiezza delle mansioni a cui il nuovo profilo professionale può essere adibito, dell'applicazione del personale in esame alla gestione amministrativa dei fascicoli, laddove ad esempio la produttività del magistrato è già molto alta, ovvero all'impiego in attività di ausilio all'udienza e alla decisione. In ultima analisi non si rinvengono elementi tecnicamente ostativi per non ritenere applicabile anche al personale assunto a tempo determinato, compresi quindi gli addetti dell'UPP, quanto delineato dalla predetta circolare, la quale circoscrive il perimetro entro il quale gli stessi possono svolgere la propria prestazione lavorativa, con riferimento alle competenze propriamente amministrative, mutuandole da tutte quelle ritualmente espletabili dall'omologa figura di ruolo appartenente alla professionalità amministrativa giudiziaria giudiziaria dell'area 3 fascia retributiva F1, ovvero il funzionario giudiziario. Pertanto, considerato altresì che qualsiasi attività espletabile dal cancelliere, giusta previsione del vigente diritto processuale civile o penale, <coughs> Può facilmente, in tutti i casi in cui occorre, essere disimpegnata anche dal funzionario giudiziario, profilo professionale immediatamente sovraordinato, previsto dall'attuale sistema di classificazione del personale di cui al CCI del 29 luglio 2010 come rimodulato dal DM 9 novembre 2017, non è dato ravvisare, ove necessario, alcun ostacolo all'espletamento dell'attività di verbalizzazione o altre attività di natura meramente amministrativa propria della qualifica inferiore anche da parte dei funzionari addetti all'ufficio per il processo. Grazie Vice Ministro. Il deputato Battilocchio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego onorevole Battilocchio. Grazie Presidente, mi dichiaro soddisfatto della, della risposta del, del sottosegretario e, e diciamo, lo spirito che ha animato questa nostra uh, interrogazione ovviamente è, è quello del rispetto della normativa che poi Lei ha, ha richiamato, quindi il decreto legge 80 del 21, il decreto legislativo 151 del 22, in particolare gli articoli 4, 6 e 11. E abbiamo presentato questa interrogazione perché ovviamente abbiamo avuto un, una serie copiosa di sollecitazioni provenienti da, da tante parti d'Italia. Quindi per noi era importante diciamo, portare alla sua attenzione e ulteriormente questo, questa problematica e quello che, che chiediamo è di proseguire in un'azione comunque di, di monitoraggio, di controllo e, e di verifica della, della corretta attuazione delle norme che ho richiamato perché è chiaro che la cosa che ci preme maggiormente è che l'impiego di tutto il personale giudiziario sia coerente con il relativo inquadramento professionale, tranne i casi ovviamente di, di stretta necessità. Quindi io credo che ecco, è un ragionamento che potremo approfondire insieme e, e è anche una risposta appunto, alle tante sollecitazioni che in questi mesi ci sono giunte. Grazie. Grazie onorevole Battilocchio. Passiamo all'interrogazione 3.112, presentata dal deputato Loperfido, che ha ad oggetto elementi e iniziative in merito al registro pubblico delle opposizioni al fine di implementarne l'efficacia. La sottosegretaria per le imprese e il Made in Italy, Fausta Bergamotto, ha facoltà di rispondere. Prego sottosegretaria. Grazie Presidente, grazie onorevole interrogante. Come correttamente ricorda l'onorevole interrogante, il registro pubblico delle opposizioni è stato istituito nel duemiladieci con DPR 178. Lo strumento ha visto poi il susseguirsi di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori. Il quadro normativo vigente, in primis il DPR 26 del 2022 e successivi decreti attuativi, ha esteso la facoltà di iscrizione al servizio già prevista per il telefono fisso e l'indirizzo postale anche alle numerazioni cosiddette riservate, portando il totale delle utenze a venti diritto a circa 98 milioni, corrispondenti a circa 20 milioni di linee fisse e 78 milioni di sim cellulari. Con l'iscrizione nel nuovo registro, su richiesta del cittadino, vengono contestualmente annullati tutti i consensi al telemarketing pre pregressi, a meno di quelli rilasciati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da meno di 30 giorni. A seguito dell'iscrizione nel registro, pertanto, il cittadino può ricevere chiamate di marketing solo da soggetti a cui ha rilasciato un consenso in un contratto a carattere continuativo, oppure in caso di iscrizione selettiva al registro medesimo. Al di fuori di tali fattispecie, le altre chiamate di marketing sono da ritenersi illegali. Inoltre si rappresenta che la nuova normativa si applica al titolare del trattamento dei dati contenute nelle liste di contatti. Di conseguenza, anche i soggetti con sede extra UE, che operino in nome e per conto di un'impresa italiana, sono tenuti a verificare i numeri con il registro pubblico delle opposizioni, mensilmente e comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria, al pari dei soggetti con sede in Unione europea. I call center sono tenuti all'iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazioni, cosiddetto ROC, dell'Autorità per le garanzie delle comuni nelle comunicazioni e ad utilizzare numeri in chiaro richiamabili, oppure gli appositi codici stabiliti dalle autorità 0843 per le ricerche di mercato e 0844 per il telemarketing. Per completezza si fa presente che il regime opt-out, secondo il quale chi non è iscritto nel registro pubblico delle opposizioni è contattabile per finalità di marketing, è valido soltanto per i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici, circa 5 milioni di numeri, mentre per tutti gli altri numeri di telefono, circa 93 milioni, Vale il regime opt-in, secondo il quale le chiamate sono legittime solo previo consenso dell'utente. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta monitorando l'efficacia del nuovo strumento sin dalla sua attivazione. Attualmente sono circa 3,8 milioni le numerazioni scritte al servizio, mentre sono oltre 800 gli operatori di marketing che periodicamente inviano i numeri al registro per rimuovere dalle proprie liste le numerazioni registrate. Dal 2011 ad oggi sono oltre 5 miliardi le verifiche sottoposte dagli operatori di telemarketing prima di effettuare contatti. Tale dato è probabilmente il parametro maggiormente rappresentativo della tutela esercitata dal registro pubblico delle opposizioni. In caso di violazione del diritto di opposizione è possibile rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali che recentemente ha messo a disposizione degli utenti un modulo digitale per l'invio delle segnalazioni. In caso siano riscontrati comportamenti illegittimi, l'autorità competente può erogare sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo. Obiettivo delle sanzioni è anche l'effetto deterrente verso gli operatori che operano illegalmente, anche se talune tecniche di mascheramento della numerazione, spoofing richiamate dall'onorevole interrogante, rendono in alcuni casi complessa l'attività ispettiva e sanzionatoria. Inoltre, il garante per la protezione dei dati personali sta predisponendo, assieme agli operatori del settore, un codice di autoregolamentazione, al fine di evitare che gli attori della filiera si avvalgano di soggetti che non garantiscono la necessaria affidabilità in merito alla raccolta dei dati e al loro utilizzo. Si ritiene utile dunque continuare a sensibilizzare i cittadini che lamentino chiamate indesiderate ad iscriversi al registro e segnalare all'autorità competente eventuali violazioni. Allo stesso tempo è necessario sensibilizzare i cittadini sull'attenzione alla sottoscrizione dei consensi al marketing, poiché talune telefonate, seppure indesiderate, risultano autorizzate. Grazie. Grazie sottosegretario. Il deputato Loperfido ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego onorevole. Grazie Presidente, grazie sottosegretario. Indubbiamente ringrazio per la risposta, e mi ritengo soddisfatto anche perché inevitabilmente è un tema che deve essere continuato ad essere monitorato perché è molto complesso e quindi. Sicuramente anche la normativa, e la volontà del legislatore è lodevole, ma è un tema così complesso che difficilmente può essere risolto dall'oggi al domani. E guardi, coincidenza vuole che due secondi fa abbia ricevuto un messaggio preoccupato per gli aumenti dell'energia, investi nel fotovoltaico, per te 30% di sconto più 50% di detrazione Se è interessato o contento di proprietà, scrivi sì, da un numero di telefono cellulare che io ovviamente non conosco e che probabilmente avrà il mio numero perché tra le varie tante autorizzazioni eh, magari mi sono dimenticato accedendo al registro dell'opposizione di riregistrarmi perché proprio questo è il passaggio fondamentale ovvero un cittadino per evitare di ricevere delle telefonate si registra al registro delle opposizioni, fa parte di questo elenco di numeri. L'operatore che vuole fare attività di telemarketing comunica che intende utilizzare determinati numeri. Il gestore del registro delle opposizioni dice: Va bene, ma ti depenno dalla lista questi numeri che sono coloro i quali sono registrati nel registro delle opposizioni e dovrebbe procedere così normalmente per coloro i quali hanno un codice deontologico, se vogliamo così definirlo, quelle che le ha definito, quelle che intendono adottare un regolamento eh, insomma, consono a quelle che sono le normali regole del mercato, possono appunto contattare il cittadino utente per fare le offerte commerciali. Si è chiaro, eh, il libero mercato è una cosa molto utile. In questi anni in cui il boom delle utenze... Eh, domestiche sono aumentate, probabilmente anche il fatto del telemarketing è stato molto utile per tante famiglie, tanti utenti che hanno potuto migliorare la loro eh, utenza. Ma questo magari se hanno dimostrato la volontà di poter essere contattati da parte dell'operatore eh, dell del telemarketing. Ma il motivo per cui è stata fatta questa interrogazione: chiaro che non è probabilmente la questione più importante che deve affrontare quest'aula, ma è proprio perché durante la vita quotidiana. Tanti cittadini, tenendo conto che l'Italia è un paese che ormai ha il 23% di over 65 che sono sovente a casa, si ricevono: vedono arrivare delle telefonate del tenore del mio messaggio e magari non sanno rispondere in modo adeguato e incappano anche in offerte poco chiare che li legano, eh, anche in modo, eh, in modo difficoltoso. Eh, per quanto riguarda l'adesione a delle offerte eh, telefoniche che possono riguardare le utenze domestiche o non solo, anche prodotti assicurativi, con poi anche questioni all'interno delle famiglie che possono essere anche abbastanza delicate, lo dico questo da ex assessore alla politica per la sicurezza che ha, fatto tanti, ha finanziato tanti corsi per evitare le truffe nei confronti della popolazione debole, quindi gli anziani o coloro i quali non sono in condizioni magari di saper affrontare determinate truffe telefoniche. Anche perché dal telemarketing selvaggio alle truffe telefoniche il passaggio è veramente molto sottile. Quindi benvenga questa attività da parte del, del governo come lei ha appena rappresentato, di continuare a monitorare. Monitorare perché eh, i numeri che lei ha citato dimostrano quanto in realtà gli interessi in gioco siano notevoli. Se un operatore è, è disposto ad affrontare un telemarketing selvaggio, magari anche eh, un po' spregiudic spregiudicato, senza prestare troppa attenzione alla normativa in essere, sapendo che rischia di incappare a una sanzione di 20 milioni di euro, probabilmente vuol dire che gli interessi in gioco sono talmente elevati che forse, dice, piuttosto affronto anche eventuali conseguenze, perché probabilmente l'incasso sarà maggiore. Ecco perché benissimo il libero mercato, benissimo il mercato delle proposte telefoniche, però benissimo anche quanto dice lei, continuiamo a monitorare sapendo che dobbiamo assolutamente intervenire. E questa è stata una cosa che ha detto anche il nostro ministro Urso, ci sono ancora troppi metodi che permettono alle aziende di carpire in maniera legittima i numeri telefonici, serve rafforzare l'accordo tra le autorità di ispezione, ossia AGICOM è garante della privacy. E questo unicamente per tutelare... Il cittadino, la tutela della privacy all'interno di questo libero mercato che, appunto, comunque deve essere fatto all'interno del rispetto delle regole. Grazie. Grazie, onorevole Loperfido. Prima di passare oltre, salutiamo i raga le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Superiore Cestari Righi di Chioggia. Benvenuti, grazie di essere qui. Un saluto alla di al dirigente e alla classe dei docenti. Grazie. Passiamo all'interrogazione. Numero 3.77 presentata dal deputato Scerra, che ha ad oggetto iniziative di competenza in relazione al funzionamento nelle regioni del Sud del cosiddetto mercato di salvaguardia per i clienti finali al fine di contenerne il costo dell'energia. Il sottosegretario per l'ambiente e la sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. La eh, ringrazio, presidente. Riguardo le questioni poste, si specifica quanto segue. Come ricordato dall'onorevole interrogante, il servizio di salvaguardia è uno strumento introdotto dal legislatore con il decreto legge 73 del 2017 per assicurare la continuità delle forniture di energia elettrica a tutti gli utenti finali, diversi da quelli che hanno diritto al servizio di maggior tutela che per un qualsiasi motivo dovessero trovarsi senza fornitore. Si tratta dei clienti non domestici connessi in bassa tensione con più di 50 dipendenti e o un fatturato o totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro o dei clienti in media alta e altissima tensione. Il servizio è erogato dai venditori selezionati mediante procedura concorsuale ed è stato disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007 in modo tale da incentivare il passaggio al mercato libero in coerenza col dettato normativo. La regolazione del servizio di salvaguardia definita dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente Arera tiene conto delle previsioni del citato decreto che ha la finalità di fornire al cliente finale un segnale di prezzo, il parametro omega, tale da incentivarlo ad uscire volontariamente dal servizio di maggior tutela e ad trovare un nuovo operatore sul libero mercato, in considerazione del fatto che si tratta di un servizio di ultima istanza che ha, per sua natura, una caratteristica di transitorietà. Nel novembre 2022 sono stati pubblicati gli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia e come è noto i prezzi di aggiudicazione sono risultati significativamente elevati rispetto alle procedure relative al biennio 2021-2022 in tutte le aree territoriali. A tal riguardo occorre osservare che la situazione contingente caratterizzata da forti e persistenti tensioni sui prezzi dei prodotti energetici ha inciso negativamente sui prezzi finali del servizio di salvaguardia attraverso un incremento significativo del parametro in questione rispetto agli anni precedenti, anche in considerazione dei maggiori rischi di credito associati all'erogazione del servizio ai clienti forniti in salvaguardia. Infatti, nella situazione di mercato attuale, il rischio di credito risulta maggiore e comporta un aggravio dei costi di commercializzazione a carico dei esercenti, il quale si è riflesso sulle offerte per la giudicazione del servizio. Pertanto, al fine di mitigare l'impatto che l'incremento eccezionale dei prezzi offerti nell'ambito delle procedure potrebbe avere sui clienti serviti o per i quali si attivi il servizio di salvaguardia, in considerazione dell'attuale contesto congiunturale con la delibera del 31 gennaio 2023-29-2023 barra R barra EL interventi urgenti sulla procedura di switching in caso di uscita dal servizio di salvaguardia dell'energia elettrica la è intervenuta prevedendo a partire dal 1 marzo 2023 l'applicazione a favore di tutti coloro che escono dal servizio di salvaguardia della procedura di switching veloce con suddetta procedura il nuovo contratto stipulato nel libero mercato ha efficace a partire da qualsiasi giorno del mese per tutti i clienti in uscita dal servizio di salvaguardia, limitando di fatto la permanenza nel servizio e, conseguentemente, il pagamento dei relativi corrispettivi nel servizio per quei clienti che trovano un fornitore nel mercato libero. Tutto ciò premesso, questa amministrazione, ha atteso il quadro normativo predefinito e sopra riportato, nonché consapevole del potenziale impatto dei prezzi dell'energia elettrica emersi in esito alle aste per la giudicazione del servizio in parola, in una congiuntura già di per sé sfavorevole, sta monitorando la situazione e sta valutando possibili ulteriori interventi in coordinamento con l'Arera. Grazie sottosegretario Barbaro. Il deputato Sherra ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, non Sì, grazie Presidente. No, devo, devo dire che non sono soddisfatto. La semplice procedura di switching non risolve di fatto il problema. Il problema permane. Il mercato di salvaguardia è caratterizzato in questo momento, soprattutto in regioni come la Sicilia, da un prezzo dell'energia elettrica complessivo influenzato in maniera preponderante da questo parametro omega. Questo significa che le aziende e i comuni che, Fanno parte di quel mercato di salvaguardia in questo momento, hanno grandissime difficoltà. Relativamente alle aziende, possiamo comprendere bene quanto ci sia una differenza di prezzo dell'energia fra le aziende del sud e le aziende del nord, quindi differenza di competitività evidente. Allo stesso modo, questo tipo di problematica riguarda i comuni, i comuni siciliani in particolare, eh, la maggior parte dei comuni, più della metà dei comuni siciliani, fanno parte del mercato di salvaguardia. Eh, scusate. Fanno parte del mercato di salvaguardia. Questo cosa significa? Significa che gli stessi comuni devono addirittura, rischiano di scegliere se razionalizzare i servizi essenziali dei cittadini con questi prezzi così alti dell'energia elettrica. Tanti amministratori comunali ce lo hanno segnalato e questa risposta, purtroppo, non è assolutamente esaustiva. Siamo molto, ma molto preoccupati. Questo è un divario che si acuisce fra Sud e Nord, fra imprese del Sud e imprese del Nord, fra comuni del Sud e comuni del Nord. E quindi per questo non ci aspettavamo una risposta più completa da parte di, di questo governo. Diciamo che eh, i divari sociali e territoriali dovrebbero essere una delle priorità da parte di questo governo, ma evidentemente non lo sono. Eh, lo stiamo constatando anche da questa eh, risposta. Fra l'altro relativamente all'energia elettrica si segnala che la rete elettrica nel sud è caratterizzata da una densità minore rispetto a quella del nord. Quindi ci sono problemi di costo dell'energia elettrica, ma ci sono problemi anche di distribuzione, di capacità di distribuzione dell'energia elettrica al sud. E questi problemi possono essere risolti solo con ingenti investimenti. La Giorgia Meloni parla di sud, parla di hub energetico, ma dove sono gli investimenti? Bisogna potenziare gli investimenti nella struttura elettrica, nelle strutture energetiche in generale, in servizi, in infrastrutture. Questo dovrebbe fare questo governo, ma... Abbiamo visto anche in legge di bilancio quello che è successo. Addirittura il governo ha dimenticato il sud. Ci sono stati due emendamenti a prima firma del sottoscritto che proponevano il credito d'imposta per le zone economiche speciali e per le aziende del sud. Il governo non le aveva inserite originariamente nella manovra finanziaria. Sono state inserite solo dopo questi emendamenti ed è una dimenticanza che ci fa capire quanto il Governo pensi al Sud ovviamente questo pensiero è suffragato dal progetto di autonomia differenziata nel quale evidentemente si vuole spaccare il Paese in due, si vuole continuare a far migliorare il Nord, niente da dire, ma si vuole lasciare indietro il Sud noi non lo permetteremo eh, Presidente, eh, che dire relativamente agli investimenti, noi pensiamo che bisogna al Sud, anche per aumentare la densità della distribuzione dell'energia elettrica, investire sulle energie rinnovabili, c'è l'Europa che ce lo dice c'è il piano Repower che ci invita ad andare in quella direzione, ma non basta. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che bisogna negoziare in Europa per arrivare ad un Energy Recovery Fund, un fondo europeo finanziato con bond comuni che aiuti chi ha problematiche relative all'alto costo dell'energia elettrica e al sud questa problematica è ancora più evidente. Lo dice anche lo Svimez, la povertà assoluta proprio per gli alti prezzi dell'energia elettrica sta aumentando e sta aumentando soprattutto al sud. La crescita, il PIL del nostro Paese nel 2023 è dato allo 0,5%, di cui 0,8% al nord e meno 0,4% al sud, proprio per questa problematica. Quindi ci aspettavamo un'attenzione maggiore da parte di questo Governo. Bisogna investire sulle energie rinnovabili, sull'autoconsumo di energia, sulle comunità energetiche. Questa è la nostra ricetta. E per quanto riguarda il mercato di salvaguardia, pensiamo che bisogna cambiare quella che è la metodologia di determinazione del prezzo. Non è possibile che ci sia questo divario così grande fra la Sicilia e la Lombardia. Quindi bisogna fare attenzione per modificare il sistema. Questa è eh, la risposta che ci aspettavamo, invece un semplice switching non risolve il problema. Quindi chiediamo a questo governo, ma siamo convinti che non ci seguirà di fare più attenzione al Sud, perché se riparte il Sud riparte tutto il Paese. Il Movimento 5 Stelle l'ha sempre detto e continuerà a dirlo e a porre un fiato sul collo al Governo su questa tematica. Grazie. Grazie Passiamo all'interrogazione numero 3.153, presentata dai deputati Sergio Costa ed altri, che ha ad oggetto iniziative normative di modifica delle disposizioni della legge quadro sull'attività venatoria introdotte con la legge di bilancio per il 2023. Il sottosegretario per l'ambiente e la sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. La ringrazio, presidente. Riguardo le questioni poste, anche con riferimento alla specifica richiesta di chiarimento inviata dalla Commissione europea a questo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sulle modifiche apportate con i commi 447 e 448 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 numero 197, legge di bilancio 2023, alla legge 11 febbraio 1992 numero 157, si rappresenta quanto segue. La problematica dell'incremento delle popolazioni di fauna selvatica, con particolare riferimento agli unculati selvatici, è da tempo all'attenzione delle diverse amministrazioni centrali e regionali, soprattutto per ragioni sanitarie connesse alla diffusione della peste suina africana. In quanto uno dei principali problemi da affrontare per contrastare tale pericolosa epizozia è rappresentata dall'eccessiva ed incontrollata proliferazione, soprattutto di cinghiali, riconosciuti come principali vettori della malattia. Di conseguenza si è reso necessario predisporre un pacchetto di misure volte a rendere più efficaci gli strumenti di contrasto al loro incremento. Date le numerose implicazioni, quindi, si è ritenuto necessario delineare un approccio integrato e organico, articolato su diverse linee di intervento da adottarsi in forma coordinata principalmente attraverso l'individuazione di alcune modifiche normative e strumentali allo scopo di ridurre significativamente il livello dei danni prodotti dalla fauna selvatica. La tematica, pertanto, rientra nelle azioni volte al controllo numerico della fauna selvatica mediante rimozione e cattura, con particolare riferimento al contenimento numerico. Il nuovo testo dell'articolo 19 della legge 157 del 1992 Attribuisce al comma 2 a regioni e province autonome il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica in vista di una serie di obiettivi, fra i quali la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale da perseguire anche nelle aree protette e in quelle urbane. È doveroso richiamare come tale materia sia disciplinata a livello nazionale, oltre che dalla citata legge 157 del 92. Anche dalla legge quadro su aree protette numero 394 del 91 e dal DPR 357 del 97, recante l'attuazione della direttiva Habitat 9243 c'è cioè, tali norme non sono state né abrogate né emendate e pertanto continuano a rimanere in vigore. Inoltre si fa presente che anche la precedente formulazione dell'articolo 19 della legge 157-92 faceva riferimento al controllo nelle aree vietate alla caccia e si applicava a tutta la fauna selvatica, incluse quindi le specie tutelate dalle direttive 92-43-CE e 9-147-CE. Pertanto le norme non hanno abrogato né modificato la disciplina vigente sulle modalità di gestione dei siti Natura 2000 e sulle prescrizioni per la conservazione delle specie né tantomeno la necessità di autorizzazione ministeriale per il controllo della fauna selvatica esercitato su specie in allegato 4 della direttiva Habitat come previste dal DPR 357 del 1997 di recepimento della direttiva medesima. Per quanto riguarda la direttiva Uccelli non sono apportate modifiche alla disciplina che riguarda le deroghe ai divieti previsti dalla direttiva medesima in particolare l'articolo 5 che impone una serie di divieti strumentali alla protezione degli uccelli e l'articolo 7,4 che impone divieti di caccia durante il periodo della nidificazione, riproduzione e dipendenza. Ciò premesso, si sottolinea che la modifica di cui la comma 447 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 non ha fatto altro che esplicitare quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 del 2021, pronunciata nel giudizio di legittimità relativa alla legge regionale toscana 12 gennaio 1994 numero 3 che ha affermato la possibilità di coinvolgere i cacciatori nell'attività di controllo numerico subordinando tale facoltà alla condizione che i cacciatori abbiano acquisito una formazione specifica basata su corsi di preparazione organizzati dalla regione sulla base di programmi concordati con Ispra. Si ricorda altresì che in base alla legge 394 del 1991 nelle aree protette i cacciatori sono già autorizzati a, ad attuare il controllo medesimo. Si ritiene quindi di poter confermare che le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023 non pregiudicano in alcun modo l'applicazione delle direttive Habitat e Uccelli nell'attività di protezione garantita nei siti di Rete Natura 2000. Per quanto attiene al comma 448 dell'articolo 1 della legge 197-2022, Concernente il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, si rappresenta che nell'ambito delle necessarie intese tra le amministrazioni coinvolte, tale piano avrà, una, avrà un fondamentale ruolo di indirizzo generale al fine di rendere omogenei i contenuti, le modalità applicative e il monitoraggio dei piani regionali, oltre a fornire le indicazioni occorrenti per mantenere, sotto il profilo operativo, la necessaria coerenza tra la normativa nazionale e le direttive unionali interessate. Grazie sottosegretario Barbaro. La deputata Carmen Di Lauro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione. Prego onorevole Di Lauro. Grazie Presidente. Erano le 6.30 del mattino quando questa norma è stata approvata. Questa norma che consente, ripetiamolo, di cacciare a tutte le ore del giorno e della notte anche nelle aree protette e anche nelle aree urbane. Erano le 6.30 del mattino, io ero in commissione bilancio, lo ricordo bene, e rivolgendomi alla maggioranza dissi che avrebbero avuto sulla coscienza non solo le migliaia di vittime innocenti e silenziose, quali gli animali, ma anche vittime umane. Perché la caccia, per chi non lo sa o finge di non saperlo, provoca purtroppo anche vittime tra gli esseri umani. Questo è normale perché questo è quello che accade in ogni contesto dove vengono usate le maledette armi. 90 sono stati morti nella stagione 21-22 e 79 in quella 22-23. Con queste cifre, aver dato un'ulteriore via libera al mondo venatorio è stato un atto incosciente, irresponsabile. Ma d'altronde il modo in cui eh, alcuni partiti legiferano e prendono decisioni su questa materia abbiamo potuto vederlo e ascoltarlo anche in un video diffuso dal Fatto Quotidiano pochissimi giorni fa. In questo video si vede un esponente del mondo venatorio, un cacciatore, lamentarsi con l'allora candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, Attilio Fontana degli eccessivi controlli da parte delle forze dell'ordine ai poveri cacciatori che, poverini, si sentono terrorizzati. Ecco, e in quel video si sente poi Fontana rispondere con queste precise parole «Abbiamo fatto tutto quello che ci avete chiesto». Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Regione Lombardia, pur di accontentare la sua lobby, ha emanato delle norme che poi sono state portate in tribunale dalle associazioni ambientaliste e in quella sede le associazioni hanno vinto. Quindi praticamente ci troviamo nell'illegalità. E ora purtroppo stiamo vivendo una situazione molto simile perché a causa dell'approvazione di questa norma avvenuta a dicembre nella legge di bilancio. L'Unione Europea ha inviato una lettera all'Italia in cui chiede chiarimenti e in cui minaccia anche l'avvio di una procedura di infrazione. Questi sono pericoli che noi avevamo denunciato, pericoli che erano, erano molto chiari, ma nessuno ci ha ascoltato. Avevamo anche inviato una lettera alla Presidenza della Camera perché avevamo sottolineato che questa era in realtà una norma di tipo ordinamentale e le norme di tipo ordinamentale nella legge di bilancio per regolamento non possono essere approvate. Però niente, non c'è stato niente da fare. E questo accade quando si legifera per consenso, quando si legifera per interesse particolare e non per quello generale, perché l'interesse generale, se ancora fosse necessario dibadirlo, è quello di tutelare l'ambiente con tutte le sue creature, è quello di tutelare la biodiversità. Perdere biodiversità significa perdere un patrimonio ricchissimo di informazioni che la natura ha impiegato anni per costruire, perdere biodiversità significa ostacolare l'impollinazione che è fondamentale per la sopravvivenza, significa poi, da ultimo ma non per ultimo, la, la proliferazione di virus. Io penso che semplicemente la strada sia una soltanto: la strada è quella di imparare a convivere in maniera corretta con la fauna selvatica, imparare a conoscerla, a rispettarla, ricevere e fare educazione. Le soluzioni che consentono una corretta convivenza ci sono, esistono, attuarle è solo una volontà politica. Però in tutto questo dobbiamo sempre tenere a mente. Un piccolo ma importante particolare. Se noi costruiamo delle case ai margini dei boschi o se andiamo in montagna, incontrare lupi, orsi, cinghiali, volpi è normale, capita. Quelli sono i loro territori, non sono gli animali, gli invasori. Quello che noi dovremmo fare quando ci rechiamo nei loro luoghi eh, sarebbe quello di farlo con rispetto, in punta di piedi sicuramente non con un fucile. E concludo, presidente, questo antropocentrismo spinto, questo voler a tutti i costi imporsi sulla natura, gestire i suoi equilibri complessi, delicati è un atto pericoloso, è un atto adrogante che sta portando questa terra alla distruzione e che la porterà alla distruzione se non ci fermiamo immediatamente, ma le speranze con questo Governo sono molto poche, quindi è per questo, ma ce ne sarebbero anche altre di cose da dire. Io mi dichiaro assolutamente insoddisfatta della risposta del Governo. Grazie, onorevole Di Lauro. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 13. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 75, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nella legato al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo sulla tragica vicenda del naufragio di un'imbarcazione carica di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, interverranno i rappresentanti dei gruppi per sette minuti ciascuno e delle componenti politiche del gruppo misto per un tempo aggiuntivo in ordine decrescente secondo la rispettiva consistenza numerica. A facoltà di parlare. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente, onorevoli deputati, il Governo ha immediatamente accolto l'invito del Parlamento a riferire in merito al naufragio di un'imbarcazione in legno che trasportava migranti. Avvenuto nelle prime ore del mattino del 26 febbraio scorso nel mare antistante la località Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Voglio, prima di tutto, rinnovare il cordoglio mio personale e di tutto il governo per le vittime di questo ennesimo tragico naufragio e la vicinanza alle loro famiglie e ai loro superstiti. Premesso che il bilancio non è ancora definitivo, gli aggiornamenti giunti dalla prefettura di Crotone portano proprio oggi il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi superstiti 54 sono accolti nel locale centro di accoglienza richiedenti asilo che nel pomeriggio di erno saranno trasferiti nella struttura alberghiera che già ospita i loro parenti e altri 12 sono nel sistema SAI a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale Due minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e tre soggetti presumibilmente gli scafisti sono stati arrestati. In particolare sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenni. Sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore. I sopravvissuti sono afghani, iraniani, pakistani, palestinesi, siriani e somali. Appresa la notizia del naufragio, mi sono immediatamente recato a Cutro per testimoniare a nome del governo il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti, nonché alle amministrazioni locali. Anche in questa sede desido rivolgere una parola di profonda gratitudine alla Calabria che da sempre accoglie con solidarietà e generosità i tanti migranti che sbarcano sulle sue coste e che affronta questa tragedia con compostezza e dignità non comuni. Nell'occasione ho presieduto una riunione in prefettura a Crotone per un primissimo punto di situazione con le forze di polizia, i rappresentanti delle comunità locali e i rappresentanti. Delle attività, I responsabili scusa, delle attività di soccorso, il dispositivo di ricerca e di soccorso in mare, tuttora in funzione, ha interessato i reparti specialistici della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco, secondo uno schema operativo integrato che prevede il dispiegamento di unità navali, aeree e terrestre. Ringrazio anche gli operatori della protezione civile regionale insieme all'arma dei carabinieri e ai tanti volontari del posto. Per la doverosa ricostruzione dei fatti che in quella sede deve avvenire, sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Crotone. Attenderemo pertanto con fiducia e rispetto l'esito degli accertamenti giudiziari. Ho già fornito alcuni elementi sul naufragio nei giorni scorsi, sia in occasione delle audizioni presso le commissioni affari costituzionali di Senato e Camera tenute in occasione dell'esposizione delle linee programmatiche del Ministero dell'Interno e sia nell'analoga audizione svolta davanti al COPASIR. L'informativa odierna, sempre in attesa di quanto emergerà dalle indagini in corso, mi offre l'opportunità di dare risposte alle molte domande che in questi giorni sono state legittimamente rivolte anche dall'opinione pubblica con riferimento a quanto accaduto davanti alla costa crotonese. Ma veniamo ai fatti, come ricostruiti sulla base degli elementi acquisiti dalle autorità italiane competenti, cui si aggiungono le dichiarazioni di alcuni sopravvissuti raccolte in una relazione di Frontex. A tale proposito va precisato che gli elementi acquisiti dai superstiti, pur restando indicativi del quadro generale dell'evento, richiedono ancora ulteriori accertamenti per la messa a fuoco degli aspetti di dettaglio. La traversata, raccontano i sopravvissuti, parti da Cesme, in Turchia, intorno alle ore 3 del 22 febbraio, in condizioni meteorologiche ottimali, condizioni che tuttavia, dopo due o tre giorni, peggiorano. Secondo il loro racconto, a, a bordo dell'imbarcazione erano presenti circa 180 persone, oltre a quattro scafisti, di cui due turchi e due pakistani. Tre ore dopo l'inizio della navigazione, un guasto al motore dell'imbarcazione induce Due scafisti a contattare tramite un cellulare un proprio complice, e dopo altre tre ore di attesa i migranti sono raggiunti da una seconda imbarcazione pilotata da altri tre scafisti. Dopo il trasbordo dei migranti, la navigazione prosegue verso le coste italiane. Sempre sulla base del racconto dei sopravvissuti, la barca giunta in sostituzione aveva due motori MAN entrobordo. <coughs> I migranti notano che gli scafisti dispongono di telefono satellitare e di un apparecchio che sembrava tipo jammer, ovvero in grado di inibire la trasmissione e la ricezione di onde radio. Inoltre, quando l'imbarcazione incrocia davanti alle coste elleniche, gli scafisti sostituiscono la bandiera turca con quella greca, durante la navigazione, sempre stando alla narrazione dei migranti, gli scafisti li costringono a restare sotto coperta, facendoli salire sul ponte solo pochi minuti per prendere aria. Dopo una traversata di quattro giorni, superato l'arcipelago delle isole greche, sempre sulla base delle dichiarazioni, il 25 febbraio, intorno alle ore 18, gli scafisti decidono di fermarsi al largo della Calabria e attendere un momento favorevole per sbarcare ed evitare di essere avvistati da parte delle forze dell'ordine. Dopo alcune ore i migranti, lamentandosi della sosta, inducono gli scafisti a mostrar loro, tramite un GPS, che la loro posizione era ormai vicina alla costa calabrese, con la rassicurazione che avrebbero ripreso la navigazione per arrivare intorno alle ore 1.30 del 26 febbraio. Va tuttavia precisato che, sulla base degli elementi acquisiti, acquisiti dal Ministero della Giustizia, gli scafisti decidono di sbarcare in un luogo ritenuto più sicuro di notte, temendo che nella località preventivata potessero esservi dei controlli. Il piano prevedeva l'arrivo a ridosso della riva sabbiosa, con il successivo sbarco e la fuga sulla terraferma. Sulla base degli elementi acquisiti da Guardia di Finanza e Guardia Costiera, alle ore 23.03 del 25 febbraio, il Centro Situazioni di Varsavia dell'agenzia Frontex comunica all'International Coordination Center di Pratica di Mare e per conoscenza al Centro Coordinamento Italiano dei Soccorsi Marittimi, nonché al Centro Nazionale di Coordinamento, l'avvistamento avvenuto alle 22 e 26 da parte dell'aereo Frontex Eagle One, impegnato in un'attività di sorveglianza nello Ionio, avvistamento di una imbarcazione in buono stato di galleggiabilità con una persona visibile sopra coperta in acque internazionale a circa 40 miglia nautiche dalle coste calabresi. Frontex segnalava che l'unità navigava con rotta 296 a velocità 6 nodi. L'assetto aereo, oltre ad aver captato una chiamata satellitare diretta in Turchia ed evidenziato bocca porti aperti in corrispondenza della prua, segnalava una risposta termica dei sensori di bordo e quindi la possibile presenza di persone sotto coperta. Fatta la segnalazione, l'aereo Frontex faceva rientro alla base per l'esigenza di rifornirsi di carburante. Alle 23.37 la Guardia di Finanza di Vibo Valencia contatta l'autorità marittima di Reggio Calabria, rappresentando che una sua unità navale, come da pianificazione operativa, era già in mare e che vi sarebbe rimasta fino alle ore 6 per attività di polizia sul caso segnalato. In tale contesto, in base alle relazioni acquisite, il quadro della situazione in possesso della Guardia Costiera a quel momento si fondava sui seguenti elementi. Innanzitutto la segnalazione Frontex circa l'imbarcazione non rappresentava una situazione di pericolo. Secondariamente non c'erano state chiamate di soccorso di nessun genere. In terzo luogo, sullo scenario rappresenta un'unità navale della Guardia di Finanza dedicata all'evento che avrebbe potuto fornire ulteriori elementi mediante riscontro diretto e che, qualora fosse stato necessario, avrebbe anche potuto svolgere attività di soccorso quale risorsa concorrente in linea con le previsioni del piano nazionale SAR. Da ultimo, non erano variate le condizioni meteomarine. A mezzanotte circa, l'unità della Guardia di finanza, considerato il tempo stimato in circa sette ore dall'avvistamento da parte dell'aereo Frontex necessario al caicco per raggiungere le acque territoriali, presupposto per l'esercizio delle funzioni di polizia, rientra temporaneamente alla base di Crotone per un rabbocco di carburante. Contemporaneamente, oltre al rifornimento, veniva organizzato un nuovo assetto navale rafforzato con un maggiore dislocamento, in grado di poter meglio affrontare le condizioni del mare. A mezzanotte e mezza del 26 febbraio, al fine di approfondire i dati relativi alla telefonata satellitare a cui ho fatto prima cenno, la centrale di coordinamento operativo del Comando operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Pratica di Mare chiede a Frontex di condividere il numero di utenza satellitare per tracciare il contatto. Frontex, nel comunicare l'utenza, evidenzia che la stessa era riferita ad un dispositivo ricevente situato in Turchia e che quindi non era suscettibile di localizzazione. Tornando al racconto dei sopravvissuti, intorno all'1.30 del 26 febbraio, nonostante il peggioramento delle condizioni del mare, gli scafisti decidono di riprendere la navigazione. Alle 2.20 circa, da quanto risulta dai rapporti acquisiti, Due assetti navali della Guardia di Finanza, la motovedetta rientrata per rifornimento insieme ad altre unità navali di più ampia dimensione, riprendono la navigazione alla ricerca dell'imbarcazione. Tuttavia, alle 3.30 circa, le due unità navali della Guardia di Finanza sono costrette a rientrare in porto a causa delle pessime condizioni meteomarine in atto. Alle 3.48 la Guardia di Finanza informa l'autorità marittima di Reggio Calabria del suo rientro confermando il quadro conoscitivo sopra tratteggiato, che non conteneva ulteriori elementi né riguardo alla posizione né riguardo alle eventuali criticità relative all'imbarcazione. Alle 3.50 la stessa sala operativa della Guardia di Finanza di Vibo Valencia, mediante la postazione della propria rete radar costiera, acquisisce per la prima volta un target, verosimilmente eh, l'imbarcazione riconducibile a quella segnalata da Frontex. Alle 3.55 la sala operativa del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valencia contatta le sale operative del Corpo dei Comandi provinciali di Catanzaro e di Crotone, non quelle, nonché quelle della Polizia di Stato e dei Carabinieri di Crotone e Catanzaro, alle quali chiede l'invio di pattuglie nella zona di interesse, specificando altresì che le unità navali della Guardia di Finanza non avevano stabilito alcun contatto con il natante e che... A causa delle avverse condizioni del mare, quest'ultimo non poteva essere raggiunto, motivo per cui le loro unità navali erano state costrette a rientrare. Pochi minuti dopo, sull'utenza di emergenza 112, giunge una richiesta di soccorso telefonico da un numero internazionale che veniva geolocalizzato dall'operatore della centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone e comunicato con le coordinate geografiche alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Crotone. E' questo è il momento preciso in cui per la prima volta si inconcretizza l'esigenza di soccorso per le autorità italiane. Alle 4.19 la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone invia nella località geolocalizzata, Fosce Tacina di Steccato di Cutro, la pattuglia del nucleo radomobili della compagnia di Crotone. Alle 4.30 circa, tramite il numero di emergenza 15:30, la capitaneria di porto riceve una segnalazione circa la presenza di una barca a 40 metri dalla foce del fiume Tacina. Poco minuti dopo, il segnalante richiamava specificando che l'imbarcazione si trovava a 50 metri dalla riva, che si stava muovendo in direzione della spiaggia e che erano a bordo presenti delle persone. Veniva pertanto informato il centro secondario del soccorso marittimo di Reggio Calabria che disponeva l'invio. Di una moto con l'imbarco di un team sanitario e di pattuglie via terra, chiedendo altresì l'intervento dei vigili del fuoco del 118 e della Questura di Crotone per l'attivazione dei soccorsi a terra. Nel contempo, in località Steccato di Cutro convergevano militari dei Carabinieri, personale della locale Questura e di altre forze di polizia, nonché sanitari, personale dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. Sul posto intervengono per primi i carabinieri che, nell'immediato, traggono in salvo un uomo ed un bambino, quest'ultimo purtroppo deceduto poco dopo, bloccando peraltro subito uno degli scafisti. Davanti agli occhi dei soccorritori i corpi di tante vittime innocenti, bambini, donne e uomini, riversi sulla battigia, i naufraghi e quel che rimaneva di un'imbarcazione incagliata a circa 40 metri dalla spiaggia. Tornando ai momenti immediatamente precedenti al naufragio e quindi ai racconti dei sopravvissuti, la navigazione era proseguita fino alle ore cinque e trenta, allora quando, a circa duecento metri dalla costa, erano stati avvistati dalla barca dei lampeggianti provenienti dalla spiaggia e a quel punto gli scafisti, temendo la presenza delle forze dell'ordine lungo la costa, effettuano una brusca virata nel tentativo di cambiare direzione per allontanarsi da quel tratto di mare. In quel frangente la barca, trovandosi molto vicina alla costa ed in mezzo ad onde alte, urta con ogni probabilità il basso fondale, cioè trova una secca, e per effetto della rettura della parte inferiore dello scafo comincia ad imbarcare acqua. Sempre sulla base delle dichiarazioni dei superstiti, a quel punto due degli scafisti si buttano in acqua, mentre un terzo viene fermato dai migranti per impedirgli di lasciarli soli sulla barca incagliata. Molti altri migranti, nel frattempo, salgono sul ponte in cerca di aiuto e lo scafista, rimasto a bordo, approfittando del momento di caos, riesce ad abbandonare la barca su un gommone di piccole dimensioni e a far risalire poi gli altri due scafisti per dirigersi verso la costa. In quel preciso momento, una forte onda capovolge la barca di legno e tutti i migranti cadono in mare mentre la barca viene distrutta. Fin qui la ricostruzione di questo tragico naufragio, che ha posto al centro del dibattito anche mediatico la questione delle competenze rispetto agli interventi in mare, per rendere comprensibile il quadro normativo, a costo di una qualche semplificazione, è preciso che gli interventi operativi in mare sono riconducibili a due missioni statali quella di law enforcement e quella di ricerca e soccorso cosiddetta SAR. Devo subito evidenziare, tuttavia, che, sebbene si tratti di due funzioni statali qualitativamente diverse, è tutt'altro che infrequente che un determinato evento in un'ipotesi nato come di law enforcement si evolva successivamente in un evento SAR, come pure può verificarsi l'inverso, dato che in mare il quadro situazionale si modifica repentinamente e talvolta in modo profondo è considerato soprattutto che anche nelle attività di contrasto dei reati, quali immigrazione illegale, traffico di esseri umani, contrabbando, traffico di armi o droghe e di reati ambientali può in concreto porsi un problema di tutela dell'incolumità della vita umana in mare ed è proprio per questo che gli assetti navali di polizia sono attrezzati anche per operazioni di soccorso. Del resto questo assetto replica un modello ordinamentale che, ai sensi della legislazione vigente, vede le forze di polizia chiamate a prestare soccorso in qualsiasi contesto operino anche quali strutture operative del servizio di protezione civile nazionale. Voglio dire che l'esigenza di tutela della vita ha sempre la priorità, quale che sia l'iniziale natura dell'intervento operativo in mare. In altre parole, le attività di law enforcement che fanno capo al Ministero dell'Interno e quelle di soccorso in mare che competono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esigono la cooperazione e la sinergia di tutte le e la sinergia tutte le volte che i contesti operativi concreti lo richiedono in primis quando si tratta di salvaguardare l'incolumità delle persone in mare Non esistono non è, possono esistere barriere tra corpi dello Stato che operano in un campo quello degli interventi in mare che si fonda sulla cooperazione e sul coordinamento proprio perché il conseguimento dei risultati in quel contesto più ancora che in altri non può che avvenire con il concorso e il contributo di tutti gli attori coinvolti, come peraltro il diritto interno e quello internazionale ci impongono. Le attività di contrasto all'immigrazione irregolare sono sempre pronte a coniugarsi con le Attività di ricerca e soccorso in mare, proprio in ragione, lo voglio ribadire, del superiore interesse della tutela della vita umana. Tra l'altro è anche per questa ragione che esistono i centri di coordinamento che operano e si interfacciano 24 ore su 24 e 7 giorni su, su 7 in composizione prevalentemente interforze e disponendo di apparati tecnologici adeguati alle finalità. Si tratta di un impegno costante, faticoso e rischioso di tante donne e uomini dello Stato, che sarebbe ingeneroso, anzi consentitemi, offensivo svalutare o disconoscere. E a questo proposito evidenzio che il quadro normativo nazionale, peraltro sottoposto a vincoli di natura internazionale con specifico riguardo alla materia dei soccorsi in mare, non è assolutamente stato modificato dall'attuale Governo. Peraltro le modalità tecnico-operative dei salvataggi non possono essere in alcun modo sottoposte a condizionamenti di natura politica o a interventi esterni alla catena di comando. Dunque, sostenere che i soccorsi sarebbero stati condizionati o addirittura impediti dal governo costituisce una grave falsità che offende soprattutto l'onore e la professionalità dei nostri operatori impegnati. Operatori impegnati quotidianamente in mare in scenari particolarmente difficili. Inoltre, permettetemi di precisare che trovo incomprensibile aver messo in connessione il decreto, cosiddetto decreto NG con il naufragio di Cutro, perché, in primo luogo, né nello Ionio né lungo la cosiddetta Rocca Turca hanno mai operato navi di organizzazioni non governative. E poi anche perché le regole introdotte con il citato provvedimento partono dal presupposto che prima di tutto devono essere sempre assicurati il soccorso e l'assistenza dei migranti a tutela della loro incolumità. Per capire come in concreto si raccordino tra loro le competenze dei vari soggetti istituzionali coinvolti e se alla luce delle procedure esistenti vi siano stati degli errori, è essenziale chiarire che l'attivazione dell'intero sistema di search and rescue non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Solo ed esclusivamente se c'è tale segnalazione si attiva il dispositivo SAR. Laddove invece non venga segnalato un distress, l'evento operativo è gestito con un, come un intervento di polizia, anche in ragione di quanto prima osservato circa la capacità di soccorso delle nostre unità navali. Ed è esattamente quello che è avvenuto nel caso in questione. Nell'evento il primo dato certo è che l'assetto aereo Frontex, che per prima ha individuato l'imbarcazione alle ore 22 e 26 del 25 febbraio, ripeto, a 40 miglia nautiche dall'Italia, non ha rilevato e quindi non ha segnalato una situazione di distress a bordo limitandosi ad evidenziare la presenza di una persona sopra coperta, di possibili altre persone sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Frontex annotava altresì che l'imbarcazione procedeva a velocità regolare, sei nodi l'ora, e non appariva sovraccarica e non sbandava. Peraltro, nessuna segnalazione di allarme o richiesta di aiuto proveniva dall'imbarcazione in questione. È utile precisare che l'assetto aeronavale Frontex che ha rilevato l'imbarcazione stava operando nel quadro della missione Temis in un'area della cosiddetta rotta orientale, rispetto alla quale il ministero dell'Interno aveva formalmente richiesto già nel 2021, a Frontex, il potenziamento del dispositivo di sorveglianza, poi avvenuto grazie al dispiegamento di un ulteriore mezzo aereo. L'assetto Frontex, poiché l'evento rilevato alle 22 e 26 del 25 febbraio non aveva né lasciava supporre una condizione di distress, lo segnalava correttamente alle autorità, all autorità italiane di law enforcement, e per conoscenza anche a quello di soccorso marittimo, nonché al proprio quartier generale, come previsto dalle procedure esistenti, affinché le autorità nazionali competenti gestissero l'evento con strumenti appropriati per tale tipo di operazioni in base al proprio ordinamento. Aggiungo che Frontex, oltre a fornire alle autorità nazionali un early warning cioè una notifica precoce di quanto constatato, effettua un monitoraggio dell'imbarcazione sospetta rilevata, interrotto nel nostro caso unicamente perché l'aereo era corto di carburante e quindi doveva ritornare alla base. Per quanto riguarda i nostri assetti navali operativi in mare, sui quali in questi giorni circolano le illazioni più disparate, fermo restando ovviamente il doveroso accertamento lo ripeto ancora una volta da parte dell'autorità giudiziaria, trovo ingiusto non riconoscere i risultati ottenuti dalle nostre strutture responsabili degli interventi operativi, proprio in termini di salvataggio di vite in mare. Aggiungo altresì che i fatti di Cutro si inseriscono nel fenomeno dei cosiddetti sbarchi autonomi, ovvero di quelle imbarcazioni spesso di minime dimensioni che giungono sulle nostre coste senza essere intercettate, e che non rappresentano un'evenienza rara, in quanto riconducibile a una precisa strategia degli scafisti di elusione dei controlli alle frontiere marittime. Tornando ai risultati conseguiti dai nostri apparati statali impegnati in operazioni in mare, Limitandomi al periodo più recente, quello del nostro governo, dal 22 ottobre 22 al 27 febbraio 2023, le nostre autorità hanno gestito 407 eventi SAR mettendo in salvo 24.601 persone. Ed è soprattutto importante sottolineare che nello stesso periodo, nel corso di 300 operazioni di polizia per il contrasto dell'immigrazione illegale, la sola Guardia di Finanza ha tratto in salvo 11.888 persone, per un totale tra SAR e Law Enforcement di 36.489 persone salvate. Dunque, dati alla mano e del tutto infondato che le missioni missioni di law enforcement non siano in grado di effettuare anche salvataggi. Allo stesso tempo non possiamo non ricordare la lunga e terribile serie di naufragi che continuano a verificarsi nel Mediterraneo. Solo nel 2016, anni in cui era ancora operante l'operazione umanitaria Mare Nostrum, che voglio ricordarla, era avviata all'indomani del naufragio di Lampedusa dell'ottobre 2013, che aveva causato 368 morti, dispiegando un possente L'operazione Mare Nostrum dispiegò un possente dispositivo aeronavale e la, con la presenza delle navi ONG, le vittime del canale di Sicilia furono 4.574, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale dell'emigrazione. Nel 2022, in base alla medesima fonte, le vittime sono state 1.377, quindi con un'operazione che prevedeva un possente dispositivo aeronavale e la presenza di navi ONG. Con il solo intento di riportare alla memoria il ricordo delle troppe vittime del nostro male dal 1997 ad oggi, da più parti in questi giorni sono stati richiamati i tragici naufragi della Cateri Rades nel canale Drotantro il 28 marzo 1997 con 81 migranti morti, quello del 3 ottobre 2013 a Lampedusa che costò la morte di 368 persone, quello dell'11 febbraio 2015 nel canale di Sicilia che costò la perdita di 330 vite umane, con la stessa finalità voglio ricordare tanti altri naufragi avvenuti nello stesso periodo, 49 solo tra quelli principali segnalati dalle capitanerie di Porto. Di questi permettetemi di fornire un elenco di quelli che mi hanno maggiormente toccato per le modalità il portato di sofferenza e di dolore che ancora restituiscono. Il 12 maggio 2008 un barcone con 66 migranti va alla deriva per giorni. A bordo 47 persone muoiono di freddo e stenti e sono gettate in mare dai compagni. Altre tre sono ritrovate morte. Il 10 luglio 2012, nel tratto di mare tra la Libia e Lampedusa, si sgonfia un comune e muoiono 54 persone. Il 1 luglio 2014, a bordo di un peschereccio stipato di oltre 600 persone, 45 persone muoiono asfissiate. Il 19 luglio 2014, 30 migranti, chiusi nella stiva di un barcone, muoiono asfissiati dall'esalazione del motore. Il 22 agosto 2014, davanti alle coste libiche, l'affondamento di un'imbarcazione produce oltre 200 morti molti dei quali recuperati dalla spiaggia. Il 18 aprile 2015, al largo delle coste libiche, il naufragio di una tante carico di migranti porta le vittime ad un numero imprecisato tra le 700 e le 1000 persone. Il 5 maggio 2015, nella stessa nella ressa alla vista dei soccorritori Muoiono in 40, alcuni a bordo, altri per annegamento. Per venire a tempi più vicini a noi, il 19 agosto 2020, proprio nella fase di massima contrazione degli arrivi per effetto della pandemia, al largo della Ribbia perdono la vita 45 persone, il 12 novembre 2020 almeno 74 migranti annegano. Nello stesso tratto di mare per il naufragio di un'imbarcazione che trasportava 120 persone il 21 aprile 2021 ha un barcone carico di 130 migranti e 8 sono ritrovati. Potrei continuare a lungo questa tragica elencazione, ma credo basti a dare l'idea. Credo basti a dare l'idea della drammaticità delle conseguenze delle partenze illegali. Proprio per, proprio per interrompere questa tragica sequenza sul presupposto che la causa principale, immediata e diretta delle morti in mare sia costituita dalle reti criminali detite al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e che la causa profonda risieda nei persistenti e crescenti squilibri tra nord e sud del mondo, questo governo ha finalmente riportato il tema migratorio al centro dell'agenda politica.

Sul piano europeo e con i paesi di transito e di partenza dei flussi. È in tale direzione che, insieme al Presidente Meloni e al Ministro Tajani, stiamo sviluppando un'intensa attività congiunta di collaborazione con Turchia, Tunisia, Libia, sui principali dossier di interesse comune, tra i quali la cooperazione di polizia e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e l'immigrazione irregolare. Abbiamo condiviso la necessità di un approccio concreto e pragmatico al fenomeno migratorio, che superando un'ottica esclusivamente securitaria, contribuisca a rimuovere le criticità anche di natura sociale ed economica. Ho già in programma ulteriori missioni in Egitto e Costa d'Avorio finalizzate ai medesimi obiettivi nelle prossime settimane. Voglio evidenziare, in tale contesto, il recente incontro col mio omologo francese, dal quale ho raccolto una forte volontà di lavorare con l'Italia su dossier di comune interesse, tra i quali la realizzazione di missioni congiunte in paesi di fondamentale importanza come la Tunisia e la Libia. A livello europeo, grazie all'efficace azione del nostro Presidente del Consiglio, intravediamo i primi significativi cambiamenti di prospettiva. In tal senso, le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo del 9 febbraio rappresentano un cambio di paradigma, atteso che, la per la prima volta, si riconosce che la questione migratoria è una sfida europea che richiede una risposta europea. Prendiamo atto di questi sviluppi incoraggianti, ma nei prossimi appuntamenti europei lavoreremo perché tali affermazioni di principio si traducano in politiche unionali coerenti, con misure concrete ed impegni vincolanti per gli stati membri. Nel recente incontro dei paesi del cosiddetto Med Tenutosi a Malta il 3 e 4 marzo scorso con i miei colleghi di Spagna, Grecia, Cipro e Malta abbiamo convenuto nella dichiarazione congiunta adottata al termine del vertice tra l'altro che il nostro comune impegno è quello di intensificare gli sforzi per prevenire la migrazione irregolare al fine di evitare la perdita di vite umane in mare nonché lo sfruttamento dei migranti da parte dei trafficanti. Sul piano nazionale abbiamo rafforzato i canali legali di ingresso dei migranti e intendiamo ulteriormente valorizzare strumenti importanti, quali l'introduzione a livello nazionale di quote privilegiate di ingresso nel decreto flussi, a beneficio dei paesi più collaborativi nella lotta all'immigrazione illegale e nell'attuazione dei rimpatri. Con questo Governo ha programmato circa 83.000 ingressi regolari per motivi di lavoro a sole due mesi dall'insediamento. I precedenti decreti flussi avevano ammesso nel 2021 69.700 ingressi e nel 2020 30.850. Sono questi dati incontrovertibili che testimoniano l'impegno del Governo per favorire l'immigrazione regolare in modo da renderla proficua sia per i migranti sia per il sistema produttivo nazionale e la società italiana. Abbiamo intenzione di proseguire in questa direzione, rafforzando degli strumenti e semplificando gli aspetti procedurali. Sul versante umanitario continueremo e potenzieremo anche le iniziative in atto relative ai corridoi di ingresso umanitario, all'evacuazione umanitaria e ai programmi di reinsediamento, che hanno sempre visto l'Italia in prima fila nella tutela delle persone vulnerabili. Il governo, sin dal suo insediamento, ha intensificato i corridoi migratori legali. Portando in Italia 617 persone, un numero mai registrato in un così breve lasso di tempo. Nella stessa direzione, il nostro Paese si è impegnato, tra l'altro, ad accogliere, in accordo con la Commissione europea, 1.481 persone entro il primo semestre del 2023. In particolare, sono 981 afghani da Iran e Pakistan e 500 persone dalla Libia. Nell'ambito delle a missioni umanitarie, ulteriore impegno programmato sempre per il 2023 è quello di accogliere altre 850 persone. E vengo alle conclusioni. Quello di Cutro è una tragedia che ci addolora profondamente, anche sul piano personale e la dinamica dei fatti conferma la sua dipendenza diretta dalla gestione criminale di trafficanti senza scrupoli che non esitano a sacrificare la vita altrui per biechi profitti personali. Come il racconto dei sopravvissuti ha chiaramente messo in evidenza. E voglio ricordarlo, gli scafisti hanno tenuto nascosti i migranti sotto coperta per tutta la, la traversata in condizioni disumane, hanno utilizzato con ogni probabilità un dispositivo in grado di inibire la trasmissione alla ricezione di onde radio. Hanno scelto di sostare molte ore davanti alle coste calabresi per sbarcare di notte ed evitare di essere intercettati dalle forze dell'ordine, hanno cercato di sbarcare in un luogo isolato anziché in un porto dove i migranti avrebbero potuto ricevere soccorso, sentendosi minacciati, hanno compiuto una virata azzardata che ha determinato il naufragio. Alla gravità di questa condotta criminale facevo riferimento quando con commozione, sdegno e rabbia negli occhi l'immagine straziante di tutte quelle vittime innocenti ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti, in nessun modo volendo colpevolizzare le vittime. E mi dispiace profondamente che il senso delle mie parole sia stato diversamente interpretato. La La sensibilità e i principi di umana solidarietà che hanno ispirato la mia vita personale sono stati il faro negli oltre trent'anni al servizio delle istituzioni e dei cittadini, di ogni mia azione e decisione. Sono questi i valori che mi hanno guidato quando mi sono dovuto confrontare con l'accoglienza e l'integrazione di persone vulnerabili, con la salvaguardia di posti di lavoro, con il sostegno a persone in difficoltà e il soccorso in occasioni di calamità. Penso che su una cosa siamo tutti d'accordo e dobbiamo essere tutti d'accordo se vogliamo evitare che chi scappa da guerre Persecuzioni e povertà affida la sua vita a trafficanti di esseri umani, dobbiamo scardinare il business dell'immigrazione illegale attraverso politiche sempre più efficaci di contrasto in qualsiasi direzione necessaria. In questo senso, combattere gli scafisti e i loro fiancheggiatori è indispensabile e non possiamo rassegnarci e non lo faremo all'idea che i flussi migratori siano gestiti da criminali senza scrupoli né all'accettazione passiva di una, di una migrazione senza regole, principale causa delle tragedie in mare. Grazie. Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. A facoltà di parlare il deputato Tommaso Foti. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, Penso senza dubbio che questa non sia una seduta facile, perché le immagini che abbiamo davanti, ancora oggi, nonostante siano passati alcuni giorni, sono immagini di morte, di sofferenza, di tragedia. E quindi quest'Aula, al di là degli schieramenti politici, non può non avere un unanime senso di dolore e a volte anche di impotenza rispetto a questi fatti. Così come penso di poter dire che, al di là degli applausi che ci sono stati o meno, mi spiace che non ci siano stati, almeno su quei due passaggi, ma il rilievo che faceva prima lei, signor Ministro, rispetto all'intervento fatto dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera in questi mesi, non era un intervento che dimostrava come fosse bravo questo governo dimostrava come esisteva lo Stato, che è un concetto diverso. Applausi Bene, quando noi sappiamo lei è andato a Cutro, non c'è andato come qualcuno poi oggi dice perché il Governo fra tre giorni andrà a fare passerella, lei è andato da uomo di Governo con una responsabilità, dello Stato per rappresentare sul posto ed immediatamente una presenza anche fisica rispetto a una situazione nella quale non poteva ovviamente risolvere lei una situazione che peraltro andava ed era già andata a deteriorarsi, ma è quella presenza che è stata apprezzata in prima battuta dal Sindaco di Cutro e dovremmo chiederci perché dopo due giorni invece quella stessa presenza è stata non apprezzata. Per quale ragione? Ecco, io vede, non penso che il governo potesse fare di più e di meglio, ma soprattutto ciò che ritengo debba, e lei lo ha fatto molto bene, sgombrare il campo da ogni possibile illazione, è che in queste vicende, quando si tratta di intervenire, quando si tratta di come intervenire, quando si tratta di perché intervenire, beh vi sia un potere politico che va a condizionare funzionari dello Stato che sanno perfettamente fare il loro dovere e che sbagliano, sbagliano in buona fede ma non sicuramente per dolo perché dobbiamo anche, io penso, avere rispetto rispetto per coloro i quali rivestendo altri ruoli che sono, non sono i ruoli politici, ovviamente non sono il ruolo del Ministro, ma coloro i quali hanno nella sua serie di passaggi elencata puntualmente hanno avuto un ruolo. Beh, noi possiamo pensare che queste persone che hanno avuto un ruolo l'abbiano avuto così, condizionate da un potere politico o per non far arrivare quella barca laddove quella barca aveva deciso di arrivare, anche cambiando, come Lei ha detto, il punto di arrivo rispetto a quello previsto. Certo, diciamolo onestamente, il problema delle partenze non è un problema di oggi. Lei ha fatto un lungo elenco. Io penso che nell'elenco, lungo elenco, che Lei ha fatto di vicende che riguardano i morti in mare. Vi è la impotenza da una parte, dobbiamo riconoscerla, di affrontare un meccanismo che è passato attraverso tutti i governi. Io non faccio la classifica, come ha fatto anche qualche talk show, quanti ce ne sono con un governo, quanto con un altro. Guardate, un morto o mille morti, la coscienza, uno non ce l'ha o ce l'ha sempre. Non è un problema di numeri. E allora? E allora... A fronte di questo, signor Ministro, l'azione che va necessariamente messa in agenda, lei l'ha sottolineata molto bene. Primo, l'abbiamo detto tante volte anche qui dentro, ma abbiamo bisogno di, di passare da quella che è una nostra convinzione a quella che deve diventare una convinzione comune. Il problema dell'immigrazione non è un problema dell'Italia. È un problema europeo. Noi non possiamo pensare di essere lasciati soli dall'Europa in questo momento e con questi... Vabbè, comprendo che c'è qualcuno che vuole essere lasciato solo dall'Europa e preferisce evidentemente altri scenari. E allo stesso tempo, riguardo agli scafisti... Beh, io penso che non basti definirli trafficanti di esseri umani. Bisogna applicare fino in fondo le norme per i trafficanti di essere umani, perché non ci vuole alcuna indulgenza o alcuna forma di eh, comprensione rispetto a persone che speculano economicamente sulle altrui vite, persone che non hanno timore di mettere a repentaglio le vita delle persone, ma soprattutto un'associazione per delinquere che come tale si sta comportando ormai in modo direi sedimentato ogni volta che andiamo a verificare queste situazioni. Quindi signor Ministro, il gruppo di Fratelli d'Italia la ringrazia per il dettagliato esame di quella che è stata Direi una notte drammatica, una notte drammatica che rimane comunque nei suoi esiti finali un dramma. Vorremmo potere dopo dieci anni in cui vi sono stati oltre 25.000 morti in mare dire speriamo, ci auguriamo che questa sia stata l'ultima tragedia del mare. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Provenzano, ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Signor Ministro, ci aspettavamo da lei delle scuse oggi, ma è troppo tardi. Tutto quello che doveva dire e soprattutto tutto quello che non doveva dire l'ha già detto. Terrete un CDM acutro nei prossimi giorni, anche qui, troppo tardi. Perché arriva dopo il gesto potente e riparatore del presidente Mattarella, in silenzio di fronte a quelle bare, a rappresentare il volto dello Stato, quello Stato che la notte tra il 25 e il 26 febbraio, a steccato di cutro, si era invece voltato dall'altra parte. È troppo tardi perché il Governo. A Crotone c'era stato e c'era stato lei offrendo all'Italia e al mondo la sua versione dei fatti, l'accusa alle vittime e ai superstiti che in quest'Aula oggi ha ribadito. C'è un'inversione logica nella sua ricostruzione. Quei viaggi della speranza esistono non perché ci sono gli scafisti, ma al contrario gli scafisti esistono perché se mancano corridoi umanitari e i decreti flussi con le vicende di cui parliamo oggi non c'entrano nulla. Se... Se mancano le alternative legali... Le uniche vie di fuga dall'inferno di guerre, dittature, discriminazioni, torture, miseria, fame, sete sono proprio quei viaggi della disperazione. E c'è qui l'inversione morale delle sue parole, Ministro. Lei ha detto che la disperazione non può mai giustificare i viaggi che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Insomma, la colpa è dei padri e delle madri che ne hanno persi. La colpa è di chi parte. La colpa è di chi muore. Quelle frasi, ministro, hanno suscitato l'indignazione dei giusti, dei giusti di ogni colore politico e hanno macchiato d'infamia l'istituzione che rappresenta, anche solo per questo. Con la nostra segretaria le abbiamo chiesto di rassegnare le due dimissioni di fronte al Paese, perché l'Italia, Ministro, non le somiglia, non vi somiglia. L'Italia piange con dolore e con vergogna a quei morti. L'Italia sono gli studenti e gli insegnanti con la fascia bianca in segno di lutto, sono i cittadini di Cutro, i calabresi che hanno fatto spazio nelle tombe di famiglia e morti in mare. L'Italia è Vincenzo Luciano, uno dei pescatori che non si dà pace per non aver potuto salvare uno dei bambini annegati. E l'ultima... Una bambina di tre anni che il mare ha restituito stamattina dopo nove giorni rendendola irriconoscibile perché alla fine l'unica cosa che contava era questa. Quelle vite si potevano salvare, non lo diciamo noi, lo ha detto il, il comandante della capitaneria di Porto di Crotone. Il governo deve essere indagato per strage colposa, non lo diciamo noi. Lo disse Giorgia Meloni il 19 aprile del 2015, all'indomani di un tragico naufragio nel Canale di Sicilia. Ma allora avvenne a 200 chilometri da Lampedusa, stavolta a 200 metri dalle nostre rive. Lei e la Presidente Meloni avete detto che quello di Frontex non era un allarme. E' questo l'insulto alla storia, alla professionalità della nostra guardia costiera che nel 2017 spiegava al mondo che ogni barca sovraffollata è un caso sar e una possibile situazione di pericolo. Il rilevatore termico non lasciava dubbi, la barca era sovraffollata e l'allerta meteo configurava di per sé una situazione di pericolo e del resto se non fosse stata tale la Guardia di Finanza non sarebbe uscita di notte per due volte e soprattutto non sarebbe ritornata. Ma se non ce la facevano le barche della Guardia di Finanza, come ce la poteva fare una barca di legno, ministro? E chi ha impedito in quel momento? che l'operazione di polizia evolvesse in un'operazione di soccorso. Lei non ha spiegato qual è la catena di comando e in questo modo scaricando le responsabilità operative su Guardia di Finanza e Guardia Costiera, ma c'è una domanda precisa a cui lei deve dare una risposta, ministro, e non sarà sul suo cellulare la risposta e la domanda è chi ha deciso? Nel corso di quelle sei ore di buco che dovesse essere e soprattutto dovesse rimanere un'operazione di polizia sotto la Guardia di Finanza, priva dei mezzi per salvare vite in quelle condizioni del mare, e non un'operazione di soccorso, di cercher rescue, guidata dalla Guardia Costiera, che quei mezzi invece li avrebbe avuti. E a ben vedere, Ministro. Il nodo è tutto qui. La priorità assoluta alle operazioni di polizia su quelle di soccorso non è frutto di circostanze sciagurate è una scelta politica è l'intera vostra politica cosa è cambiato dal 2017 quando la nostra guardia costiera era candidata al Nobel per la pace che nel 2018 siete arrivati voi lei e il ministro Salvini, di cui era capo di gabinetto, non a caso protagonisti oggi di questa triste cronaca, è la criminalizzazione dei salvataggi, il filo che lega le vostre norme, le vostre regole, le vostre circolari, è esattamente quello che avete fatto con i decreti sicurezza che ora volete reintrodurre, con l'inutile crudeltà del decreto contro i salvataggi in mare che porta la sua firma, contro quelle ONG che dopo la strage di Cutro, è ancora più evidente, provano a supplire alle carenze delle istituzioni. I superstiti del naufragio sono ora indagati per immigrazione clandestina. È la prassi. No. È la vergogna della Bossifini, la madre di tutti gli errori e gli orrori. E vi chiediamo, ministro, di salvaguardare almeno la dignità di quelle persone ora nel cara di Crotone, dove la solidarietà popolare non può entrare e il rispetto della dignità è tutto in capo a voi. Nel vuoto politico, nell'aridità morale di questi vostri pensieri e delle vostre azioni, opere o omissioni non vi resta che attaccare l'Europa e chiudo presidente su questo. Siamo i primi a richiamare l'Europa alle sue responsabilità. L'Europa deve dare risposte ma voi dovete fare le domande giuste non quelle sbagliate, con gli alleati sbagliati vi unite a chi vuole costruire muri in Europa e prima o poi qualcuno vi spiegherà che l'Italia è una penisola e chiedete agli altri di unirsi a voi nella guerra a chi vuole salvare vite in mare con l'unico effetto di aver provocato una crisi diplomatica con Francia e Germania ma con chi la volete costruire una gestione solidale del fenomeno con i vostri amici di Visegrad quelli che hanno bloccato il patto per le immigrazioni proposto dalla Commissione occorre avere coscienza del ruolo e della funzione dell'Italia per chiedere davvero quello che oggi servirebbe e che interesse nostro, una Mare Nostrum europea, una missione istituzionale di salvataggio per fermare la strage di innocenti e soprattutto la riforma del sistema di Dublino che avete Concluda. sempre disertato e cui vi siete sempre opposti. Le confesso, signor Ministro, che qui non si tratta più di lei. Certo, lei è diventato motivo di imbarazzo per larga parte della sua maggioranza per la stessa premier, ma la sua improntitudine di ieri, di oggi e di domani non serva a coprire responsabilità ben più alte di chi dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, che ora sembra Matteo Salvini, ma che invece è Giorgia Meloni e oggi Concluda. qui al suo posto doveva esserci lei e anche di questo le chiederemo conto. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Molinari, ne ha facoltà. Grazie presidente. Eh, Ministro Piantedosi, non risponderò alla requisitoria del collega Provenzano perché ci ho già pensato lei a spiegare esattamente. Come sono andate le cose quella notte, e il gruppo della Lega le rinnova la piena stima, la piena solidarietà per gli attacchi che ha ricevuto e la piena fiducia per il suo operato. Applausi Lei non ha fatto altro che eh, spiegare nel dettaglio quello che già era facilmente comprensibile dai resoconti ufficiali di quello che è successo quella notte perché le versioni date da subito da Frontex, dalla Guardia di Finanza, dalla Capitaniera di Porto, dalla Guardia Costiera, da tutte le istituzioni e i ministeri coinvolti ci dicevano una cosa molto chiara, che quella tragedia è avvenuta perché non c'è stata la richiesta di soccorso e che quella, quella tragedia è avvenuta perché non ci si era resi conto, non era partito l'allarme da parte di Frontex sulle condizioni della nave e sulle condizioni meteorologiche. E quindi basterebbe questo, in teoria, per rispondere a quanto accaduto. E basterebbe questo per capire che quella, quello che è accaduto la settimana scorsa, se non ci fosse stata la tragedia del clima in tempesta e della secca, sarebbe stato semplicemente l'ennesimo sbarco fantasma di un barchino, come ce ne sono purtroppo centinaia ogni anno sulle nostre coste. E lei ha fatto anche bene a puntualizzare che la distinzione su cui si sta speculando da giorni tra intervento SAR e intervento di law enforcement è una distinzione formale, ma nella sostanza gli uomini e le donne della Guardia di Finanza, con la loro attività in mare, salvano ogni anno decine di migliaia di immigrati in pericolo. E quindi sostenere che l'intervento della Guardia di Finanza non fosse finalizzato al salvataggio e che avrebbe in qualche modo nascosto un retropensiero volto a favorire forse la tragedia, beh, è un ragionamento che mi vergogno a commentare perché si commenta da solo. E inoltre lei ha fatto bene anche a ribadire quello che in uno Stato di diritto dovrebbe essere ovvio. Abbiamo sentito tanti sermoni sullo Stato di diritto e giustamente spesso quando si parla di Europa, visto che prima si citava Visegrad, si parla proprio del rule of law, dello Stato di diritto, dei problemi delle democrazie compiute. Ecco, lei ha ribadito una cosa ovvia in uno Stato di diritto, che in uno Stato di diritto un funzionario di Stato, un uomo in divisa, davanti alla possibile, al possibile pericolo di morte di un'altra persona... Non può essere inibito da nessun ordine all'intervenire, non c'è l'ordine del politico, non c'è l'ordine del ministero, non c'è l'ordine del superiore gerarchico. Di fronte al rischio di vita in uno Stato di diritto, un uomo dello Stato interviene. E anche qui c'è qualcuno che invece vorrebbe isuare il dubbio, quasi a dire che questo governo abbia cambiato il clima in cui operano le nostre forze dell'ordine e abbia cambiato forse le circolari, le normative sui salvataggi. Beh, eh, vi diamo una notizia, dal 1 novembre di quest'anno le normative sugli interventi in mare non sono assolutamente cambiate, ce ne sono stati ben 450 di interventi di salvataggio nelle acque del nostro mare con questo governo in carica. L'altra cosa a cui ci si appella. È il fatto di aver modificato la legge sulle ONG. Eh, giustamente lei ha spiegato che questo non c'entra nulla. È una valutazione priva di pregio. Uno, perché non c'erano navi ONG in quel tratto di mare quella notte. E due, perché in quel tratto di mare le ONG non lavorano da tempo. Ma c'è un altro elemento ulteriore, e l'abbiamo già ribadito quando abbiamo esposto i contenuti di quella norma. Ma quel decreto non impedisce a nessuno di salvare vite in mare. Quel, quel decreto serve a permettere alle ONG di intervenire in sicurezza per sé e per chi viene salvato in mare. Serve a dare delle regole, serve a far sì che quei salvataggi siano concordati con le autorità italiane. E quindi anche questo voler associare questa tragedia al campo di questa normativa è una falsità, è una forzatura. Lei ha poi elencato tante delle tragedie in mare che sono accadute che non voglio ricordare che dimostrano una cosa, purtroppo, che le tragedie possono capitare, possono capitare anche quando governano gli altri. Le tragedie purtroppo capitano anche quando ci sono governi di centrosinistra, ma nessuno da qua si è alzato a chiedere le dimissioni di un primo ministro o di altri quando queste tragedie sono avvenute. Davanti a quella tragedia Penso che tutti quanti, tutte le forze politiche avrebbero dovuto stringersi nel dolore per l'accaduto e magari riflettere su come affrontare insieme quel problema, ma unendoci per una volta almeno in un gesto di pietà davanti a quelle morti. E invece, purtroppo, un secondo dopo la tragedia è partita la speculazione politica su quei morti per attaccare il governo. Si è partiti a criticare il governo sulla mancata presenza a Cutro quando il sindaco di Crotone, che è un esponente del centro-sinistra, prima le ha fatto i complimenti per il fatto di essere arrivato lì il giorno dopo e poi dopo il congresso del PD ha cambiato posizione. Forse è arrivato l'ordine dalla segreteria. Ma la cosa più incredibile è che noi speravamo che il congresso del PD con una nuova segretaria giovane portasse una ventata di novità anche nel modo di fare politica. E invece il primo atto del nuovo segretario del Partito Democratico è stato venire in commissione e usare quei morti per chiedere le dimissioni a lei, signor Ministro, ma non solo, per chiedere anche al Ministro Meloni di dimissionare forzatamente il Ministro Salvini in quanto sarebbe responsabile della Guardia di Finanza e addirittura il Ministro Giorgetti perché sarebbe a capo della Guardia di Finanza. E se non è speculare sulla tragedia questo cosa lo è? Ma soprattutto la cosa peggiore, oltre alla speculazione, è il solito film che in questo Paese noi vediamo da 30 anni. Ogni qualvolta il centrodestra vince le elezioni e democraticamente gli elettori portano questa parte politica al governo, dall'altra parte invece che fare battaglia politica nel merito si cerca l'aiuto esterno per mandare a casa il centrodestra. Sono giorni che sentiamo parlare di esposti in procura, sono giorni che vediamo sibillare che qualcuno nei ministeri avrebbe dato l'ordine di far morire altri, sono giorni che qualcuno di fatto sta chiedendo l'intervento delle manette perché sa di non poter vincere le elezioni e davanti a questa furia cieca anche i morti in mare passano in secondo piano e ci si, si dimentica di vedere dove stanno i responsabili veri come lei ha giustamente indicato i responsabili veri sono i trafficanti di uomini e sono gli scafisti sono quelli che vengono pagati decine di migliaia di euro per organizzare questi viaggi illegali sono quelli che sono partiti dalla Turchia e hanno circunnavigato la Grecia che è pur sempre Unione Europea per arrivare qua mettendo a repentaglio quelle persone e facendole stare in mare una settimana come ha spiegato lei sono quelli che invece arrivare in un porto in modo sicuro in giornata hanno tenuto quelle persone di notte in mezzo al mare e che quando hanno visto questo poi, e questa è la notizia nuova che ci ha dato oggi, le luci delle forze dell'ordine con una manovra brusca hanno causato la tragedia, abbandonando poi la nave e abbandonando quelle persone al loro destino. E allora Concluda. come si fa a non capire dove sta la responsabilità, cari colleghi? La responsabilità sta nell'immigrazione illegale, nella tratta di persona, nello sfruttamento della disperazione altrui! E chiudo, noi possiamo dividerci su come affrontare il tema dell'immigrazione, è legittimo e oggi il premier britannico Sunak ci dà un nuovo esempio di regole draconiane che ci fanno capire come anche altri pensino che bloccare le partenze sia il modo migliore per evitare le tragedie e tutelare la legalità. Dividiamoci pure sul come affrontare il problema, ma non esiste battaglia politica nessuna che possa permettere di insinuare il dubbio nella popolazione che ci siano degli uomini in divisa, degli uomini dello Stato degli uomini che rappresentano questo Paese che possano subire l'influenza di qualche politico e mettere davanti l'ordine del politico al proprio dovere di salvare delle vite. Usare questo argomento nella battaglia politica è un danno collaterale che non danneggia la Lega o il centrodestra, danneggia il rapporto che c'è tra i cittadini e le istituzioni e penso che da questo punto di vista abbiamo pagato già negli ultimi anni un prezzo ben troppo alto. Fermiamoci qui. Grazie Presidente. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Baldino, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, Ministro, colleghe e colleghi. KR46M0. Questo codice racchiude tutta la lacerante tragedia che la mattina di domenica 26 febbraio si è dispiegata sulle spiagge di Cutro e davanti ai nostri occhi. KR sta per Crotone, 46 è il numero del ritrovamento, il resto identifica un corpo senza vita. A Crotone la 46esima vittima restituita alla terra dal mare era un bambino che non aveva nemmeno un anno. Oggi, nove giorni dopo, le vittime sono 72. Quello che maggiormente mi ha colpito, indugiando con lo sguardo su quel dispiegamento di bare assiepate nel palasporto di Crotone è il pensiero che probabilmente quelle persone avrebbero potuto essere salvate. È un pensiero che verosimilmente si è fatto largo nella testa e nel cuore di ognuno di noi, in ogni cittadino, perché, signor ministro, tra la vita e la morte di quegli uomini, di quelle donne, di quei bambini, c'erano soltanto cento metri. In questi giorni la risposta balbuziente del governo su questa tragedia è stata quella di trincerarsi dietro il vittimismo di domande retoriche e di risposte autoassolutorie. Allora chiariamo subito, il Movimento 5 Stelle non ritiene che il governo abbia volontariamente e coscientemente lasciato annegare quelle persone. Il Movimento 5 Stelle crede invece che il governo stia facendo di tutto per nascondere responsabilità che ogni, giorno, che ogni giorno si evidenziano in tutta la loro profonda gravità. Ci sono dei punti oscuri che abbiamo il dovere di chiarire. Lo dobbiamo alle vittime, alle loro famiglie, lo dobbiamo all'onorabilità del nostro Paese, lo dobbiamo all'onorabilità dei corpi della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera che hanno anni e anni di storia alle spalle di attività di soccorso e salvataggio in mare che non devono in alcun modo essere le seminate. E lo dobbiamo ai cittadini crotonesi che si sono catapultati in acqua, armati di sola speranza, nel tentativo di prestare un primo decisivo soccorso a chi era in Balia delle onde. Vogliamo capire cosa non ha funzionato nella catena di comando, perché quello che è successo quella notte non accada più. E non è vero, eh, Ministro, quello che ho sentito ripetere, che non è stato lanciato alcun allarme, che quelle persone non erano nelle condizioni di dover essere salvate, perché c'è la segnalazione di Frontex che parlava di un'imbarcazione, Ministro, sovraccarica, lei non l'ha detto, quell'imbarcazione era sovraccarica, ce l'ha detto Frontex. E si dirigeva sulle coste. C'è la segnalazione SAR, diramata ben quattro volte nei giorni precedenti il naufragio, a tutte le autorità operanti del Maionio. C'erano le condizioni meteo proibitive, tanto da costringere le motovedette della Guardia di Finanza a rientrare a terra. E allora, Ministro, la domanda è questa. E lei non ha risposto, è stato nuovamente reticente. Chi ha deciso che quella non dovesse essere un'operazione SAR, ma un'operazione di polizia? Noi sappiamo e non lo sappiamo né da oggi e né dal 2018 che l'autorità che coordina le operazioni di sorveglianza marittime legate ai flussi migratori è il Ministero dell'Interno, che assume sotto la sua direzione generale la Guardia di Finanza e la Guardia Costiera e sappiamo che la Guardia Costiera parte solo in caso di soccorso. Lei ha detto che non esistono barriere tra le articolazioni dello Stato. Ministro, con, il suo, con la sua informativa, lei non ha dissipato i nostri dubbi, li ha nutriti ancora di più. Quindi le chiediamo allora perché non si è mossa la Guardia Costiera e si è mossa la Guardia di Finanza? Su ordine di chi? E qui, Ministro, veniamo al primo vero nodo politico che questa vicenda evidenzia. Perché queste, Ministro, sono domande che noi non dovremmo rivolgere soltanto a lei perché è noto, e l'ha detto anche lei, che l'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della Convenzione SAR è il Ministro dei Trasporti, il Ministro Salvini, che ha fortemente voluto e preteso la delega ai porti per poter continuare a spadroneggiare sul tema dell'immigrazione. Lei oggi risponde a quest'Aula nella duplice veste di parafulmine politico e di ministro commissariato. Per questo... Al di là delle reticenti giustificazioni che oggi è espresso a questa Camera, la domanda politicamente più corretta è Dov'è Matteo Salvini? Perché continua a scappare dal Parlamento come un coniglio e a non assumersi le sue responsabilità? Salvini venga a rispondere a queste domande, altrimenti se ritiene di rispondere soltanto a se stesso, si guardi allo specchio e si dimetta. Ma, Ministro, non saremmo tuttavia corretti se ci limitassimo ad accanirci soltanto sugli esecutori di un mediocre governo di inadeguati. La strega di Cutro evidenzia infatti una chiara responsabilità politica della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha deciso di mimetizzarsi e che ha sentito il bisogno di prendere la parola soltanto per autoassolversi da ogni responsabilità senza nemmeno degnarsi di andare a guardare con i propri occhi il lascito di questa immane tragedia. Ecco, Ministro Presidente, vorrei dire alla Presidente Meloni che oggi, nove giorni e 72 morti dopo queste catombe, non serve che vada a Cutro a fare un cdm spot per pulirsi la coscienza. Vede, signor Ministro, non serve la propaganda, serve senso dello Stato senso delle istituzioni, uno spessore civico e morale che Giorgia Meloni, madre, donna e cristiana, semplicemente non ha. Ed è per questo che la visita del Presidente Mattarella ha assunto una valenza profondamente simbolica e umanamente decisiva per tenere unita una comunità nazionale straziata e frastornata dal rumoroso silenzio del suo Presidente del Consiglio. Quindi a nome del Movimento 5 Stelle, grazie Presidente Mattarella per la, sua viti, per la sua visita a Crotone, per il suo messaggio che ci spinge a comprendere, Ministro, il perché intere famiglie, persone che non vedono futuro cercano di lasciare con sofferenza la propria terra per cercare un avvenire altrove. Queste sono le parole del Presidente Mattarella, per avere la possibilità di un futuro altrove. Queste parole rappresentano per noi un antidoto. Ma non potranno mai cancellare il senso di frustrazione, di amarezza, di imbarazzo generato dalle sue parole poche ore dopo il naufragio. Sono Concluda. parole che tradiscono la cifra di un governo che ormai smarrito ogni briciolo di umanità sacrificata sull'altare della propaganda. Mi... Presidente, un minuto e concludo, anzi 30 secondi. Lei ha avuto l'ardire di, di parlare di senso di responsabilità facendolo secondo un curioso stratagemma lessicale per cui ha addossato a 72 vittime la responsabilità della loro stessa morte in mare, mentre qui, oggi, davanti agli italiani, a questo Parlamento, sembra non avere il coraggio di assumerne alcuna e anzi fugge a gambe levate dalla verità. Ma non deve spiegarci il perché, signor Ministro. È fin troppo chiaro a tutti. Lei deve interpretare un ruolo in questa commedia targata centrodestra, in cui bisogna continuare a dipingere il fenomeno in chiave di puro contrasto consono alla retorica che deve continuare a brandire bandierine ideologiche, specchio della propria ignoranza. Quindi mi dispiace. Mi dispiace, ma dovete una volta per tutte abbandonare la vostra dannatissima narrazione dei porti chiusi e del blocco navale. Perché, signori, non funziona. E questa strage, questa strage vi ha fatto sbattere il muso contro la vostra propaganda. Quindi concludo, signor Presidente, ricordando al Ministro e al Governo che governare è cosa ben più difficile e seria che sparare facili slogan in campagna elettorale. Avete illuso molti elettori facendo credere loro che avevate una ricetta facile, il blocco navale. Con voi invece si sta registrando il record degli sbarchi. In Europa non avete ottenuto nulla, non siete nemmeno riusciti a convincere i vostri alleati di Visegrad. Eppure Meloni qualche giorno fa ha parlato di svolta storica. E allora perché non fate la cosa più giusta? di conoscere banalmente di essere un governo di inadeguati. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cattaneo, ne ha facoltà. Signor Presidente, signor Ministro, illustri membri del Governo e colleghi parlamentari. Noi avremmo voluto che questa discussione avesse un tono, un registro differente, mettesse al centro almeno la lezione di fronte a delle vittime innocenti, le cui immagini ancora ci straziano e ci interrogano su cosa poter fare di più e di meglio rispetto al passato. Invece va in scena da parte delle opposizioni una strumentalizzazione volta a provare un'offensiva politica per il solo gusto di chiedere dimissioni questa settimana di lei, Ministro Piantedosi, così come le settimane scorse qualche pretesto per chiedere dimissioni di questo o quell'altro eh, Ministro. Non è così che funziona, non è questo che interessa Forza Italia. E glielo dico da subito, Ministro. Lei alla fiducia del nostro gruppo parlamentare. Lei ha chiarito i termini della questione e la ringraziamo. E vogliamo lavorare per dare un servizio perché questa, che non è stata la prima tragedia, è bene ha fatto a ricordarla a qualche smemorato, ma almeno vorremmo provare a lavorare insieme per provare a immaginare che questa possa essere l'ultima tragedia, fare dei passi in avanti perché cose di questo genere non abbiano più. A ripetersi. E anch'io voglio dare un plauso alla generosità del popolo di Calabria, a quelle persone che non hanno esitato a buttarsi in mare. Così come voglio ricordare l'impegno di sindaci funzionari di prefettura, che non è la prima volta. Sono da oltre dieci anni che sono l'ultimo anello della catena istituzionale che presta servizio quando tutti gli altri si voltano dall'altra parte. E lasciatemi anche ringraziare il governatore della Regione, il presidente Occhiuto. Che è stato presente fin dai primi minuti e come noi di Forza Italia andiamo dicendo sempre, non ha mai fatto mancare il tratto di umanità, che accanto al rigore deve essere sempre presente nelle nostre azioni. E invece oggi è andata in scena una buona occasione per puntare il dito perfino con le nostre forze di sicurezza quando i numeri dicono altro Le ha detto lei, gli voglio ribadire eh, nel 2022 nei nostri mari più di mille interventi di law enforcement dove sono stati recuperati 38.500 migranti 917 interventi di SAR con 57.000 migranti soccorsi numeri inequivocabili che dicono che le forze dell'ordine ci sono Pattugliano i nostri mali e non si voltano mai dall'altra parte. Le vite vanno salvate e le vite noi le salviamo. Così come è sbagliato immaginare che quando c'è un modello sbagliato quello di centrodestra quando ce n'è uno giusto di centrosinistra. Ma davvero qualcuno qua immagina di poter tornare i modelli dal 2012 in avanti, quei modelli che facevano sbarcare quasi 200.000 migranti all'anno per poi buttarli nelle strade delle nostre città, voltarsi dall'altra parte, ingrassare delle organizzazioni malavitose in molti casi e lasciare i sindaci da soli col cerino in mano? Noi Ministro ci siamo conosciuti durante queste emergenze, lei era prefetto a Lodi, io sindaco a Pavia e conosciamo questo non per sentito dire ma perché l'abbiamo affrontato in quegli anni e quindi non hanno nostalgia i sindaci a tornare a quel modello, non ce l'hanno i funzionari di prefettura ma soprattutto non ce l'hanno hanno gli italiani la voglia di tornare a quel modello. Allora dovremmo dare corpo e sostanza all'invito che ha fatto il Presidente della Repubblica dicendo che al cordoglio debbano seguire azioni concrete. Allora Forza Italia chiede un protagonismo dell'Europa, però non lo facciamo noi di Forza Italia oggi per la prima volta in quest'Aula. Noi lo facciamo con un lavoro coerente, a volte impopolare, da anni lavorando nelle istituzioni europee come Forza Italia, come Partito Popolare Europeo. E oggi lo dice anche il portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite rispondendo proprio a un invito del nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dice con chiarezza il portavoce del, 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 del segretario generale delle Nazioni Unite. L'Italia non può farcela da sola. Allora noi vogliamo lavorare in Europa per un ruolo diverso. Anche qua però sgompriamo il campo del gioco delle parti. Perché la sinistra. Si innamora di volta in volta di questo o quel modello. Mi ricordo quando indicava la Francia della solidarietà, salvo poi la Francia sospendere perfino Schengen al confine con Ventimiglia. Come è anche sbagliato immaginare che un'Europa che sia somma di sovranismi e quindi di egoismi possa farci trovare più forti? No. La ricetta è dare una delega politica più forte all'Europa. Serve una politica estera comune, serve una difesa comune, una difesa dei, co dei nostri confini che sia comune. Basta la logica dei veti. Chi dice queste cose da anni, a volte in splendida solitudine? Lo diciamo noi di Forza Italia e il presidente Berlusconi. E' questa l'Europa con queste caratteristiche politiche che può solo questa Europa aiutare il nostro paese e serve poi una politica estera più da protagonisti in Europa e noi abbiamo iniziato a lavorare. Non a caso il ministro Tajani ha messo al centro due aspetti, i Balcani e il Mediterraneo. Il Mediterraneo, diciamo la verità, non sempre è stato al centro dell'agenda politica, né del nostro paese né dell'Europa. Noi con incessanti visite istituzionali, incontri bilaterali, abbiamo iniziato un lavoro perché su quelle coste, dando una centralità alla politica del Mediterraneo, che possiamo risolvere la situazione a beneficio dell'Italia e dei nostri cittadini, serve più cooperazione internazionale, serve quel piano Mattei cui andiamo a fare riferimento tante, tante volte, serve come ripete spesso il presidente Berlusconi un vero piano Marshall per l'Africa. Queste sono le iniziative concrete che possono far fare un salto di qualità. Nella gestione e nel governo di un processo complesso come i flussi migratori. E poi dobbiamo organizzare i flussi come un paese serio, come fanno tutte le grandi potenze internazionali, manufatturiere. Abbiamo bisogno anche di forza lavoro che arriva da fuori. Allora organizziamo questi flussi, rendiamoli seri, sicuri e Accogliamo coloro che potranno veramente integrarsi attraverso un lavoro vero, sicuro e non attraverso la demagogia e la retorica della sinistra. Insomma, c'è tanto da fare e noi con questo intervento le rinnoviamo la fiducia, signor Ministro, convinti che troppa speculazione politica si sia fatta attorno al tema dell'immigrazione. A Forza Italia interessa fare un lavoro che sia sempre serio e responsabile. Lotta agli scafisti, coinvolgimento dell'Unione Europea, accordo con i paesi di partenza e transito, spirito umanitario e rispetto delle regole. Su questi presupposti ci troverà sempre. Buon lavoro, signor Ministro. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Le immagini strazianti che abbiamo visto in questi giorni e quelle diffuse e quelle non diffuse, i racconti dei sopravvissuti, sono figlie di una lunga sequenza di tragedie, sono in me impresse quelle donne, quegli uomini, quei bambini. Sono bambini non immigrati, sono sorrisi strappati, non numeri. E io penso che al di là del, dello scontro politico, penso che qui in aula per tutti sia così. Così come l'immagine del Presidente Mattarella davanti all'Elbare nel suo silenzio a condividere quel dolore è l'immagine del raccoglimento e del dolore del nostro Paese. Lo strazio che prima di tutti hanno provato i soccorritori, i carabinieri, i volontari. Immagino il dolore di coloro che oggi hanno trovato il corpo di quella bambina, il sindaco. Coloro che per primi hanno gestito questa tragedia. E' un dolore che vogliamo condividere. E voglio dire grazie perché nessuno di noi ha un dubbio sulla serietà la prudenza, l'accuratezza del lavoro che le nostre forze di polizia, la capitaneria di, eh, di Porto, gli operatori, tutti mettono nel quotidiano del loro lavoro, sia nel soccorso sia nell'operazione di polizia. Però dopo la commozione e anche per la commozione alla politica spetta di agire. Nel 2015, in una tragedia analoga, una di quelle morti che lei citava, la Presidente Meloni chiedeva le dimissioni del Presidente del Consiglio di allora, il Presidente Renzi. Ma, vede, non saranno mai le richieste di dimissioni delle opposizioni a convincervi. Però una voce la dovete ascoltare. Siete al Governo. Lavorate per fare il vostro dovere, che è quello di affrontare i problemi. E su questo state facendo male. Negativi i risultati, inadeguati gli strumenti, più bandiere elettorali che vere politiche. Ci conosciamo da anni, Ministro, abbiamo conosciuto il suo senso dello Stato come funzionario. È chiamato adesso ad un ruolo di governo. Ma la prego non si lasci trascinare nella stratta burocratizzazione fredda e disumana ideologica che qualcuno vorrebbe imporre. Ritrovi anche nel linguaggio l'umanità e il rispetto dovuto ad ogni persona umana. Proprio per non tradire la ragione di quei principi costituzionali e democratici su cui si fondano le istituzioni che lei ha servito per tutta la vita. Perché poi c'è il merito e parlano i dati. Ne vorrei ricordare anch'io alcuni. Dal 1 gennaio al 6 marzo del 2021 ci sono stati 5.683 sbarchi. Nello stesso periodo del 2022, 5.629. Nello stesso periodo del 2023, 14.639. La vostra politica nemmeno funziona. Avete buttato via un accordo che il governo Draghi, la ministra Lamorgese, a giugno del 2022 aveva sottoscritto in sede europea, che prevedeva un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri di primo ingresso, in cui era previsto che c'era una ridistribuzione, preferibilmente per chi aveva diritto. All'asilo, ma non esclusivamente per chi aveva diritto all'asilo, e l'avete buttato via per una sceneggiata che avete fatto respingendo un paio di navi che dovevano attraccare in Italia. Le migrazioni ci saranno sempre, lo ha raccontato bene il presidente Mattarella, ci sono sempre state genitori che sognano un futuro diverso per i propri figli, scappando dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla fame. Generazioni che vedono sui loro cellulari, sui loro iPhone la nostra abbondanza e che preferiscono le briciole dell'abbondanza piuttosto che una speranza senza futuro nella loro terra. Allora, visto che questi fenomeni bisogna guidarli e bisogna trovare il modo per esercitare le funzioni di governo nella loro consapevolezza. Le domando, Ministro, anche alla luce della sua relazione lunga, ma secondo lei la catena di comando ha tutto funzionato? Potevamo e dovevamo fare di più? Le operazioni di polizia sono sempre importanti, ma sempre e solo dopo la salvaguardia delle persone. Lo dico anche ai colleghi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle che sono intervenuti anche con molta passione su questo punto specifico. È vero che il Ministro dell'Interno era il Ministro Salvini quando si fecero quelle norme, ma altrettanto vero che il Presidente del Consiglio era il Presidente Conte quando si fecero quelle norme. Allora se c'è qualcosa che non funziona e se si vuole fare una battaglia politica su questo si porti dei correttivi ma si riconosca la verità delle cose. E andando verso la conclusione, Ministro, da cosa ci aspettiamo da noi? Se ci saranno responsabilità le determinerà la magistratura, ma che cosa ci aspettiamo da questo governo? Primo, basta alla guerra in Europa e all'Europa solo per agitare una bandiera identitaria su questo tema. Due, le vite in mare si salvano e gli scafisti si combattono, mi sembra che su questo siamo tutti d'accordo, ma forse bisogna mettere più energie, più risorse e più politica su entrambe le cose. La terza cosa, eh, Ministro, io apprezzo anche gli sforzi in politica estera che si stanno facendo su questo, ma per essere protagonisti in Africa bisogna farlo come Europa. Che si chiami Piano Marshall o che si chiami Piano Mattei, bisogna essere protagonisti in Europa. Non potrà e non sarà mai un'attività che l'Italia può fare da soli. Ultimo punto. A lavoro sui corridoi umanitari. Perché fuori dalla retorica, Ministro, e su questo non ho sentito eh, da parte sua, da parte del Governo, mai una consapevolezza più decisa Fuori dalla retorica, l'immigrazione serve all'Italia, serve oggi e servirà domani. Allora, nel prossimo decreto legge che avete anticipato a Cutro, fate una cosa saggia, che serve, seria. Mettete anche delle norme per dare rapidamente la cittadinanza a chi nasce e cresce in questo Paese. Mostrerete così che non c'è solo ideologia e pregiudizio, ma c'è voglia di intervenire con determinazione. E c'è voglia di non trasformare questo dibattito sempre in un'occasione di scontro, ma c'è voglia di avere la consapevolezza che questo Paese va guidato nella determinazione e nella convinzione che su queste cose alzare le bandiere ideologiche, e voi le avete sempre alzate in campagna elettorale, fa male. Presidente, chiudo con una richiesta che faccio così qui. Quest'Aula fa molti minuti di silenzio giustamente per commemorare tanti eventi. Penso che secondo la sua sensibilità non possiamo esimerci da fare un minuto di silenzio anche per ricordare le vittime di Cutro. Grazie. Onorevole Rosato ha chiesto di intervenire l'Onorevole Fratoianni, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, colleghe e colleghi, signor ministro, signori e signore del governo. Quella di Cutro non è una tragedia né un naufragio inevitabile. E a confermarcelo, signor ministro, sono state qui oggi le sue parole. La sua ricostruzione, prima a un freddo elenco di date, orari, poi una rivendicazione perfino caricata delle vostre scelte, del vostro ruolo. È stato già ricordato, signor Ministro, glielo chiedo ancora una volta, non solo Frontex con la sua rivelazione aveva già indicato in modo chiaro e difficilmente equivocabile che è quello del caicco era un caso di potenziale distress. Ma anche qualora il rilevatore termico, le indicazioni di Frontex non avessero fornito indicazioni sufficienti, di fronte alle sue parole, alla sua ricostruzione, di fronte al fatto che due assetti navali, uno dei quali le sue parole lo hanno confermato, addirittura potenziato, sono stati costretti a rientrare in porto per le terribili condizioni meteo-marine, come avrebbe fatto un caicco anche qualora non fosse stato sovraffollato, anche qualora fosse stato carico di turisti benestanti, come avrebbe fatto in quelle condizioni a non andare in distress, a non correre un pericolo potenzialmente mortale. Allora, signor Ministro, lei non può eludere questa. Risposta. Non può eludere il dovere di dire a questo Parlamento e a questo Paese perché dal suo Ministero, dal Ministero dei Trasporti, perché la catena di comando ovunque collocata non abbia attivato in quel momento, di fronte al drastico peggioramento delle condizioni meteo marine, la catena. di dei soccorsi, le CP 300, le navi della Guardia Costiera che come il comandante della Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera hanno ricordato, avrebbero potuto navigare e lo sappiamo bene, in condizioni meteo marine ben più gravi di quelle che quella notte hanno provocato la morte di oltre 72 persone ad oggi e temo di altre persone ancora imprigionate in un relitto in fondo al mare. E allora signor ministro, quella di Cutro, ripeto, non è una vicenda inevitabile, non è un naufragio inevitabile, è una strage, una strage che poteva essere evitata. Eppure, vede, in quella strage ci sono molti naufragi. C'è il naufragio di una politica, quella dei porti chiusi, quella degli accordi con la Libia, quella dei blocchi navali sbandierati in campagna elettorale, tante e tante volte ovviamente mai applicati, quella dei decreti che nel 2018 come oggi rovesciano l'ordine del discorso, rovesciano il mondo, dichiarando guerra che si organizza per salvare le vite nell'assenza dell'Europa, dell'Italia e delle istituzioni che dovrebbero svolgere quel lavoro al posto di chi lo fa, organizzandosi autonomamente. E poi vede c'è il naufragio delle parole, il naufragio di una propaganda intera costruita come una vera e propria impresa politica ed elettorale, la costruzione del nemico, la retorica dell'invasione. Signor Ministro, signori e signore del Governo, eccoli lì i nemici, gli invasori, in fila chiusi dentro delle bare. Sono quelli, i nemici e gli invasori, da cui le politiche di questi anni hanno cercato di difenderci. E poi, Signor Ministro, c'è anche il naufragio della decenza, sì, della decenza. Abbiamo chiesto in tanti e in tante noi di Alleanza Verdi e Sinistra, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, i colleghi e le colleghe del Terzo Polo, le sue dimissioni dopo le parole indecenti che ha pronunciato all'indomani della strage. Sì, perché sa, signor Ministro, è indecente prendersela con le vittime. Accusare le vittime di essere causa del loro male, prendersela con i padri e con le madri disperate che in cerca di un futuro migliore per i propri figli affrontano il rischio, il pericolo, che troppo spesso si trasforma in morte, facendo del Mediterraneo centrale il più grande cimitero a cielo aperto del mondo. E invece le parole, signor Ministro, andrebbero curate, protette, perché le parole formano il senso comune costruiscono la percezione e dunque orientano i comportamenti. E tuttavia, per fortuna, questo Paese, in Calabria innanzitutto e poi altrove, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di resilienza, di risposta, di reazione, anche di fronte all'indecenza della vostra postura. E ancora, in questa vicenda c'è il naufragio dell'ipocrisia. Ci ha detto oggi che i sopravvissuti verranno trasferiti in un albergo, ne siamo felici. Ci è voluta però la denuncia, la denuncia mossa innanzitutto dalla scelta di un nostro deputato, Franco Mari, qui accanto a me, di andare lì dove voi non siete andati, a vedere le condizioni in cui fino a ieri, fino a questa mattina, erano confinati i sopravvissuti di quella strage. Bene, vi siete mossi, ci avete messo un po' troppo tempo. È come la disponibilità immediata che avete dato a questa informativa. Ci sono voluti nove giorni perché l'immediatezza prendesse corpo. E allora, signor Ministro, occorre dare una risposta non al vostro comportamento, alle vostre scelte, ma a una grande questione strutturale da troppo tempo trattata come un'emergenza. Una risposta è ritirare, abolire, cancellare l'indegno, l'infame decreto contro le organizzazioni non governative, perché di questo si tratta. Un decreto che dichiara guerra a chi salva le vite. Occorre cancellare la Bossifini, come è stato ricordato dal collega Provenzano. Occorre strappare l'accordo con la Libia, smettere di finanziare i mercanti di uomini, quelli di quella cosiddetta guardia costiera che di giorno indossano i giubbotti di quel corpo e di notte organizzano le tratte illegali su cui troppe morti abbiamo pianto. Occorre costruire canali legali. E occorre magari costruire politiche di cooperazione, in nome di quell'aiutiamoli a casa loro, di quel non partite, verremo a prendervi tradito dalle scelte concrete, quelle che riducono ogni volta i fondi per la cooperazione, che aumentano quelli per il commercio delle armi, quello che produce guerre, disperazione, che aumentano le politiche energetiche inquinanti, che producono cambiamento climatico e alimentano la nuova categoria sempre più grande dei profughi climatici. Ho finito, Presidente. L'ultima parola la voglio dedicare però non a voi non a voi del governo e della maggioranza ma a noi tutti e tutte delle opposizioni perché ho sentito qui oggi parole che ho profondamente condiviso dico però a tutti e a tutte noi che quando toccherà ad altri e ad altre governare le scelte, le parole devono trovare una qualche conseguenza la legge Bossi-Fini è in vigore in questo paese da 22 anni gli accordi con la Libia non se li è inventati questo governo. E allora per il futuro ci sia memoria per tutti e tutte, per provare non solo a battersi contro queste politiche, ma a cambiare la ragione di queste politiche, le ragioni che costruiscono le condizioni in cui queste tragedie e queste stragi si riproducono ogni volta più drammatiche e più dolorose. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lupine a facoltà. Grazie signor Presidente, signor Ministro degli Interni. Siamo alla conclusione del dibattito sulla sua informativa e anche essere alla fine di questo dibattito ci permette di, da una parte di riconfermarle, dopo aver ascoltato la sua relazione puntuale, eh, autorevole, eh, la stima e la fiducia del nostro gruppo, di noi moderati, a lei, al governo e al suo operato. E contemporaneamente però ci permette di fare alcune osservazioni che sono proprio pertinenti a quest'Aula e al luogo del dibattito politico. La prima, lei lo ha toccato nella sua ricostruzione, c'è un non detto, c'è un retropensiero rispetto a tanti interventi che ho ascoltato. E questo retropensiero è... Sintetizzato da un titolo di cui mi sono vergognato, che ho letto su un giornale. Di fronte a questa tragedia, questa tragedia immane, ricordo ai pochi colleghi o ai tanti che mi stanno ascoltando che nel 2013, Lei lo ha ricordato, io ero ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e ci fu un'altra drammatica, ancora più drammatica strage, quella di Lampedusa, con oltre 300 morti. Ecco, è da questo non detto e da questa accusa che voglio rivolgere a tutti noi che voglio partire, proprio per aver vissuto quell'esperienza in prima persona. Il non detto è sintetizzato, cari colleghi, da quel titolo che dice strage di Stato, come se in ogni evento, in ogni tragedia il prima, la nostra prima preoccupazione sia quella di dover ricercare a tutti i costi un colpevole. E siccome la tragedia, il dramma di questa tragedia riguarda la responsabilità di un paese e quindi la responsabilità di un governo e un Parlamento, il colpevole deve essere trovato a turno a seconda di chi in quel momento governa. Io vorrei richiamare a tutti noi non la forza doverosa di un dibattito politico, anche con toni accesi, anche con la forza delle idee diverse, ma vorrei richiamare quella frase che ho letto sul Corriere della Sera da parte dell'avvocato dei familiari delle vittime la voglio leggere. Divendo povera gente in maniera oggettiva, senza pretendere a tutti i costi un colpevole. Ecco, noi dovremmo, per la responsabilità che abbiamo, recuperare questa oggettività. E questa oggettività è tutti insieme dire che non c'è stata una strage di Stato perché nell'affermare che c'è una strage di stato vuol dire accusare innanzitutto gli uomini e le donne delle istituzioni che da sempre servono in tutti questi anni con forza, con passione, eh, il nostro paese a salvare lo ha ricordato Lei, ministro degli interni il numero di, di persone che abbiamo salvato la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza. Io ho ancora presente quei volti della Guardia di Costiera di persone che ogni giorno scendono da quelle navi, partono con qualunque condizione del mare per salvare le vite. L'oggettività è dire che qui non c'è questa responsabilità. Ci può essere una modalità diversa di affrontare il problema o di dare risposte, giusto o no? Bossi Fini, eh, noi avevamo fatto l'operazione Mare Nostrum, eh, gli accordi con la Libia, lo vedremo. Ma l'oggettività sta nel fatto che ancora una volta una tragedia come questa ci richiama a comprendere quali sono le dimensioni del fenomeno che abbiamo davanti e quale responsabilità abbiamo. La prima, avremmo dovuto essere tutti, senza farci prendere da speculazioni politiche o da, o da strade molto brevi, semplici che sono quelle del pensare di prendere il consenso, perché una cosa come questa interroga le coscienze di tutti, uniti. Uniti nel dire, come ha fatto il Presidente della Repubblica Mattarella, come ha fatto il Santo Padre, come facciamo ogni giorno noi tutti, che il primo elemento di questa oggettività è che bisogna combattere i trafficanti della morte. Bisogna combatterli ad ogni costo perché sfruttano esattamente il dramma e le condizioni di questi poveri uomini che scappano dai loro paesi per non solo speculare ma per essere i nuovi, moderni trafficanti di esseri umani. E questo è l'elemento primo, e per combattere questi trafficanti di esseri umani, gli scafisti della morte, abbiamo un'unica grande coscienza. Insieme dire che Italia e Europa devono fare di più, ancora di più, su questo tema, negli accordi internazionali, con la presenza nei mari, perché questa è la strada che noi dobbiamo percorrere. E se vogliamo andare sull'oggettività, perdonatemi. La vera responsabilità che tutta la classe politica italiana ha negli anni precedenti è quella europea è di aver abbandonato il continente africano, aver pensato che l'Africa non fosse il primo grande interlocutore dell'Italia e dell'Europa, che il Mediterraneo non fosse la grande sfida della civiltà, ma che invece fosse un continente da abbandonare e da lasciare ad altre culture e ad altre visioni della politica internazionale. Oggi lì c'è la Cina, oggi lì c'è la Russia, oggi lì c'è la Turchia, oggi abbiamo, leggiamo continuamente che un certo esercito Wagner ha 40 accordi con i continenti africani per la difesa. Tutto questo ci interroga? E allora quando il Presidente Meloni, così come Berlusconi, così come quando, quando noi diciamo, rilanciamo un grande piano Mattei, un, un, un grande piano Marshall, vogliamo aprire un confronto qui in Parlamento e in Europa, sì, che cosa vuol dire rilanciare questo tipo di presenza? Come anche tra virgolette i Lager che sono presenti nel Nord Africa non diventano lager ma diventano accoglienze e opportunità di rilanciare lì una visione di politica internazionale. L'Italia è sempre stato questo in tutti questi anni, ha sempre avuto questa concezione ed è sempre stata la nostra forza in Italia e in Europa. La, terza, la seconda considerazione ho sentito dire che non c'entra. No, io credo che oggi un nuovo decreto flussi coraggioso che risponda anche alle esigenze del nostro Paese. Mancano 80.000 persone nel, nel turismo come manodopera, oltre 200.000 nel settore dell'edilizia. Ho sentito un'associazione come Ancefer dire e fare questo tipo di proposta. Bene, un decreto flussi che dica entrate nel nostro Paese per lavorare, formati, con condizioni dignitosi, è un grande segnale che noi possiamo dare a quelle persone in cerca di una nuova speranza, ma anche al nostro Paese per rispondere ai suoi obiettivi. E un governo di centrodestra a questo deve avere il coraggio di farlo. E lo diciamo come noi moderati, lo diciamo a tutta la maggioranza, ma anche all'opposizione. Non è una via diversa per distrarre l'attenzione, è una risposta concreta anche a quella domanda e a quel bisogno. E concludo, Presidente, e mi scusi se ho approfittato del tempo per un terzo elemento che credo, vedo qui alcuni amici presenti, dovremmo essere, portare tutti al nostro ragionamento. Lo ha detto il collega Riccardo Molinari, con toni molto accesi, ma i toni accesi non nascondono la verità. Noi facciamo politica. L'articolo 67 della Costituzione ci richiama a questo luogo il luogo della rappresentanza del paese e del dibattito e del confronto, anche duro. Prendere una scorciatoia diversa Pensare che il dibattito politico si debba trasferire con la supplenza dei magistrati, prima su Cospito e adesso anche su Cutro, è una strada sbagliata. La politica, il dibattito politico e l'assunzione di responsabilità non si fa con le denunce alla Procura della Repubblica o alla Magistratura, perché vuol dire abdicare al nostro ruolo. La polemica politica e la contestazione politica si fa in Parlamento, la magistratura farà la sua strada, la Costituzione prevede ovviamente che le, le indagini partano di fronte a una evidenza di reato, ma essere noi a sollecitare quell'intervento è un segnale di debolezza non per la maggioranza o l'opposizione ma per tutta l'istituzione Parlamento e per quella politica che noi, come noi moderati, siamo orgogliosi di rappresentare ma insieme a tutti voi in questo Parlamento. Mai più utilizzare la magistratura, signor Presidente, per lo scontro politico. Ne abbiamo subito tutte le conseguenze, chi a destra e chi a sinistra e chi al centro. Grazie. Bravo. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Maggi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Ministro Piantedosi. Abbiamo dovuto aspettare dieci giorni per questa informativa urgente. Ebbene, da oggi è emerso non tanto la dinamica dei fatti, la chiarezza sulla dinamica dei fatti, ormai ce li abbiamo tutti molto chiari, quanto che lei e il suo governo non avete chiaro quali siano le scelte politiche che in determinate situazioni svalutano il valore, l'importanza e la priorità delle operazioni di soccorso. Questo oggi è emerso. Intanto vorrei rispondere al collega Foti indirettamente. Si chiedeva come mai la sua presenza a Cutro inizialmente apprezzata poi ha destato... Tante disapprovazioni. È evidente il perché. Il perché è nelle parole inqualificabili che Lei ha pronunciato in quell'occasione. Oggi ha definito vittime innocenti quelle persone morte nel naufragio, ma nello stesso tempo ha continuato nella sua informativa a trattare le vittime come dei colpevoli. Lei ha citato Kennedy in quell'occasione, dicendo non chiedetevi Cosa può fare il vostro Paese per voi? Ma cosa voi potete fare per il vostro Paese? Glielo ripetiamo qui, Ministro. Cosa può fare un ragazzino di 12 anni afgano, orfano di madre e di padre, come quello che è morto in quel naufragio per il suo Paese dove ci sono i talebani? Cosa può fare una famiglia di iraniani che fugge da quel Paese nelle condizioni in cui è? forse potrebbero e dovrebbero almeno sperare che il nostro Paese rispetti la nostra Costituzione sul valore della vita e sul valore del diritto d'asilo. Ora, lei ci ha riproposto la distinzione tra law enforcement, operazioni di polizia e di repressione del traffico di esseri umani e operazioni di soccorso e salvataggio. E non si è accorto che è esattamente in questa distinzione che sta la svalutazione dell'intervento di salvataggio e ha omesso, ha fatto finta di non sapere quello che in queste aule parlamentari, nelle aule de, di commissione, molte volte la Guardia Costiera italiana ci ha ricordato ed è quello che prevede lo stesso regolamento di Frontex, che non ha responsabilità nel chiedere operazioni di salvataggio, come lei ben sa, ossia che ogni nave di migranti di per sé rappresenta una situazione di pericolo di vita per le condizioni di sovraffollamento perché non è dotata da sistemi di sicurezza. Purtroppo lei tutto questo non lo ha detto eppure lo sa bene. Questa è la gravità della responsabilità politica che lei si assume. Il capo dello Stato ha chiesto concretezza nelle risposte da noi dal Parlamento, dal sistema delle istituzioni, dalle forze politiche e ovviamente dal governo. A nostro avviso concretezza significa richiedere il rafforzamento del sistema di sicurezza, concludo presidente, richiedere Prima di tutto il nostro governo in sede europea, che vi sia una missione di soccorso e salvataggio europea alla quale contribuiscano tutti i paesi europei, ma che ci veda in prima fila per la nostra posizione geografica e per le capacità della nostra Guardia Costiera e della nostra Marina. Concretezza significa modificare le norme sugli ingressi legali nel nostro Paese, anche per ricerca di lavoro. Concretezza significa Concluda. approvare una riforma della legge di cittadinanza. Nulla di tutto questo abbiamo ascoltato oggi da lei, né abbiamo ascoltato in questi giorni dalla Presidenza del Consiglio e dagli altri ministri. Grazie, onorevole Magi, è così esaurita l'informativa urgente. Saluto a nome di tutta l'Assemblea le studentesse e gli studenti dell'Università del Salento che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Colleghi, ho appena appreso dalle agenzie di stampa della tragica morte di due piloti dell'aeronautica militare. A seguito di uno scontro tra due velivoli impegnati in una missione addestrativa nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia, esprimo a nome della Camera il cordoglio alle famiglie dei due piloti deceduti e all'Aeronautica Militare. Credo che tutta l'Assemblea condivida l'opportunità di un momento di raccoglimento osservando un minuto di silenzio. poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 15:15 15. la seduta è sospesa La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 930, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 gennaio 2023 numero 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi di protezione civile. Ricordo che nella seduta del 6 marzo si è conclusa la discussione generale e il relatore e la rappresentante del governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. Se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Prego, relatore. Onorevole Lampis. Grazie, presidente. I pareri sugli emendamenti riferibili all'articolo 1. L Emendamento 1.4. Emendamento 1.4, parere contrario. Emendamento 1.1, parere contrario. Emendamento 1.2, parere contrario. Emendamento 1.5, parere contrario. Emendamento 1 bis.02, parere contrario. Parere contrario. Parere contrario. .bis parere contrario. Prego, prosegua su tutti gli articoli. È un decreto, Emendamento 3.2, parere contrario. Emendamento 3.1, parere contrario. Emendamento 3.4.01 parere contrario, emendamento 3.4.02 uguale a 3.4.010 parere contrario, emendamento 3.4.03 parere contrario, emendamento 3.9.1 parere contrario, emendamento 3.10.03 parere contrario. Emendamento 3 10.04 parere contrario. Emendamento 3 11s.1 parere contrario. Emendamento 3 11.03 parere contrario. Emendamento 3 11.05 parere contrario. Emendamento 3 11.01 parere contrario. Emendamento 3.11.017 parere contrario. Emendamento 3.11.07 parere contrario. Emendamento 3.11.08 parere contrario. Emendamento 3.11.09 parere contrario. Emendamento 3.11.010 parere contrario. Emendamento 3. 3.11.011 parere contrario, emendamento 3.11.014 parere contrario, emendamento 3.11.015 parere contrario, emendamento 3.11.016 parere contrario, emendamento 3.13.01 parere contrario, emendamento 4.1 parere contrario, Emendamento 4.2 uguale ad emendamento 4.3, parere contrario. Emendamento 5.1, parere contrario. Emendamento 5.2 uguale a. No, emendamento 5.2, parere contrario. Emendamento 5.3, uguale a 5.4, parere contrario emendamento 5 sexies.01 parere contrario emendamento 5 .02, uguale a 5 sexies.03 parere contrario grazie, il governo? grazie Presidente, il parere del governo è conforme al relatore Grazie. A questo punto passiamo alle votazioni. L'emendamento 1.4, se nessuno chiede di intervenire, sì. Fontana, prego. Grazie Presidente. L'emendamento di cui stiamo parlando si rende... Necessario proprio perché il testo, così come eh, è scritto, potrebbe in qualche modo in eh, ingenerare l'equivoco che la limitazione che è stata inserita eh, a novembre nel decreto aiuti quater nel comma 8 bis operi anche per interventi su immobili situati nei territori del cratere sismico. Ecco, e questa, e questa cosa, che cosa comporterebbe questa eh, modifica, così come è scritta? Si potrebbe comunque pregiudicare la ricostruzione e la rivitalizzazione di questi territori. Territori, proprio tenendo conto che soprattutto nelle aree più interne sono presenti degli edifici che sono appartenenti ad un solo proprietario. E quindi questa cosa comporterebbe comunque lo stop alla ristrutturazione e quindi alla rivitalizzazione del territorio stesso. Così facendo in qualche modo si va a discriminare coloro che hanno già sofferto e patito i danni. E ricordo a quest'Aula che in un contesto come eh, il vivere in un cratere sismico e fare l'esecuzione dei lavori, quindi affrontare una ristrutturazione in un territorio che ha già sofferto per colpa del, di un sisma o comunque di un'alluvione, un non è una velleità o una scelta scegliere di fare, quindi, eh, che rimane al singolo scegliere di eh, rimanere e quindi di fare dei, dei lavori, ma è una vera e propria necessità. Quindi noi questo, ordine, eh, questo emendamento l'abbiamo anche presentato eh, in Senato abbiamo ripresentato in Commissione e lo ripresentiamo eh, a quest'Aula affinché in maniera eh, corale ci sia un passo indietro nel parere contrario e possa essere votato. Grazie. Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire lo pongo in votazione. Emendamento 1.4 con parere contrario della Commissione del Governo e della Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Zan, Piccolotti, Boldrini, Gribaudo, Boldrini sta prendendo la tessera, adesso arriva, Zanella. Sì, è la prima votazione, portiamo un po' di pazienza, poi andremo un po' più spediti. Zanella? A posto? Avete votato tutti i colleghi? No, Zanella non ancora. Ora ha votato? Bene. Gribaudo? Ha votato? Non la vedo collega. Ha votato. Bene. La votazione è chiusa. Presenti 270, votanti 254, astenuti 16, favorevoli 105, contrari 149. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.1. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti colleghi? Direi di sì. La votazione è chiusa. Presenti 269, votanti 267, astenuti 2, favorevoli 119, contrari 148. La Camera respinge. Emendamento 1.2, l'abbate. Ed altri, se non ci sono interventi lo pongo in votazione col parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Bergamini che sta arrivando. Ci sono altri colleghi? Collega Iello deve votare? Sì, allora se si affretta così poi magari chiudiamo. Sì, sì, eh, stiamo aspettando lui. Aiello ha votato. Prego, benissimo. La votazione è chiusa. Presenti 274, votanti 258, astenuti 16, favorevoli 107, contrari 151. La Camera respinge. Emendamento 1.5. Prego, Ilaria Fontana. Grazie, grazie Presidente. In questo emendamento invece parli, parliamo di carbon footprint. Che cos'è? È, è un'impronta di, di carbonio che è un indicatore che esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto. Serra. e quindi è, diciamo così, è un criterio per la misurazione dell'impatto ambientale. Che cosa chiediamo con questo emendamento? Andiamo eh, a chiedere che eh, ci sia, diciamo, la, per, per, ogni, eh, per tutte le fasi di demolizione, ricostruzione e realizzazione eh, delle opere, tutte queste tre fasi importanti però devono tener conto dell'impronta dell eh, di carbonio e questo eh, serve anche eh, affinché ci sia anche quando si parla di ricostruzione, quindi di demolizione e comunque in qualche modo anche di realizzazione delle opere, eh, siano lineari e coerenti con gli obiettivi che abbiamo al 2030 e al, al 2050. E ogni volta, eh, purtroppo mi sorprendo perché in realtà io non riesco veramente a capire eh, la visione e, e come... Eh, questa maggioranza e questo governo vogliano arrivare alla neutralità climatica, visto che misure come questa potrebbero aiutare anche in un contesto eh, di, di ricostruzione. Grazie. Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. Emendamento 1.5 con parere contrario di Commissione, Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. La carra ha votato Brambilla e Squeri. Aspettiamo che votino. Brambilla, prego. Avete votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 277, votanti 260, astenuti 17, favorevoli 108, contrari 152. La Camera respinge. Emendamento 1 bis.02, Ilaria Fontana. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio la votazione è aperta. Votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 273, votanti 272, astenuti 1, favorevoli 122, contrari 150, la Camera respinge. Emendamento 3.2 Bonelli. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Col parere contrario di Commissione e Governo la votazione è aperta. Pisano collega Pisano ha votato, bene, la votazione è chiusa. Presenti 275, votanti 259, astenuti 16, favorevoli 105, contrari 153. La Camera respinge. Emendamento 3.1, Ilaria Fontana. Se nessuno, chiede di... no. Santillo, no. Allora, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti i colleghi? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 272, votanti 256, astenuti 16, favorevoli 104, contrari 152. La Camera respinge. Emendamento 34.01 Santillo. Prego, onorevole Santillo. Grazie Presidente. Intervengo per eh, questo emendamento e per far capire perché è importante votarlo favorevolmente. Allora questo governo con il DL Aiuti Quater, abbiamo, ormai capito tutti, ha celebrato il funerale di una misura che prevedeva la possibilità delle persone anche di efficientarsi la casa energeticamente. Ma molti hanno forse perso di vista anche l'obiettivo del miglioramento antisismico. Hai problemi strutturali alla tua casa? puoi metterla in regola, puoi sistemarla e se non hai soldi puoi avvalerti, come abbiamo detto, della cessione del credito. Voi con il DL Aiuti Quater siete intervenuti sul 110%, poi adesso con il DL Cessione dei Crediti siete intervenuti sulla possibilità di cessione dei crediti. Allora, con il DL Aiuti Quater però avete sancito un criterio di ingiustizia sociale. Qual è? Se una casa unifamiliare ha un reddito familiare fino a 15.000 euro parametrato per il proprio nucleo familiare, allora bene, può accedere alla misura del super bonus e della cessione dei crediti. Mentre invece se ha un euro in più non lo può fare. Ma attenzione perché il problema non è soltanto questo. Il problema è che se quella stessa famiglia che per esempio ha un reddito parametrato di 10.000 euro e quindi... Di 20.000 euro, immaginiamo di euro e quindi non può accedere al superbonus come unifamiliare, se per caso abita invece in un condominio, allora può accedere una questione assurda, cioè una, una disomogeneità assoluta e sconcertante a parità di reddito, se abito in un condominio e se sono ricco posso accedere al super bonus e alla gestione dei crediti se invece abito in una villa non lo posso fare, magari anche se guadagno anzi un reddito di soli 16.000 16 euro all'anno giudicate voi che cosa avete combinato ma adesso noi cercavamo di raddrizzare un po' la mira di questa, di questa misura, perché diciamo allora facciamo così, almeno quelle case che ricadono all'interno delle aree interessate da eventi calamitosi di terremoti a partire dal 2009, queste case prevedibilmente devono essere messe in sicurezza, deve essere accertata la loro vulnerabilità sismica. È importante per i proprietari di queste case avere la possibilità di capire se accedere ad un bonus o meno o se non hanno i soldi di poter accedere al meccanismo della gestione del credito d'imposta. Altrimenti mi spiegate voi come facciamo a chiamare questo DL ricostruzioni se non diamo la possibilità alle persone di ricostruirsi le case o di mettersele in sicurezza dal punto di vista strutturale? Per questi motivi chiedo al governo di rivedere questo, di rivedere questo parere. Il tempo c'è per poter sistemare l'emendamento e tutto il provvedimento. Toglietevi dalla coscienza queste famiglie che abitano nei comuni interessati da eventi calamitosi a partire dal 2009. Altrimenti smettetela. Di fare il minuto di silenzio o sprecare parole di cordoglio quando accadono in questo paese terremoti con cui si perdono le vite. Grazie. Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. 34.0 qualcuno vuole intervenire? Ah, no, ha detto verde, scusi. 34.01 con parere contrario di commissione governo e commissione bilancio. La votazione è aperta. Giustamente. Avete votato tutti, colleghi? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 277, votanti 275, astenuti 2, favorevoli 122, contrari 153. La Camera respinge, passiamo agli identici 34.02, 34.010. Ha chiesto di intervenire onorevole Curti. Prego onorevole. Grazie presidente, onorevoli colleghi, membri del governo. Ma cari colleghi, noi oggi siamo qui per approvare un decreto per la ricostruzione. E quando si pensa a fare un decreto per la ricostruzione, si presuppone che si voglia approvare un decreto a sostegno di chi deve ricostruire qualcosa. E in questo senso va l'emendamento che, che, che ho presentato, che è appunto quello sulla ricostruzione del sisma del centro Italia. E fin qui andrebbe anche tutto bene. Se non fosse però che nel mentre si inizia, iniziava... A lavorare a questo decreto nella giusta sede parlamentare, cioè quella del Senato, e qui quindi mentre a Palazzo Madama al Senato si lavorava ad un provvedimento per aggiustare alcune problematiche sulla ricostruzione, nello stesso tempo in un, su un altro palazzo, cioè quello di Palazzo Chigi, il governo emanava un decreto legge, cioè quello sul superbonus. Con cui invece, contrariamente a quello che si stava facendo in quel mom stesso momento al Senato, decideva, o meglio, forse è più corretto, ha deciso di bloccare in modo irreversibile quella che è la ricostruzione, andando di fatto ad annullare il, la misura del 110 proprio per, per i comuni del cratere sismico. Presidente, di fronte a questo, come possiamo parlare di un decreto per la ricostruzione oggi in quest'Aula? Allora noi dobbiamo tornare alla serietà e dire che questo provvedimento, che contiene a mio avviso anche aspetti importanti, molti dei quali noi li abbiamo condivisi diversi parlamentari insieme anche all'indomani della nomina del nuovo commissario eh, senatore Castelli, e quindi ne abbiamo condiviso alcuni aspetti di quel provvedimento, ma è chiaro che questa è una proposta di legge che senza il ripristino del super bonus non ha senso per quelle, per quelle, per quelle comunità. Ed è per questo che noi non possiamo accettare il parere contrario del Governo appunto su questo emendamento, con cui chiediamo invece di ripristinare il 110% per permettere a quelle comunità appunto di continuare nel processo di ricostruzione. Ed un'ultima cosa, poi chiudo Presidente, noi dobbiamo essere chiari anche nei confronti di quelle, di quelle comunità. Lo dico perché in questi giorni sembra che tutti vogliono risolvere il problema e a volte mi sembra anche assurdo che chi l'ha causato oggi vada in giro su quei, su quei territori dicendo che vogliono risolvere il problema, Beh, basterebbe semplicemente dire che forse era sufficiente non causarlo. Ma a parte questo, tutti sembra che oggi qui vogliono risolvere quel problema per quelle comunità colpite dal sisma, ma poi quando se ne crea l'opportunità puntualmente si guarda da un'altra parte. E allora dobbiamo chiarirci una volta per tutte anche in quest'Aula, perché se siete d'accordo realmente per il ripristino del superbonus sul 110 nella sua eh, interezza a favore di quelle comunità, Oggi bisogna votare a favore di questo emendamento. Diversamente smettiamola di andare su quei territori che si aspettano invece risposte da parte del governo, da parte di quest'aula, invece a raccontare delle falsità appunto su questo provvedimento. Grazie onorevole, ha chiesto di intervenire l'onorevole Torto, prego collega. Sì, grazie Presidente. Intanto per sottoscrivere eh, l'emendamento del collega e per intervenire sul tre quatter zero dieci, a mia prima firma. Uh, parliamo del decreto ricostruzione, un provvedimento che si dovrebbe rivolgere al sostegno di quelle popolazioni più fragili, quelle colpite uh, dagli eventi sismici che hanno in realtà destabilizzato la vita di, di questi cittadini. Ebbene invece siamo di fronte ad un provvedimento che raggiunge l'apice della contraddittorietà e eh, dell'imbarazzante disastro che questa maggioranza e questo governo mette in piedi in tema di superbonus. Ecco presidente, io eh, trovo davvero paradossale che in quest'Aula molti parlamentari abruzzesi sono stati intercettati dal sindaco Biondi per essere messi al corrente, compresa l'onorevole Giorgia Meloni, del fatto che il Consiglio Comunale dell'Aquila abbia dato mandato al sindaco per chiedere che ci fosse lo sblocco dei crediti fiscali per l'attuazione del superbonus proprio nei territori. Colpiti dal terremoto, e invece questa maggioranza che cosa fa? Oggi vedremo i, vo i voti che verranno restituiti a questo emendamento. Vedremo chi darà voce ai cittadini aquilani perché il sindaco Biondi ha ricevuto più ascolto dall'allora Presidente Conte che dalla sua leader di partito Giorgia Meloni. Perché oggi con il decreto ricostruzioni questo emendamento viene bocciato, quindi la nostra proposta di sblocco dei crediti per i territori terremotati è bocciata. Con la Promessa però. Che ci sarà un'apertura, paventata anche dal presidente della Regione Marco Marsiglio, Regione Abruzzo, uh, l'apertura un possibile uh, ritorno indietro. Quindi, a conferma che siamo di fronte al governo della retromarcia e al governo dell'ennesima giravolta, perché nello stesso decreto con, la quale Giorgio Meloni, con il quale Giorgia Meloni blocca la cessione della circolazione dei crediti. Bene, in quello stesso decreto forse ci sarà una riapertura per i territori eh, che sono stati colpiti dal sisma. Io questo lo trovo imbarazzante, degno di una maggioranza vergognosa in cortocircuito, i cui rappresentanti sui eh, territori fanno tutto il contrario di quello che decide la loro premier leader di partito, Giorgia Meloni. Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione gli identici 34.02 e 34.010 con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Qualcuno non riesce a votare? Rubano. Il collega Rubano ha votato. Abbiamo votato tutti, la votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 276, astenuti 3, favorevoli 121, contrari 155, la Camera respinge. Passiamo all'emendamento 34.03. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione, con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Qualcuno riesce a votare? No? La votazione è chiusa. Presenti 275, votanti 273, astenuti 2, favorevoli 119, contrari 154, la Camera respinge. Passiamo al 3.9.1, Curti. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Avete votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 277, astenuti 2, favorevoli 121, contrari 156. La Camera respinge. Passiamo al 3DCS.03. Caso se nessuno... L'onorevole Caso. Prego, onorevole. Grazie signora Presidente. Ci tengo ad illustrare questo emendamento perché forse, visto il parere contrario, non si è capito il suo contenuto. In realtà, questo emendamento viene fuori dalla constatazione sul campo, come si suol dire, eh, delle necessità del, dell'isola Dischia, dei comuni che sono stati investiti da più tragedie in pochi anni. Ebbene, si chiede una cosa abbastanza semplice, si chiede di dare manforte ai comuni, in particolare a quello di Casamicciola, con un'immissione di personale perché se ne, ha bisogno, se ne ha bisogno. Chiediamo infatti con questo emendamento di andare in deroga ovviamente ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente proprio perché altrimenti sarebbe difficile e quindi proponiamo di assumere otto unità all'interno del Comune di Casamicciola e due per ognuno dei comuni restanti dell'isola. Unità da impiegare a tempo determinato per affrontare l'emergenza che c'è ed è palese. Serve questa immissione per un motivo chiaro, perché possiamo investire tutte le risorse che vogliamo nella, nella struttura commissariale, ma dobbiamo tenere ben presente che poi alla fine. In diverse azioni è necessario l'intervento degli uffici comunali e in questi uffici comunali ormai i dipendenti si contano sulle dita di una mano e funzionano solo grazie al supporto di tirocinanti dell'università che tristemente, ripeto tristemente portano il precariato anche negli enti pubblici e questo è vergognoso. E quindi vi invito a tutti a Ovviamente cambiare idea e votare in modo favorevole perché ce n'è bisogno, perché quello che sta succedendo è che seppur con la struttura commissariale al lavoro spesso si crea un collo di bottiglia, facile, chi sa come funzionano i comuni lo può immaginare. Si crea un collo di bottiglia perché poi la struttura va avanti ma poi serve l'azione degli uffici comunali che con un solo dipendente, massimo due, non riescono a lavorare. E quindi di qui di nuovo il mio invito a votare. In modo favorevole questo emendamento. Grazie. Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. 3 deces.03 caso, con parere contrario di commissione governo e commissione bilancio. La votazione è aperta. Caso. Avete votato tutti, colleghi. Sì. Aspetto. Ah, Baldino, scusi, non l'avevo vista collega. <ride> prego, prego, eh, non... l'aspettiamo. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 264, astenuti 15, favorevoli 108, contrari 156, la Camera respinge. Passiamo al 3.04, caro Tenuto, se nessuno chiede... Caro Tenuto, prego. Con questo emendamento stiamo chiedendo semplicemente di, di dare la Cassa di integrazione guadagni in deroga uh, a chi ne, può, ne potrebbe beneficiare, cioè piccole, piccolissime imprese. È, una, è un emendamento che abbiamo presentato già nel precedente, nel precedente decreto Ischia, c'era stato dato un mezzo parere favorevole, qui non si capisce perché invece uh, si sta bocciando qualcosa che, di cui abbiamo trovato anche le coperture. Io sono uh, un po' avvilito sia da, da, da come si sta governando questo Paese in generale, abbiamo assistito stamattina a una discussione, uno scaricabarile circa le responsabilità per uh, quelle morti di Cutro che gridano, che gridano vendetta, che gridano giustizia, anzi forse. E adesso stiamo assistendo a, a delle briciole che si stanno dando, uh, non si sa perché ci sia questo, questo decreto che non dà niente praticamente, non c'è niente, eh, o dà comunque pochissimo. Vi invito a, a riconsiderare il parere e eh, eh, niente. Eh, grazie. Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione, 3 deces.04 caro tenuto, con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Avete votato tutti? Sì. Ha votato? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 282, votanti 280, astenuti 2, favorevoli 123, contrari 157. La Camera respinge. Passiamo al 311, es.1, Sarracino. Se nessuno chiede di intervenire, lo Chiede di intervenire a Simiani. Prego. Sì Presidente, vorrei intervenire su questo emendamento, eh, sui comuni di Casamicciola e Laccameno. Però prima di, di parlare questo, di questo emendamento, sicuramente importante, vorrei fare una, una specie di riflessione politica su quello che sta succedendo in quest'Aula, perché vedo poca, poca attività o poca vitalità da parte della maggioranza su un tema così importante. Oggi sul tema della ricostruzione dovremmo avere tutti un rispetto maggiore, ma soprattutto un confronto maturo, eh, che oggi manca. Io capisco che la discussione è, arriva, è arrivata qua già tutta chiusa dal Senato, ma abbiamo bisogno di discutere con voi, abbiamo bisogno di confrontarci su questi temi che sono importanti, soprattutto su un'isola un che oggi ha ancora bisogno di risorse come, come l'isola di Ischia. E guardate, il tema che è in discussione soprattutto su due comuni che oggi sono stati colpiti eh, nel, mese, eh, nel mese di novembre eh, a Ischia quello di Laccamene e quello di Casamicciola nelle aduzioni sentendo il, il, il commissario eh, ma soprattutto tutte le associazioni di categoria questi due comuni oggi che sicuramente sono perle che dovranno splendere nel periodo soprattutto eh, estivo e anche primaverile hanno bisogno di risorse. Ecco perché noi chiediamo ancora più risorse a questi comuni e ancora più risorse all'isola di Ischia che oggi ha bisogno di ritrovare il suo splendore visto che è stata colpita più volte da situazioni sicuramente tragiche. Grazie. Grazie se nessun altro chiede di intervenire, lo pongo in votazione. 3.11. Sarracino, con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 281, votanti 277, astenuti 4, favorevoli 123, contrari 154. La Camera respinge. Passiamo al 311.03 Simiani. Se nessuno chiede di intervenire. Ferrari, prego. Grazie Presidente. Con questo emendamento intendiamo proporre. Eh, un con finanziamento scusi, ma credo ci sia un problema al microfono se forse può usare quello accanto forse ero lontana no. No. grazie prego con questo emendamento intendiamo proporre eh, esattamente quegli aiuti eh, di cui parlava poco fa il collega Simiani per eh, l'isola di Ischia per una vera ricostruzione a seguito sia del, del terremoto sia dell'alluvione e sono ehm, contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative sostanzialmente per la delocalizzazione, un contributo per la costruzione o per l'acquisto di immobili sostitutivi ai soggetti proprietari che, eh, di, di case che sono oggi inagibili, eh, ma anche misure per le sistemazioni ehm, temporanee degli aventi titolo e misure di sostegno in campo economico e occupazionale, stiamo parlando di aiuti alle attività economiche, ai titolari di attività economiche che hanno subito eh, danni, ai dipendenti delle aziende e ai lavoratori stagionali. Eh, ecco, proponiamo per queste misure una copertura finanziaria nella contabilità speciale incrementata di 160 milioni per l'anno 23 e di 100 milioni per ciascun anno 24, 25, eh, 24 e 25. E, mh, autorizziamo anche il eh, commissario straordinario all'utilizzo di, eh, di queste risorse. Eh, ricordiamo che questa è esattamente una richiesta che abbiamo fatto nel decreto precedente e che è stata ignorata e allo stesso modo anche oggi, visto il parere negativo del governo. Grazie. Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. 311.03 Simiani con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio, la votazione è aperta. Votato tutti? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 275, astenuti 4, favorevoli 119, contrari 156, la Camera respinge. Passiamo al 311.05, De Luca chiede di intervenire, prego onorevole. Grazie Presidente, con questo emendamento riprendiamo una richiesta che abbiamo formulato nelle settimane scorse che mira a colmare un vuoto una lacuna enorme presente nel, nell'attuale provvedimento e presente già nel precedente decreto legge che avete approvato e poi convertito. Chiediamo di prevedere e di stanziare le risorse necessarie per consentire ai cittadini e alle famiglie colpite dall'alluvione di poter delocalizzare e di poter ricostruire la propria abitazione in un altro luogo dell'isola, addirittura dell'area metropolitana di Napoli. È una proposta di assoluto buonsenso. Eh, il problema è che qui, da troppe settimane e da mesi, manca il buonsenso nel Governo. Manca l'attenzione necessaria alla popolazione dell'isola di Ischia, che invece avrebbe necessità di risorse adeguate non solo per la messa in sicurezza del territorio, della mitigazione del rischio, ma anche e soprattutto per avviare le operazioni di ricostruzione che necessitano, lì dove non è possibile ripristinare gli immobili che sono andati distrutti di un contributo specifico, idoneo, congruo per consentire alle famiglie di poter riprendere e ricostruire il proprio luogo, la propria abitazione familiare in un'altra area adeguata a tal fine. Purtroppo continuiamo a riscontrare un atteggiamento di diciamo, eh, sordità rispetto alle richieste che arrivano dalla popolazione di Ischia colpita. Non ne capiamo le ragioni. I fondi stanziati finora sono assolutamente inadeguati e insufficienti rispetto non alle richieste fatte dal Partito Democratico, ma alle richieste che sono state avanzate allo stesso Commissario. Allora chiariteci le ragioni per le quali eh, ritenete di non dover dare seguito a delle richieste di assoluto buonsenso che mi pare peraltro siano condivise anche dalla vostra maggioranza politica, ma che però senza la previsione di un'adeguata dotazione finanziaria si rivelano assolutamente inattuabili ed inefficaci. Abbiamo bisogno oggi di stanziare le risorse necessarie per consentire finalmente il ripristino dello Stato, dei luoghi, la messa in sicurezza del territorio di Ischia colpito e la ricostruzione dei luoghi che sono andati distrutti. Abbiamo necessità e avete necessità di mettere in campo tutte le misure economiche e finanziarie per aiutare le famiglie Colpite. È intollerabile la vostra, il vostro atteggiamento di disinteresse rispetto a un dramma che ha colpito il 26 novembre scorso l'isola e che ancora aspetta le risposte adeguate e necessarie dal vostro governo. Basta mettere in campo solo decreti che hanno titoli e forma, ma nessuna sostanza e contenuto adeguato, reale, per consentire all'isola di ricostruire eh, i luoghi distrutti e di ripartire, alle famiglie di poter ricostruire un proprio luogo e una propria abitazione familiare. Per cui davvero vi chiediamo di riconsiderare il parere contrario rispetto a questo emendamento e di dare seguito a una norma che è di assoluto buonsenso e che vi viene richiesta dalle famiglie dell'isola colpite. Grazie. Grazie onorevole. Chiedo di Santillo. Prego onorevole. Grazie Presidente, non solo per richiedere la posizione della firma, ma anche per, perché ci tengo molto ad evidenziare un concetto espresso al punto 3 di questo emendamento, cioè il fatto che questi palazzi, queste case, che eventualmente devono avere accesso al contributo e quindi previo abbattimento, debbano essere muniti di, di un titolo abilitativo ordinario oppure conseguire una sanatoria. Quindi è bene specificare questo termine affinché tutti abbiano contezza del perché votiamo favorevolmente. Grazie. Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. 311.05 De Luca, con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio, la votazione è aperta. Avete votato tutti colleghi? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 263, astenuti 16, favorevoli 110, contrari 153. La Camera respinge. Passiamo al 311.01 di Sanzo. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 262, astenuti 17, favorevoli 107, contrari 155. La Camera respinge. Passiamo al 3.11.017 Simiani. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti? Sì? La votazione è chiusa. Presenti 278, votanti 274, astenuti 4, favorevoli 122, contrari 152. La Camera respinge. Passiamo al 311.07, caso. Caso chiede di intervenire. Prego, Onorevole. Grazie Presidente. Con questo emendamento. Portiamo in quest'Aula per l'ennesima volta una necessità che inspiegabilmente non è colta da questo governo per quanto riguarda la tragedia dell'isola di Schia. Si propone, propone l'istituzione di una zona franco urbana che permetterebbe alle attività commerciali diverse esenzioni dall'imposta sui redditi, l'IRAP e così via, l'IMU esenzioni che dovreste sapere sono necessarie, sono necessarie per far ripartire l'economia di un'isola che è devastata. Lo stiamo continuando a dire, ma poi nei fatti si fa poco e nulla. L'istituzione di una zona franco urbana che sarebbe normale, sarebbe normale perché in genere per altre catastrofi nelle altre zone d'Italia lo si è fatto. E sinceramente ora mi viene da dire tranquillamente votate contro, colleghi di maggioranza. Il caro Governo ignora questa richiesta, però, però tranquillamente votate contro, ma almeno, almeno evitate, si eviti, di poi andare sull'isola e raccontare che invece queste cose le si vogliono fare. Perché se da un lato abbiamo esponenti di partiti di maggioranza che vanno a raccontare ai cittadini di Casamicciola che queste cose le porteranno avanti, io dovrò ritornare a dirgli che assolutamente non è così, perché costantemente per la terza volta si vota contro all'istituzione della zona francourbana che, ripeto, ripeto, dovrebbe essere una cosa naturale perché in altre zone d'Italia è stata tranquillamente istituita. Quindi, una mano sulla coscienza e votiamo a favore di questo emendamento. Grazie. Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi, lo pongo in votazione. 3.11.07 Caso con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti i colleghi? Sì. La votazione. Orlando Ghio. Collega Ghi ha votato, la votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 260, astenuti 19, favorevoli 108, contrari 152, la Camera respinge. Passiamo al 311.08 Santillo. Se onorevole Caso, prego. Grazie signora Presidente. Si continua su emendamenti per l'isola di Ischia, visto che questo Governo se ne dimentica e si prova a suggerire un qualcosa di semplicissimo, qualcosa di semplicissimo che è fondamentale per l'economia dell'isola, ovvero un riconoscimento, un indennizzo per i mancati e gli ovvi mancati ricavi per le attività commerciali dell'isola. Vi ricordo che l'isola ha subito in pochi anni sia un terremoto che un'alluvione. Vi ricordo che eh, l'economia dell'isola d'Ischia è fondata sul commercio e sul turismo e quindi se continuiamo semplicemente ad ignorare tutto questo, stiamo dicendo ai cittadini dell'isola, ai commercianti dell'isola, non riaprite le vostre attività perché questo quello che tranquillamente e facilmente si può vedere andando nei comuni di Casamicciola e negli altri. Semplicemente si possono vedere le saracinesche chiuse e semplicemente si può parlare con i commercianti che ti dicono "Noi il prossimo settembre, la prossima stagione estiva non la faremo, non la faremo, non ci riusciremo a sopravvivere". E quindi è fondamentale, fondamentale intervenire. Ma forse questo voi non lo sapete perché ci tengo a ricordare una cosa che dissi tempo fa in quest'Aula, una cosa secondo me tremenda, ovvero che è assurdo, è assurdo che dopo tutto questo tempo il presidente Meloni non si sia degnata di mettere il piede nel comune di Casamicciola, è assurdo. Grazie. Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. 311.08 Santillo con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti i colleghi? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 280, votanti 276, astenuti 4, favorevoli 121, contrari 155. La Camera respinge. Passiamo al 31.09 Caramiello. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Con parere contrario di commissione governo e commissione bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti, i colleghi. Sì. La votazione è chiusa. Presenti 272, votanti 268, astenuti 4, favorevoli 118, contrari 150. La Camera respinge. Passiamo al 311.010, l'abbate. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti i colleghi? Sì? No? Cesar ha votato. La votazione è chiusa. Presenti 277, votanti 273, astenuti 4, favorevoli 119, contrari 154. La Camera respinge. Passiamo al 3.11.011, Curti. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti i colleghi. Sì. La votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 275, astenuti 4, favorevoli 120, contrari 155. La Camera respinge. Passiamo al 3 undices Pavanelli. Su cosa collega? Grazie signora Presidente, sull'ordine dei lavori. Prego. Vorrei denunciare di nuovo che in quest'Aula ci sono i pianisti. Vorrei chiedere per favore alla Presidenza di far togliere le schede di chi non è qui presente fisicamente. Grazie. Grazie collega, come l'altra volta la segnalazione va fatta diciamo, puntuale, invito i segretari a osservare cosa accade durante le votazioni perché naturalmente come sapete colleghi non è consentito. Passiamo al 311.014 Morfino. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Avete votato tutti i colleghi? Collega, colleghi, avete votato tutti? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 275, votanti 272, astenuti 3, favorevoli 120, contrari 152, la Camera respinge. Passiamo al 311.015 Graziano. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Avete votato tutti colleghi? Sì? La votazione è chiusa presenti 278, votanti 274, astenuti 4, favorevoli 119, contrari 155. La Camera respinge. Passiamo al 311.016 De Luca, se nessuno chiede di intervenire lo De Luca, prego onorevole. Grazie presidente. Ma questo è un altro di quegli emendamenti che in realtà Presentiamo per porre rimedio a una anomalia assoluta che riscontriamo in questo, così come nel precedente provvedimento, già approvato dal Governo e dalla maggioranza. Chiediamo semplicemente di esentare i proprietari degli immobili che sono concessi in locazione ai soggetti, alle famiglie, alle persone danneggiate dagli eventi calamitosi del ventisei novembre scorso di essere esentati alla corrisponsione degli imposti o degli oneri fiscali relativi a questi immobili. Noi stiamo chiedendo un impegno di solidarietà alle famiglie dell'isola di Ischia e chiederemo semplicemente al Governo di esentare queste famiglie che danno prova di accoglienza e di solidarietà dal pagamento delle imposte o degli oneri fiscali su quegli immobili che sono concessi in locazione. E Mi pare una richiesta di assoluto buonsenso che si affianca ad altre. Dello simile, di simile tenore, quelle di esentare i comuni coinvolti al pagamento dell'ATARI e di avere un rimborso rispetto al mancato introito diciamo, dell'ATARI per poter continuare a erogare i servizi e una sospensione del pagamento dei mutui MEF. Nulla di tutto questo è previsto e nulla di tutto questo voi prevedete su nostra richiesta in questo provvedimento, così come nulla è previsto per aiutare le famiglie, i lavoratori e le attività economiche con adeguate misure di sostegno e di ristoro economico, sociale e occupazionale. Davvero un voto assoluto, pericolosissimo e incomprensibile di misure di sostegno e di supporto alla popolazione che è stata colpita da questo dramma e alle quali voi, alla quale voi assicurate sempre solo a parole o a chiacchiere sostegno e vicinanza, ma nella sostanza non mettete a disposizione nessuna misura economica, sociale, di carattere occupazionale o fiscale necessaria ad aiutarle a poter ripartire e eh, diciamo, eh, riprendere una normalità nell'isola. È un vuoto davvero drammatico al quale voi vi chiediamo di porre rimedio. Purtroppo c'è cioè, da parte vostra continua un atteggiamento di totale indifferenza, incomprensibile perché, peraltro, si... le misure che stiamo chiedendo sono misure che sono già state previste per altri eventi calamitosi simili in altre regioni d'Italia. Non si capisce perché a Ischia non debbano valere le regole, le norme, le misure di sostegno che avete approvato e che sono state negli anni previste per altri territori, giustamente e correttamente colpiti da eventi calamitosi del genere. Allora, vi chiediamo davvero un sussulto di orgoglio e anche di, diciamo, attenzione, rispetto a una popolazione e a un territorio che non può essere abbandonato come voi state facendo in misura in, in modo assolutamente drammatico ed incomprensibile. Date risposte alle richieste che vi stiamo ponendo e sono richieste che vi pone la popolazione di Ischia, i comuni e gli amministratori locali. Non è tollerabile il silenzio, la disattenzione e l'abbandono che state riservando a questo territorio e a questa popolazione. Grazie onorevole. Ha intervenire l'Onorevole Auriemma. Prego. Aspetti, microfono, prego. Presidente per sottoscrivere e per sottolineare che per questo governo i cittadini di Ischia sono evidentemente cittadini serie B. Grazie. Grazie onorevole. Prima di porlo in votazione saluto il gruppo della pastorale universitaria della diocesi di Trieste che assiste ai nostri lavori dalle tribune. Adesso passiamo alla votazione. 311.016 De Luca con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. La, avete votato tutti? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 282, votanti 265, astenuti 17, favorevoli 109, contrari 156. La Camera respinge. Passiamo al 3 terdeces.01 morfino. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Con parere contrario di Commissione e Governo la votazione è aperta. Votato tutti colleghi? Sì? La, vota... no. okay. La votazione è chiusa. Presenti 282, votanti 278, assenuti 4, favorevoli 121, contrari 157. La Camera respinge. Passiamo al 4.1 Simiani. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti colleghi? Sì? La votazione è chiusa. Presenti 279, votanti 275, astenuti 4, favorevoli 119, contrari 156, la Camera respinge. Passiamo agli identici 4.2 Labbate 4.3 Bonelli. Se nessuno chiede di intervenire li pongo in votazione. Con parere contrario di Commissione e Governo la votazione è aperta. Avete votato tutti i colleghi? Sì? La votazione è chiusa. Presenti 280, votanti 275, astenuti 5, favorevoli 118, contrari 157. La Camera respinge. Passiamo al 5.1 Curti. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione con parere contrario di commissione Governo e commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti? Sì? La votazione è chiusa. Presenti 281, votanti 278, astenuti 3, favorevoli 122, contrari 156, la Camera respinge. Siamo al 5.2, Curti, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione col parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio, la votazione è aperta. Votato tutti i colleghi, Conge ha votato, la votazione è chiusa. Presenti 280, votanti 276, astenuti 4, favorevoli 120, contrari 156, la Camera respinge. Passiamo agli identici 5.3, 5.4, 5.3 Fede, 5.4 Bonelli. Se nessuno chiede di intervenire li pongo in votazione. Con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio la votazione è aperta. Votato tutti? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 280, votanti 268, astenuti 12, favorevoli 110, contrari 158. La Camera respinge. Passiamo al 5Sexies.01 Ferrari. L'onorevole Ferrari chiede di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Questo emendamento eh, propone il gratuito patrocinio da parte dello Stato per le vittime di eventi emergenziali, che immaginiamo di poter inserire all'interno del Fondo di Rotazione per la Solidarietà le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e, e agli orfani per crimini domestici. Ecco, all'interno di quel fondo aggiungere anche i soggetti che hanno subito un danno in conseguenza degli eventi emergenziali e a copertura di questa proposta abbiamo eh, individuato una cifra di un milione di euro per gli anni 23, 24 e 25. Anche su questa uh, proposta di uh, aiuto a tutte le vittime di eventi emergenziali abbiamo ricevuto risposta negativa uh, sia dal governo sia in Commissione purtroppo. Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi lo pongo in votazione. 560.01 Ferrari con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Votato tutti colleghi? Sì? La votazione... No. Ha votato? La votazione è chiusa. Presenti 276, votanti 259, astenuti 17, favorevoli 105, contrari 154. La Camera respinge. Passiamo agli identici. 5 Sexies.02 Braga e 5 Sexies.03 Sportiello. Se nessuno chiede di intervenire, onorevole prego. Di Lauro, prego. Grazie Presidente. Allora, questo provvedimento si chiama decreto ricostruzione. Se si chiama così vuol dire che qualcosa è andato distrutto. Quello che purtroppo molto spesso va distrutto è la vita delle persone, persone che sono vittime di quelle che sono considerate delle stragi, perché sono persone che perdono la casa, che perdono i cari, che perdono la famiglia. In queste condizioni è chiaro che ci troviamo a rapportarci con persone che hanno dei traumi fortissimi, che hanno delle ferite che probabilmente nel corso della loro vita non guariranno mai. È quindi fondamentale in un contesto del genere tanto drammatico intervenire con tempestività. Spesso ci sono degli psicologi che in maniera volontaria intervengono e danno aiuto e supporto a queste persone, ma non può essere sempre eh, tutto. Mano ai, vol ai volontari, deve esserci anche un servizio che sia strutturale, un servizio che intervenga puntualmente in situazioni del genere. Attualmente in Italia non abbiamo un vero e proprio servizio di psicologia dell'emergenza e quindi almeno con questo fondo noi chiediamo che eh, si possa intervenire in situazioni così gravi, che ci possa essere un supporto di tipo psicologico, sociale. Ed educativo anche ai milioni coinvolti. Questo emendamento chiede una spesa di 2 milioni di euro per le casse dello Stato, è assolutamente una cifra più che ragionevole e quindi inviterei davvero il Governo a rifletterci. Grazie. Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione gli identici 56S.02 Braga e 56S.03 Sportiello con parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Avete votato tutti colleghi? No. Todde. Prego, prego collega, l'aspettiamo, non si preoccupa. Collega Todde. Ha votato? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 274, votanti 270, astenuti 4, favorevoli 117, contrari 153, la Camera respinge. Avverto che consistendo il disegno di legge di un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Ha chiesto di intervenire per illustrare l'ordine del giorno numero uno il deputato Abubakar Somaoro. Ne ha facoltà. Prego onorevole. Colleghi vi chiederei di uscire se dovete uscire in silenzio per consentire all'onorevole di svolgere il suo intervento. Onorevole deve premere il microfono però. Prego. Onorevole Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, l'importanza di una politica di prevenzione in relazione ai temi del consumo del suolo e del dissesso... Aspetto. Colleghi, per cortesia, così consentiamo al collega di svolgere l'intervento. Prego, onorevole. L'importanza di una politica di prevenzione in relazione ai temi del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico legata anche alle conseguenze della crisi climatica assume un ruolo fondamentale e crescente in materia di sostenibilità ambientale e di pianificazione urbana. Infatti, secondo l'ISPRA, oltre 7 milioni di italiani vivono in zone a rischio di frana. O alluvione, in particolare 1.028.000 abitanti sono a rischio frane e oltre 6 milioni di abitanti a rischio alluvione. Oltre 16,6% 16 di territorio nazionale è classificato a maggior pericolosità con 7 milioni comuni interessati dal fenomeno. L'Italia risulta essere il paese europeo maggiormente interessato dal fenomeno franose, con circa i due terzi della frana, delle frane censite in Europa. Presidente, preferisco aspettare. Colleghi. Dobbiamo mettere in condizione il collega di svolgere il suo intervento, non si riesce proprio a sentire la voce. Se volete uscire, uscite, altrimenti restate senza parlare. Prego, collega, vada avanti. È una questione di rispetto nei confronti di quest'Aula, che rappresentiamo tutti e tutte, soprattutto tutte e tutti. Il fenomeno della degradazione del suolo del nostro paese è dovuto a numerosi fattori spesso interconnessi tra loro. Tra questi ricordiamo la cementificazione, l'abusivismo edilizio, la deforestazione, l'abbandono dei territori, l'alterazione dei corsi d'acqua, la mancanza o la scarsa manutenzione del suolo. Una situazione che necessita la messa in campo di soluzioni in ottica di prevenzione, tra le principali soluzioni per ridurre le cause. Del dissesto idrogeologico vi sono alcuni interventi, come la riforestazione delle aree boschive, il controllo dello sviluppo urbano, la polizia e la manutenzione dei corsi d'acqua, gli interventi di consolidamento del terreno dove è necessario. Particolare importanza assume anche la possibilità di adottare politiche che contrastando il fenomeno dell'abbandono dei terreni e quindi dell'improduvità degli stessi riconoscano la grande importanza dell'agricoltura come strumento di manutenzione dei terreni occorre quindi valorizzare il mondo agricolo in un'ottica di sostenibilità e di miglioramento ecologico a tal riguardo il PNRR prevede una serie di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, per ridurre gli interventi di emergenza sempre più necessari a causa della delle frequenti calamità, è necessario intervenire in via preventiva attraverso un ampio programma di prevenzione. Tra le priorità del piano vi è la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Per questo, reputo indispensabile che questo ordine del giorno sia accolto favorevolmente da parte del Governo e sia anche messa a votazione. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire per illustrare l'ordine del giorno numero 12 la deputata Latini. Ne ha facoltà. Collega Latini, prego. Sente. Grazie Presidente, sarò brevissima con questo ordine del giorno. Volevo solamente intanto ringraziare il Governo perché attraverso questo decreto Sisma finalmente si è ha portato una deroga importante del numero minimo delle classi nell'area del cratere. Senza questa deroga, purtroppo eh, presidente che è stata chiesta da anni da tutti i sindaci del territorio, le classi non si potevano formare in questi piccoli borghi che Ovviamente hanno sofferto lo spopolamento con il sisma e quindi attraverso questo DG si chiede un'interpretazione estensiva e una precis precisazione che eh, questo provvedimento deve essere esteso a tutte le scuole dell'area del Cratere, a tutte le istituzioni scolastiche e non solo alle eh, ovviamente scuole che sono inagibili perché ad oggi visto che il sisma è del 2016-2017 ecco tante scuole sono state ricostruite sono state ricostruite con i fondi sisma sono state ricostruite o stanno in fase di ricostruzione con i fondi anche PNRR e quindi non possono rimanere vuote eh, quindi eh, sappiamo che la scuola è un presidio fondamentale per far ritornare le famiglie in questi luoghi e quindi eh, anche nella commissione cultura e istruzione dove ero relatrice quando abbiamo affrontato questo tema abbiamo dato parere favorevole a questa interpretazione appunto, estensiva eh, affinché appunto, ci sia questa deroga in tutte le scuole del eh, cratere. Quindi ringrazio intanto il Governo perché ha trovato delle risorse e soprattutto perché questo intervento è strutturale. Non parliamo di un anno ma parliamo di eh, quasi di sei anni perché arriviamo, queste risorse arrivano a coprire eh, la necessità appunto eh, per dare la possibilità ai dirigenti dell'Ufficio regionale scolastico di eh, assumere eh, più insegnanti e più personale ATA fino al 2029. Quindi, una, ecco, eh, un intervento molto importante che mai nessun governo dopo tanti anni di richieste era riuscito a fare. Grazie. Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Prego. Grazie presidente. Perché sono arrivati eh, una serie di ordini del giorno, chiederei una sospensione di perlomeno 15 minuti. Grazie. Bene. Allora a questo punto sospendiamo la seduta che riprenderà alle 16.50 con, con il parere e poi le votazioni degli ordini del giorno. La seduta è sospesa. La seduta è ripresa. Invito la rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno. Avviso che l'ordine del giorno Zinzi 11 è stato ritirato. Prego sottosegretaria. Le Grazie leggo io, leggo lei come preferisce. Allora, ordine del giorno eh, a firma Sumaro. Parere favorevole. Numero 1, Sumoro. Parere favorevole. Numero 2, Manzi. Favorevole, con riformulazione, a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Numero 3, Ricciardi. Accolto come raccomandazione. Numero 4, Curti. Favorevole, con riformulazione. Se a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Numero 5, De Luca. Accolto come raccomandazione. Numero 6 Simiani. Accolto come raccomandazione. Numero 7 Morfino. Favorevole con riformulazione. A valutare l'opportunità di. Numero 8 Caso. Contrario. Numero 9 Torto. Favorevole con la seguente riformulazione. Incentivi fiscali di qui a comma 8 Ter. Primo periodo. Nell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 numero 34 numero 10 Labbate contrario numero 11 è stato ritirato numero 12 Latini No, l'11 non è ritirato? a noi risulta ritirato, 13, 11, è ritirato. Sì, 12 Latini 11 Zinzi è stato ritirato numero 12 Latini c'è stato un errore? il 13 qualcuno del gruppo della Lega ci segnala se c'è stato un errore se era l'11 o il 13 o il 13 da ritirare onorevole Ziello quindi allora c'è stato un errore a questo quindi punto l'11 rimane allora, favorevole con riformulazione parere. nel rispetto di vincoli di finanza pubblica Bene 12 latini favorevole con riformulazione quindi è il 13 che è stato ritirato nel rispetto di vincoli di finanza pubblica è ritirato il 13 ok aspetti boff 13 14 baldelli Accolto come raccomandazione. Benissimo, grazie. Allora, A questo punto passiamo alle votazioni. Se nessuno chiede di intervenire, allora, ordine del giorno 1, su Mauro favorevole, procediamo. Ordine del giorno 2, Manzi favorevole con riformulazione, accetta la riformulazione, chiede di intervenire, accetta. Aspetti, prego. Sì. Accetto, accetto la, la riformulazione del, del governo. Spiace soltanto che sia, non sia stato accolto l'analogo emendamento che il gruppo del Partito Democratico aveva presentato proprio su, su questa importante questione. Grazie onorevole. Ordine del giorno 3, Ricciardi, accolto come raccomandazione. Va bene la raccomandazione? Sì. Ordine del giorno 4, Curti, favorevole con riformulazione. Gentilmente si può riascoltare la riformulazione. Se il governo può rileggere, ordine del giorno 4, Curti. A valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Onorevole Curti, accetta. Ordine del giorno 5, De Luca, accolto come raccomandazione. Va bene la raccomandazione, De Luca? Sì. Ordine del giorno 6, Simiani, accolto come raccomandazione. Va bene, Onorevole Simiani? Sì. Ordine del giorno 7. Morfino, favorevole con riformulazione, vuole intervenire? E accetto la riformulazione e lo metto ai voti. Allora, pongo in votazione l'ordine del giorno 7. Morfino, come riformulato dal governo, con parere favorevole del governo. La votazione è aperta. Colleghi, se vi... No, vedo, vedo che stanno arrivando, sto invitandoli a entrare con un po' di sollecitudine, ove possibile. Ci siamo, colleghi. Marchetti Sudano che sta votando. Bene, Scotto Scott ha votato. Avete votato tutti i colleghi? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 252, votanti 251, astenuti 1, favorevoli 251, contrari nessuno. La Camera approva. Ordine del giorno 8, Caso. Pare il governo è contrario, chiede di intervenire. Non onorevole Caso, prego. Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno, ma in realtà così come anche con i nostri emendamenti e gli altri ordini del giorno, abbiamo provato a dare un senso a questo atto, a dargli un po' di sostanza, insomma. Perché, perché nei fatti è chiaro che è un atto abbastanza vuoto, c'è poco, troppo poco. Ma niente, anche in questo caso, così come in passato, avete bocciato quasi tutte le, le nostre proposte. Io, insieme al gruppo del Movimento 5 Stelle, in particolare tra le varie, abbiamo provato nuovamente a dare, av ad avanzare soluzioni per uh, l'isola d'Ischia, soluzioni che Avete ignorato nel precedente decreto quello dedicato proprio all'isola e che continuate ad ignorare in questo. Soluzioni che in realtà sarebbero necessarie, soluzioni che darebbero dignità al popolo ischitano, popolo che ricordiamo è distrutto, ricordo ancora una volta, un popolo distrutto dalla terribile recente alluvione, dal terremoto, ma soprattutto soprattutto alla fine mortificato, mortificato, dal fatto che da questo governo alla... mortificato dal fatto che da questo governo alla fine è arrivata poco più di un'elemosina al momento, mortificato anche da quello che è accaduto all'indomani della tragedia dell'alluvione dove diverse forze politiche, non solo di maggioranza, anziché piangere morti, hanno iniziato a puntare il dito verso i cittadini dell'isola gli abusivi verso altre forze politiche a Ischia ci sono tornato proprio la settimana scorsa e ovviamente ho trovato un popolo in difficoltà un tessuto sociale letteralmente lacerato ma soprattutto sfiduciato perché se andate a fare un giro sull'isola quello che potete vedere è che per strada ci sono ancora i massi caduti dalla montagna Enormi massi, ci sono attività commerciali ormai sventrate, ci sono case diroccate ancora relative al vecchio sisma, neanche all'alluvione, e c'è ancora il segno del fango evidente un po' ovunque. Ho incontrato le istituzioni, ma soprattutto i commercianti, gli imprenditori, ho parlato con i dirigenti scolastici, i genitori e i. Ho avuto anche modo di vedere gli alunni, i troppi alunni costretti in condizioni difficili. La struttura commissariale sì, si sta adoperando, sta lavorando, ma è chiaro e palese a tutti o almeno a chi si degna di andare sull'isola che c'è bisogno di ulteriori sforzi. È necessario, lo dicevo prima, intervenire con maggiore personale nei comuni, in particolare a Casa Micciola, dove c'è veramente un forte bisogno, dove gli uffici sono operati e involontariamente, involontariamente diventano il collo di bottiglia per diverse operazioni. Uffici in cui il personale si conta sulle dita di una mano, una sola mano, e che va avanti con il lavoro di tirocinanti part time dell'università. Ed è una, vergogna, è una vergogna che anche nella pubblica amministrazione, negli enti comunali, negli enti pubblici, si vada avanti con un lavoro precario e provvisorio. È una vergogna che accada proprio negli enti pubblici. È necessario invece iniziare a dare veramente ossigeno, è necessario aiutare le attività commerciali. Ed è quello che di nuovo vi stiamo proponendo con questo ordine del giorno, ovvero con l'istituzione di una zona franco-urbana. Non diteci che non si può fare, lo si fa un po' ovunque in Italia dove c'è necessità, a quanto pare tranne nell'isola di Ischia. Ma questo lo sapete bene, lo sapete bene perché in realtà questa proposta è stata avanzata anche da colleghi di maggioranza nel decreto Ischia e di nuovo in questo decreto, salvo poi che cosa fare? Ritirarlo all'ultimo momento. Però le cose vanno raccontate e vanno raccontate per bene, perché da un lato ci sarebbe quasi da ridere se non stessimo parlando di una tragedia, perché mentre sull'isola insieme ai commercianti e ai cittadini parlavamo della necessità di, di questa zona franco-urbana, alcuni di loro... Mi dicevano, onorevole, ma in realtà questa, questa proposta sta andando avanti. È stata presentata dal senatore di maggioranza, canta la messa, non ci sono problemi, Lui ci ha, ci ha detto che si sarebbe fatta. Arrivo a conclusione, grazie. grazie, presidente. Insomma, anche nel caso di, di Ischia si continuano a raccontare menzogne e non lo fate neanche bene. Quindi vi invito ovviamente a votare questa volta in modo favorevole quest'ordine del giorno. Grazie. Grazie onorevole. Borrelli, prego, prego collega. Grazie. Grazie presidente. No, volevo sottoscrivere e intervenire a favore del, dell'intervento dell'ordine del giorno del collega eh, Caso e eh, di quegli interventi e tutti gli ordini del giorno che si stanno occupando del problema di Ischia. Guardate, a parte le, ehm, il sentiment che si è avuto dal punto di vista mediatico e eh, dei primi soccorsi, oggettivamente parlando, l'isola di Ischia sta scomparendo dal radar del Governo. Io vorrei dirvi che oggi il... Quotidiano delle, de, della Campania di Napoli eh, titola che ci stanno il 40% in meno di richieste sull'isola per il periodo di Pasqua, che generalmente è il tutto esaurito e sul territorio campano e sulle altre isole e anche nella città di Napoli c'è il tutto esaurito. Adesso la preoccupazione è che da una parte non stiamo lavorando per dare un contributo concreto all'isola. Voglio soltanto farvi un esempio. Il commissario Landini sta facendo una battaglia per ottenere il dragaggio rapido del porto di Casamicciola. Se il porto di Casamicciola non sarà riaperto entro il mese di maggio, non solo si avranno dei problemi di viabilità del mare e Ovviamente anche il porto su cui ad esempio si spostavano i rifiuti dall'isola alla terraferma, ma avremo un grandissimo problema per l'afflusso turistico. Allora rispetto a questo eh, mi sembra che si sta ragionando in questi termini. Dimentichiamoci e lasciamo andare. Tutti i colleghi che sono intervenuti, ultimo in ordine soltanto dell'ordine del giorno il collega Caso, stanno sottolineando il collega De Luca. De Luca Stanno sottolineando un problema. Noi non stiamo aiutando concretamente e materialmente gli abitanti, non stiamo sostenendo il rilancio turistico dell'isola, non stiamo mettendo in sicurezza il territorio ischitano, non stiamo risolvendo problemi strutturali dell'isola per permettere di camminare da solo perché poi gli ischitani sono un popolo orgoglioso, si è sempre rialzato da solo. E in questa occasione, in cui è stato proclamato in tutti i modi possibile e immaginabile il sostegno e l'aiuto, ci si sta dimenticando totalmente, immaginando che possa scomparire dal radar l'isola d'Ischia. Non è così. E quindi invito, tramite la sua persona, il Governo, a riflettere attentamente che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti che sono stati presentati sono in sostegno e anche per spingere il Governo a fare di più e meglio. Non è ovviamente una critica a priori, è una critica costruttiva perché se si è tentato di fare qualcosa i risultati raggiunti sono modesti o molto modesti e i colleghi anche della maggioranza che conoscono l'isola, che la frequentano, sanno benissimo che sto parlando al di là degli schieramenti di un qualcosa reale. Si sta perdendo di vista l'obiettivo finale che era quello di permettere agli schitani di poter rilanciare con i dovuti interventi la stagione turistica, agli alberghi di riaprire, ai cittadini colpiti di poter rientrare nelle loro abitazioni o di, averne, eh, di avere alternative, di mettere in sicurezza e abbattere finalmente quelle, alcune mostruosità e abusi che stanno sull'isola di questi risultati è stato raggiunto o si sta per raggiungere. E questa è una preoccupazione che il Governo non può evitare di tenere assolutamente presente. Grazie. Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'ordine del giorno 8 caso con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Avete votato tutti i colleghi? Sì, la votazione è chiusa. Presenti 258, votanti 251, astenuti 7, favorevoli 104, contrari 147, la Camera respinge. Ordine del giorno 9, torto, favorevole con riformulazione, chiede di intervenire, accetta la riformulazione collega. Pre Presidente, sì, uh, okay. l'accetto ma lo metto al voto. Okay, uh, senza uh, un attimo perché uh, vorrei spendere due parole in merito a questo ordine del giorno. Prego. Grazie. E, uh, non avevo contezza di possedere un potere, quello del convincimento immediato perché siamo di fronte a un ordine del giorno che tratta lo stesso tema bocciato da questa maggioranza circa 15 minuti fa. Quindi sono contenta di, di aver acquisito questo dono eh, ultraterreno, ma eh, tutto questo ci conferma che siamo di fronte a dei colleghi completamente allo sbaraglio, allo sbando che non sanno più che fare sul tema super bonus. Tanto che dalle agenzie di stampa, collega lei che si dibatte e si dimena, ci è stato reso noto che eh, come fratelli d'Italia avete addirittura eh, chiesto lo sblocco dei, dei, della circolazione dei crediti e dello sconto in fattura per il super bonus al decreto cessioni. Cioè il vostro governo blocca la circolazione dei crediti e voi nello stesso decreto chiedete lo sblocco. Ci siete o ci fate? Fatecelo sapere! Perché veramente avete mandato alla rovina un settore, li state prendendo in giro e soprattutto avete tolto la credibilità allo Stato. Colpa vostra, prendetene atto e chiedete scusa. Colleghi, vi ricordo che dovete rivolgervi alla Presidenza. Se non ci sono altri interventi, lo pongo in votazione, come riformulato dal governo, con parere favorevole del governo. Ordine del giorno 9, torto. La votazione è aperta. Avete votato tutti, colleghi? Sì. La votazione è chiusa. Presenti 258, votanti 248, astenuti 10, favorevoli 237, contrari 11, la Camera approva. Ordine del giorno numero 10, l'abbate, il parere del Governo è contrario. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Quindi ordine del giorno 10, l'abbate, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Avete votato tutti? Sì? La votazione è chiusa. Presenti 262, votanti 259, astenuti 3, favorevoli 112, contrari 147. La Camera respinge. Ordine del giorno 11. Zinzi, favorevole con riformulazione. Accetta la riformulazione? Sì. De Luca mi ha accettato la riformulazione, quindi no, non possiamo, se, a meno che non si proceda al voto, ma non mi pare. Ordine del giorno 12, Latini, favorevole con riformulazione, accetta. Ordine del giorno 13 è stato ritirato. Ordine del giorno 14, Baldelli, accolto come raccomandazione. Va bene Baldelli, mi date un cenno. Chiede di intervenire. Accolgo. Accoglie. Accoglie, bene. Passiamo alle. Dichiarazioni di voto. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Pino Bicchielli. Prego onorevole. Grazie, Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, signori del Governo. Dopo, dopo ogni evento sismico calamitoso che ha colpito il nostro territorio c'è un messaggio. Un grido che le popolazioni e i territori fanno pervenire quasi in automatico alle istituzioni. E agli organi di stampa. Non lasciateci soli. Chi subisce sulla propria pelle la perdita della propria abitazione, dei propri beni e, nei casi peggiori, anche di persone care, prima di ogni altra cosa ha paura di vivere in solitudine quella tragedia. Il segreto della buona politica risiede proprio nel non lasciare inascoltato questo grido di dolore, anche e soprattutto quando telecamere e media spengono i riflettori. Non solo. È proprio in questi casi che la politica è chiamata a riprendere la sua vocazione originaria, trasformando anche le emergenze in opportunità per i territori. È accaduto in occasione della pandemia, a seguito della quale sono stati stanziati i fondi previsti dal PNRR. Lo deve essere anche per ogni evento calamitoso che colpisce il nostro territorio nazionale. Il decreto oggi in discussione in quest'Aula va esattamente in questa direzione, volendo perseguire essenzialmente un unico grande obiettivo: premere sull'acceleratore e dare nuova linfa al processo di rilancio delle aree colpite dai sismi. Comprendo bene, signor Presidente, quanto vuota sia diventata la parola rilancio, soprattutto quando giunge alle orecchie di quei territori che hanno subito ritardi e inefficienze nei vari processi di ricostruzione, quando giunge alle orecchie di quei commercianti che a causa dello spopolamento accelerato dagli eventi calamitosi sono stati costretti a chiudere definitivamente la sala cinesca della propria attività. Quando giunge alle orecchie degli anziani di quei territori costretti in alcuni casi ad abbandonare affetti e riferimenti di una vita intera. Quando giunge alle orecchie di chi ha perso il lavoro o di quegli amministratori che si trovano costretti a preoccuparsi più della burocrazia. E del rischio di processi giudiziari inutili che dei reali bisogni dei propri cittadini. Ecco perché quando si parla di rilancio, signor Presidente, specie se si fa riferimento a territori feriti, non lo si può far mai a cuore leggero. Troppe illusioni si sono tramutate in delusioni. È tempo di invertire la rotta. E proprio perciò questo decreto ha come oggetto principale provvedimenti che puntano alla concretezza che vogliono essere segno di un'attenzione vera per molti di questi territori, grazie alla semplificazione delle procedure, alla stabilizzazione del personale, ad una nuova governance sulla materia, giusto per citare le misure più importanti. Non buttiamo a mare quanto fatto finora, ma integriamolo con misure volte a semplificare le procedure, snellire i processi per ottenere risultati concreti ed efficaci nel minor tempo possibile. In poche parole, continuità tempestività, semplificazione ed efficacia. Tutto questo per affrontare quella che è la vera emergenza dell'emergenza, ovvero l'impoverimento umano e socio-economico di questi territori, nella maggior parte dei casi già pesantemente provati dalla crisi economica. E Penso all'Abruzzo, penso alle Marche, all'Umbria, all'intero centro Italia, penso all'isola d'Ischia. Sono gli stessi territori già segnati da quelle fratture territoriali che solcano storicamente il nostro paese, non solo nord e sud, ma soprattutto fra costa e aree interne, tra isole e terraferma, tra insediamenti diffusi e grandi agglomerati urbani, divari che oggi siamo chiamati a tramutare in opportunità. Questa è la rotta chiara e netta che questo Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno inteso imprimere sin da subito su questo tema. I provvedimenti assunti a seguito dei tragici eventi a rischio nelle marche ne sono una dimostrazione. In questo senso, signor Presidente, il nostro gruppo nei moderati intende supportare ogni azione e intervento che va nella direzione tracciata, come dimostra anche la nostra proposta, di cui sono primo firmatario, di istituire una commissione sul dissesto idrogeologico e sulla prevenzione del rischio sismico. Su tale aspetto i fondi previsti dal PNR rappresentano un'immane opportunità che non deve essere in alcun modo persa. Sarebbe una dura e forse in alcuni casi definitiva sconfitta per zone tanto importanti e ricche di storia quanto caratterizzate da sempre da fragilità di natura diversa. Non vorrei signor Presidente, che fra qualche anno si corresse il rischio di non dover più affrontare problemi relativi a quei territori semplicemente perché non c'è più nessuno di cui prendersi cura, perché ha vinto la necessità di spostarsi altrove piuttosto che investire nel paese in cui si è nati e cresciuti. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti ben consapevoli che quando c'è da affrontare direttamente nell'immediato un'emergenza il nostro Paese ha dato sempre una risposta eccezionale, tanto da diventare un modello seguito e invidiato in tutto il mondo. Ed è questo stesso modello che ora deve diventare la linea guida per la gestione di ogni evento calamitoso e soprattutto della gestione successiva alle emergenze. Lo dobbiamo a chi ha sofferto, lo dobbiamo a chi ha pagato con la vita, lo dobbiamo a chi ogni giorno lavora con coraggio per non perdere la speranza di vedere risorgere il proprio territorio. Per tutte queste ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo Ne Moderati al presente decreto. Grazie. Grazie Onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Bonelli, ne ha facoltà. Prego onorevole. Grazie signor Presidente. Io penso, noi pensiamo che in quest'Aula, e voglio dire nel Parlamento intero, non ci sia assolutamente la consapevolezza di quello che sta accadendo non solo nel nostro paese ma nel nostro pianeta. Affrontiamo questa discussione come se ci trovassimo di fronte a eventi imprevedibili, eh, che dipendono dal destino e su cui, giustamente, dobbiamo dare una risposta. Purtroppo quest'Aula, questa maggioranza, questo Governo, ancora una volta dà una risposta emergenziale ha segnali chiari che ormai anche la comunità scientifica da tempo ci indica, che sono l'aumentare delle frequenze degli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici e quindi alluvioni, inondazioni, dissesto idrogeologico, frane a cui si associa anche una comportamento da parte di amministrazioni locali ma anche di una politica a livello nazionale che non hanno avuto la cura del territorio, questa parola che è scomparsa, la cura, curare, saper curare e quindi anche saper amare. Vedete negli ultimi nove anni il governo italiano ha speso quasi 14 miliardi di euro in fondi assegnati per affrontare le emergenze legate agli eventi meteorologici estremi. Sono cifre enormi, eppure ci rassegniamo, anzi vi rassegnate, perché sull'emergenza poi si costruisce anche un business, ad affrontare l'emergenza dilapidando soldi pubblici quando il tema della prevenzione sarebbe un elemento fondamentale per costruire un'Italia migliore. Vedete, mentre parlo, l'Adige, il fiume Adige è quasi in secca, mentre parlo, il fiume Po ha raggiunto nel mese invernale i punti più bassi dal punto di vista del livello idrometrico. Ci troviamo di fronte a una situazione grave mentre parlo, il 90 delle piste da sci dove le persone vanno a sciare, chi va a sciare sono tutte innevate in modo artificiale, 90%. C'è una situazione di una gravità. Qualcuno dirà in quest'aula ma che cosa c'entra tutto ciò con Ischia? Ma che cosa c'entra con quello che è accaduto con le Marche? Beh, chi pensa questo evidentemente dovrebbe capire meglio che è necessario affrontare in maniera più strutturale, più complessiva, più globale problemi che necessitano di provvedimenti strutturali, esattamente il contrario di quello che state eh, facendo. Scusatemi colleghi e colleghe se vi disturberò parlando di politica energetica e direte ma che cosa c'entra la politica energetica con gli eventi meteorologici estremi. Mi dispiace, parlerò di politica energetica e in quest'Aula... Vi spiegherò, dati alla mano i dati ufficiali del MISE attraverso i dati del bilancio del gas, come ad esempio sul tema dell'infrastrutturazione energetica del nostro paese si sia costruita una falsa emergenza per realizzare infrastrutture che sono state calate in maniera autoritaria sui territori, come ad esempio a Piombino vi spiego perché. Il bilancio del gas del 2022, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, si è chiuso così. Abbiamo avuto una quantità tra i 3,5 miliardi di metri cubi di gas che sono stati estratti nel nostro Paese, più la quantità che è stata importata, che è pari a 72 miliardi di metri cubi lordi, quasi 76 miliardi di metri cubi nella disponibilità. Non dimenticate questo dato. 76 miliardi di metri cubi di disponibilità. Abbiamo esportato all'estero 4,7 miliardi di metri cubi di gas. I nostri impianti di rigassificazione, come se qualcuno non lo sapesse, li abbiamo, no, diciamo non abbiamo impianti di rigassificazione. Li abbiamo tre viaggiano a una capacità di rigassificazione in piena emergenza al 60-70%. Questo che significa? E significa che in relazione al seguente dato che do che noi abbiamo avuto un consumo interno lordo di 68 miliardi di metri cubi di gas. Tutti questi dati insieme cosa dimostrano? Dimostrano quello che non è quello che sta per dire il sottoscritto ma che l'ex premier Mario Draghi, il 21 ottobre, all'uscita del Consiglio europeo dell'energia a Bruxelles, affermò l'Italia non ha un problema legato alle forniture di gas, ovvero alle quantità, ha un problema legato ai prezzi. Aveva ragione il premier Draghi, però c'era un problema che l'allora ministro Cingolani e l'attuale ministro Pichetto Fratin sono andati a raccontare alla comunità di Piombino, ad esempio, che quell'infrastruttura era necessaria perché garantiva il problema dell'emergenza. Non è un'infrastruttura ancora attiva. Eppure noi oggi, con questo bilancio del gas che dà il Mise, dimostriamo chiaramente che si è costruita in maniera scientifica un'emergenza per calare quelle infrastrutture. Per fare che cosa? Per trasformare, veniamo al dunque. Il nostro Paese, in un hub del gas, far dipendere il nostro Paese per i prossimi trent'anni dalle fonti fossili, quelli che sono responsabili del riscaldamento climatico, quelli che alimentano gli eventi meteorologici estremi, addirittura con questo governo che vorrebbe realizzare ulteriori tre rigassificatori al sud e raddoppiare la rete adriatica del gas. Capite che le vostre politiche sono politiche ostili al clima. Invece di essere politiche amiche del clima, state costruendo una prospettiva che è una prospettiva che costringe il nostro paese a essere dipendenti dalle fonti fossili e quindi a essere ancora ulteriormente responsabili, facendo pagare un prezzo alle comunità che sono devo dire, lasciatemelo dire, come quella di Piombino ingiustamente criminalizzate quando si pensava che non volessero dare il loro contributo, quando in realtà si stava costruendo la strategia per costruire e fare dell'Italia l'hub del gas e invece non lab delle rinnovabili. Non lab delle rinnovabili, paese del sole, perché con 60 gigawatt di energia noi potremmo liberarci dalla dipendenza di 20 miliardi di metri cubi. Tutto ciò non si fa. Non si fa perché c'è una ragione precisa. E anche... Viva Ischia, che ha subito le alluvioni nelle Marche, che le vittime, ad esempio, dello scioglimento del ghiacciaio della Marmorada, che già abbiamo dimenticato, 13 vittime di quel drammatico, non incidente, ma di quel drammatico evento che francamente ormai dobbiamo fare i conti ogni anno con questi eventi di questo genere. E allora capite che questa strategia è una strategia che non può assolutamente vederci d'accordo. Eh, purtroppo, vedete, in quest'Aula ne parleremo sicuramente nelle prossime ore, domani, non so quando, ma sicuramente ad ora parleremo anche della questione legata alla direttiva europea sulle case green. Questa è una maggioranza che sta costruendo, anche con la capacità di alcuni mezzi di informazione, di costruire una politica del terrore sul tema del cambiamento climatico, di mettere paura ai cittadini e alle cittadine, come se quella a mettere in campo le politiche sul clima oggi fosse un elemento ostile ai cittadini, invece in la realtà è esattamente il contrario, ovvero che le politiche sul clima sono elementi che vanno in soccorso di una generazione che non guarda al futuro. Ma vedete quello che sta succedendo sull'auto elettrica e vi spiego qui un altro inganno, su cui in maniera scientifica... Questa maggioranza sta boicottando. Il Pichetto Fratin è andato il 27 di ottobre a dire sì al piano 55, poi dopo ci ha ripensato. E arriva al dunque: parlano di carburanti sintetici, biocarburanti. Sapete chi è che produce carburanti sintetici? È l'ENI. Sapete chi è che produce biocarburanti? È l'ENI. Sapete come si producono i biocarburanti? Con milioni di ettari. E dove li andiamo a prendere i milioni di ettari? Ma l'ENI l'ha trovata la soluzione: va in Congo. Va nell'Africa un'altra forma di colonialismo ai danni di quelle popolazioni in cui noi andiamo a chiedere dateci biocarburanti perché noi i suoli agricoli ci servono per produrre il cibo. Allora vedete tutte queste politiche sono chiare e rispetto a questo provvedimento, e concludo, un provvedimento... Su cui noi ci asterremo, perché chiaramente ci sono questioni importanti, ma su cui non è più possibile che rispetto alle questioni dell'emergenza legate agli eventi meteorologici estremi, al cambiamento climatico, non ci sia un'inversione di tendenza. Anzi, noi dobbiamo essere qui in quest'Aula a ricordare e a, e a contrapporci, scusate se uso questa, questo termine, a una maggioranza che ci vuole portare nel passato. Su questo noi non siamo assolutamente d'accordo. Grazie. Grazie Onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Sottanelli, ne ha facoltà. Prego Onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del governo. Voglio iniziare il mio intervento affermando che il gruppo di Azione Italia Viva voterà a favore del provvedimento oggi all'esame dell'Aula in quanto oltre ad aumentare i fondi destinate alla protezione civile tenta di intervenire sulla semplificazione delle procedure per dare risposta a tutte quelle problematiche dei cittadini vittime dei terremoti del centro Italia. Questo decreto segue la strada percorsa già precedentemente da ogni altro governo che da quasi quindici anni intervengono per ristrutturare e migliorare un quadro legislativo non pronto a rispondere alle necessità che terremoti e altre calamità naturali causano, intervenendo su ricostruzione, smaltimento delle macerie, assunzioni del personale tecnico e recupero della quotidianità de dell'economia locale. Non si può essere contrari a provvedimenti che vanno a migliorare le procedure a destinare fondi a quelle zone, a quei cittadini colpiti da eventi di tale gravità ed è per questo che il gruppo di azione Italia Viva voterà a favore di tale provvedimento. Siamo favorevoli a tutte quelle misure di tipo fiscale che favoriscono l'anticipazione di pagamento dell'IVA per le imprese e per le ricostruzioni degli immobili anche da parte dei privati. Il gruppo di azione Italia Viva ha lavorato anche al Senato per migliorare questo provvedimento e riteniamo particolarmente rilevante la misura che consentirà la continuità scolastica proprio nei piccoli comuni del, del Cratere, derogando il numero minimo di alunni presenti nelle classi, in modo da dare garanzia alle scuole di continuare la loro at attività su quel territorio, cercando di bloccare lo spopolamento di quelle aree interne. Oltre a questo abbiamo lavorato sull'emendamento della collega senatrice Fregolente del nostro gruppo che conferma il prolungamento dei contratti di lavoro a tempo determinato e del personale in forza degli uffici per la ricostruzione del cratere del sisma 2016. In coerenza con quanto detto fin dal primo giorno di questa legislatura, noi del Terzo Polo, il nostro gruppo, ha deciso di portare avanti un'opposizione per e non un'opposizione contro, al fine di garantire all'Italia le migliori risposte possibili ai veri problemi che attanagliano lo sviluppo del nostro Paese. Mi riferisco alla burocrazia, alla sanità, all'istruzione, punti al centro del nostro programma del Terzo Polo. Per questo motivo siamo amareggiati dalla presenza dei banchi dell'opposizione di chi, pur di apparire alternativa a questo esecutivo, si astiene dal votare un provvedimento che dà fondi e risposte ai cittadini dell'Aquila e del centro Italia. Basta infatti ricordare che nella città dell'Aquila, a distanza di 14 anni dal terremoto, che costò la vita a 304 persone e distrusse la quotidianità di tutta un'intera comunità, gli interventi per la ricostruzione ammontano a poco più del 50%, mentre nel restante centro Italia colpito dai terremoti del 2016, a distanza di sette anni, esistono interi centri storici dove la ricostruzione non è ancora partita. Ovviamente è inverosimile credere di poter continuare a reagire con provvedimenti straordinari ad eventi catastrofici che, come la cronaca ci conferma, stanno diventando sempre più ordinari, anche e soprattutto a causa dell'acquisizione degli effetti dei cambiamenti climatici. Pertanto facciamo una richiesta a questo governo affinché si inizi a lavorare e si porti a conclusione un codice della ricostruzione che, facendo tesoro delle esperienze vissute, delle tante, troppe, purtroppo, esperienze vissute, renda il nostro sistema pronto. A rispondere a eventi di questo tipo. Su questo tema il Terzo Polo sarà sempre pronto, dall'opposizione, a collaborare. Oltre a creare procedure ben chiaro, lo Stato ha bisogno di creare un sistema di garanzia e di coperture che tutelino il nostro Paese dai danni economici derivanti dalle calamità naturali. Nel corso della diciassettesima legislatura ho presentato una proposta di legge che andava proprio in questo senso. Quindi, Presidente, voglio confermare il voto favorevole da parte del gruppo di azione Italia Viva a tale provvedimento, ricordando però all'esecutivo la necessità di intervenire su procedure di monitoraggio e prevenzione che permetteranno nel futuro di salvare vite umane e restituire la quotidianità persa e la speranza alle persone colpite da calamità. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Nevi, ne ha facoltà. Prego onorevole. Presidente, colleghi, signor sottosegretario, signora sottosegretario, ma eh, diciamo che eh, per quanto riguarda Forza Italia chiaramente annuncio il voto favorevole a questo intervento legislativo a cui noi diamo un'importanza eh, rilevante perché mancavano delle cose che erano rimaste fuori dalla legge di bilancio, ne abbiamo discusso, l'abbiamo approfondita eh, lungamente anche col nuovo commissario alla ricostruzione, Senatore Castelli, e oggi dopo un ITER molto serio io direi come ha giustamente detto anche il collega di Italia Viva con grande anche onestà intellettuale dopo un percorso serio al Senato siamo riusciti diciamo a costruire eh, un testo su cui c'è tra l'altro mi pare una larga convergenza del Parlamento dal momento che appunto come abbiamo eh, appena sentito c'è il voto a favore di, eh, di, di Italia Viva e, eh, e poi anche l'astensione diciamo, degli altri gruppi di minoranza. Io penso eh, che non abbiamo finito certamente eh, le, le zone terremotate. Io sono Umbro e quindi so bene di che cosa stiamo parlando. Hanno bisogno di cure quotidiane, hanno bisogno di un'attenzione eh, massima perché stiamo parlando del più grande cantiere eh, diciamo che c'è nel centro Italia almeno eh, e che eh, in zone, eh, si trova in zone difficili, difficoltose, si trova in zone di montagna, si trova in zone dove eh, veramente c'è il pericolo di un lento spopolamento eh, e di una progressiva diciamo così, depauperamento eh, di una zona meravigliosa del nostro paese eh, che è anche la culla eh, delle nostre radici eh, cristiane. Insomma, non voglio parlare qui ulteriormente dell'importanza di città come come la città di Norcia, che è diciamo, universalmente conosciuta come appunto, eh, la capitale eh, anche dell'Europa, grazie alla, alla presenza e, e alla eh, diciamo, basilica eh, di San Benedetto appunto, da Norcia. Ecco, ci sono norme importanti, soprattutto per quanto riguarda il personale. Sappiamo bene le difficoltà dei comuni, le difficoltà degli, degli uffici speciali della ricostruzione che sono collegate soprattutto alla vicenda del personale e quindi con questo atto noi cerchiamo di dare una risposta seria ha una questione che è la questione centrale. Chiunque ha a che fare con i sindaci ascolta il, il grido di dolore dei sindaci stessi perché per fare le cose servono persone, progettisti, servono tecnici, servono eh, diciamo, uffici nel pieno delle funzioni. E spesso si tratta di piccolissimi comuni, soprattutto diciamo, nelle parti più interne eh, del di questa parte dell'Italia centrale, delle Marche, dell'Umbria, eh, della stessa regione Lazio, e quindi eh, si tratta di strutture che non reggono un impatto di quel tipo, un, un tale, una tale mole di lavoro. E diciamo è stato già eh, ribadito, di dare una risposta molto importante eh, in questo senso. Ma ci sono anche altre importanti norme eh, che eh, diciamo, evitano lo spopolamento, evitano la fuga delle persone, soprattutto evitano la fuga dei bambini, dei, degli adolescenti, dei ragazzi, dei giovani che sono il futuro di quelle comunità e quindi noi applaudiamo soprattutto all'intervento per quanto riguarda eh, la deroga sul numero degli studenti nelle classi appunto, eh, delle scuole di quei luoghi. Se vanno via i giovani e i ragazzi e i bambini, chiaramente vanno via anche le famiglie, si perde il futuro e quindi un primo intervento su questo che è veramente l'intervento centrale, cardine, per evitare lo spopolamento che è il vero rischio eh, che abbiamo. Eh, poi c'è il... il provvedimento, la norma molto importante per quanto riguarda il rimborso dell'IVA alle imprese, questo ci consentirà di far sopravvivere anche tante piccole imprese artigianali che in quei posti possono, diciamo, eh, di, rialzare eh, la testa e cercare di eh, sopravvivere, perché purtroppo sono state colpite dal terremoto anche le imprese, ov ovviamente. E poi anche una norma che io voglio sottolineare perché è una norma importante che parla di solidarietà, la norma che prevede che il 30% delle assunzioni sia riservata ai parenti delle vittime. Ecco, una piccola cosa, sì, però una cosa veramente molto importante anche per dare un segno di attenzione e di vicinanza per quelle famiglie che oltre a aver perso tutto dal punto di vista economico anche, hanno anche perso gli affetti e quindi forse sono anche più portate a, recarsi, a, a andare via, a fuggire anche da luoghi che ricordano anche dei drammi eh, personali. Ecco, poi si interviene su altre cose importanti, sulla governance, c'è una norma eh, che io ritengo... Eh, assolutamente eh, necessaria per quanto riguarda i poteri sostitutivi per i commissari, ad acta e si facilita eh, il loro lavoro. Eh, ecco, eh, ci sono semplificazioni, agevolazioni procedurali, eh, insieme anche a maggiori poteri commissariali, perché eh, sono eh, a volte necessari per far procedere eh, le cose in un certo senso cioè serve una assunzione di responsabilità serve che ci sia la possibilità di snellire anche tutta la catena decisoria tutta la, la filiera diciamo così decisoria ecco, quindi questo anche è un'altra eh, cosa molto molto importante è chiaro c'è molto da fare io sento diciamo, da parte di qualche collega della sinistra, insomma, che eh, siamo indietro, siamo, eh, siamo in una situazione eh, di impasse. Ecco, vorrei ricordare che noi siamo al governo questa maggioranza è, è, è al governo da, da qualche mese, Abbiamo, questo è il terzo provvedimento importante che facciamo per le zone terremotate. La stessa Giorgia Meloni è intervenuta in occasione dell'insediamento per la fiducia, ha voluto ricordare le condizioni di quanti da, da, da sette anni cercano di vedersi riconosciuto eh, il diritto a rientrare nelle, nelle proprie abitazioni e far ripartire le proprie attività economiche. Ecco, questo impegno è stato sviluppato dal governo a partire dal decreto 176 per proseguire poi con la legge di bilancio che diciamo, ora facciamo finta che non esista, ma insomma quello che è stato fatto... Anche insieme, anche grazie all'apporto delle, del, delle proposte dell'opposizione, nella legge di bilancio è, è, è addetta di tutti gli osservatori e anche indipendente una cosa eh, diciamo di fondamentale importanza. E quindi ecco, questo è un decreto che va a completare un lavoro che questo governo e questa maggioranza insieme appunto, a tutte le forze politiche responsabili. Eh, di questo Parlamento sta portando avanti per cercare ecco, di recuperare i ritardi, questi sì che ci sono stati, eh, adesso senza stare qui a rivangare le responsabilità, le vicende eh, che per chi come me faceva parte di questa, di questa Camera anche nella passata legislatura abbiamo discusso eh, lungamente. Ecco, io penso che oggi Uh, abbiamo fatto un buon lavoro, ha fatto bene il Governo a non mettere la fiducia, abbiamo uh, una, un, un canovaccio sul quale continuare a lavorare, anche un metodo sul quale continuare a lavorare. Io spero sempre, e qui chiudo Presidente, che sulla ricostruzione diciamo, ci sia maggiore unità di intenti tra tutte le forze politiche perché quelle popolazioni hanno bisogno di unità determinazione e anche vicinanza di tutte le forze politiche che compongono l'arco parlamentare. Grazie. Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Fede, ne ha facoltà. Prego onorevole. Eccomi, grazie presidente e onorevoli colleghi. Parto dalle ultime parole di chi mi ha preceduto presidente. Cioè, parlare di unione, di buona volontà, di impegno sulla ricostruzione oggi è veramente una cosa imbarazzante, lo dico proprio senza, senza vergogna, anzi lo dico convintamente. E questo lo dico perché oggi stiamo parlando del decreto ricostruzione. Allora, qui ci sono centinaia di migliaia di persone che aspettavano questo provvedimento per trovare un ulteriore slancio da parte di chi si era definito pronto a risolvere i problemi nazionali. E oggi tutto vediamo meno che questo. E lo dico facendo delle similitudini con l'argomento con cui abbiamo iniziato la seduta d'aula, quella del, dell'evento degli immigranti in Calabria. Allora, qui parliamo di una popolazione di quattro regioni, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio. Parliamo di 600.000 persone, questa è la popolazione cratere sismico, di comuni interni, 140 comuni che vivono problematiche di complessità abitativa, di complessità sociale, aree interne, che vivono anche loro il, il fenomeno dello spopolamento e della migrazione e che si aspettavano da questo provvedimento una risposta concreta. Questa risposta oggi non c'è, perché quando vediamo questo fascicolo che oggi andiamo a discutere, parliamo del nulla, scusatemi ma lo devo ammettere, del nulla perché... Di un governo che va avanti senza propulsione, facendo riferimento a termini nautici, va avanti con l'abbrivio di una misura come quella del super bonus, a questa è stata messa un'ancora per fermarla, perché è una misura che ha un brand politico. Ecco, l'unica colpa di questa misura, che ha tanti benefici enunciati, ed affermati e confermati da tutti, ha una difficoltà. Ha un brand politico che eh, le pone la, lo stop politico di un governo che non ha idee e non ha proposte. E lo ribadiamo qui. Oggi abbiamo visto tutti i parlamentari presenti in quest'Aula che sono stati eletti in queste regioni, ne cito uno per tutti, il più famoso presidente, proprio la Meloni, ahimè, è eletta in Abruzzo. No? Allora... Queste regioni non hanno avuto risposta in questo provvedimento. Tutti aspettavano l'accelerazione la, per far ripartire la ricostruzione e su questo era stato detto per anni, in cui gli stessi parlamentari qui dentro, nelle varie coalizioni che si sono succedute, anche tecniche, erano componenti di questo percorso che credevano in questa misura. Allora questa misura è stata spazzata. Lo credevano e una risposta era stata promessa a questi elettori, ahimè, ingannati. In Abruzzo, quando nel 2019 il governatore Marsilio eh, aveva dato una proposta differente, no? poi eh, nel, nell'Umbria, Tesei 2019, nelle Marche, Acquaroli 2020, adesso nel Lazio, Rocca 2023, è stato nominato un commissario straordinario vicino a questa forza politica, Castelli, senatore per risolvere perché doveva conoscere, quindi tutto si può dire meno che non c'è una congiunzione anche politica in tutte le varie strutture. I sindaci, l'ultimo è il sindaco dell'Aquila che ha proposto una delibera in Consiglio per sostenere e per supportare il super bonus, il super sisma bonus al 12%, ci erano state proposte emendative presentate da parlamentari della maggioranza, poi imbarazzati, imbarazzati lo hanno ritirato perché il Governo ha preso una scelta differente. Per ultimo, oggi, mentre stavamo votando contrari tutti gli emendamenti, compresi quelli nostri, che noi non abbiamo fatto mai mancare come proposta, la domanda, Presidente, qual è? Cosa è successo? In contemporanea esce fuori che in Commissione Finanza forse verrà presentato un emendamento dal dall'Onorevole De Bertoldi che andrà a riproporre cessioni dei crediti, sostegno, alle abitazioni monofamiliari, ma come? Qui le state bocciando e state già parlando domani di ripropositarle un'altra volta, ma questo teatrino quando finisce? La domanda è questa, Presidente. Questo teatrino quando finisce? Ma si può veramente continuare a fare politica sulle spalle degli elettori? Io credo che veramente questa cosa non è più accettabile. E, eh, è veramente una cosa che non, non comprendiamo, perché Ritirati gli emendamenti, bocciati quelli proposti con fare propositivo dal 5 Stelle e dalle forze che hanno ancora a cuore quei territori, promossi e, e approvati degli ordini del giorno generici. Ma qual è il fine? Non è che veramente stiamo arrivando alla sceneggiata che abbiamo visto con Reddito e cittadinanza, in cui una misura perché aveva un brand viene cambiata di nome, chiamata Mia, guarda caso proprio ad attribuire una paternità specifica ridotta dei soldi, nel tempo, nei numeri e allora quella è la proposta che viene fatta, peggiore della precedente? Ma davvero vogliamo scherzare? Io penso, Presidente, che siamo veramente in una fase bassissima. E eh, per fortuna non abbiamo sentito le stesse parole sui migranti, quelle che dicevano che i migranti devono, non devono partire, perché questa è la soluzione di piante dosi, cioè non partono i migranti, si annulla anche dal vocabolario la parola migrazione e il problema è risolto. Non è che magari fra poco diranno che i terremotati non devono vivere nelle aree a rischio sisma, perché il 44% delle aree italiane sono a rischio sisma e quando parliamo di terremoti in queste aree di cui oggi dibattiamo e ci proponiamo in maniera così assurda di uscire con queste soluzioni, i terremoti sono stati 79, 97, 2009, 2016, solamente per citare gli eventi negli ultimi 30-40 anni, ne abbiamo avuti uno ogni dieci anni. E allora noi che cosa dicevamo? Ogni volta la parola riparare che non ha significato. Noi dicevamo prevenire. Prevenire vuol dire garantire sicurezza perché i 290 morti che sono avvenuti anche lì, come in mare nei nostri territori, forse con una prevenzione se fosse stata fatta prima, se qualcuno avesse avuto la capacità e il coraggio, come il Movimento 5 Stelle, di fare proposte innovative. Allora prevenire voleva dire non riparare danni, ma rendere case migliori dal punto di vista sismico, migliorarne la loro resistenza, migliorarne la qualità, ecosostenibilità e le, le condizioni energetiche. Queste proposte stavano in questa azione che stavamo portando avanti e che è stata interrotta in maniera scellerata dal governo Meloni. Queste cose non sono ammissibili. Per cui che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo aspettare un altro provvedimento che non sia il decreto ricostruzione, perché più opportuno di questo, cosa c'era? Più attuale di questo, cosa ci sarebbe stato da fare? No. Allora, l'ennesimo no di un governo che non sa fare proposte. Noi non abbiamo visto in sei mesi una proposta in quest'Aula. L'unica azione è stata smontare, fare polemica, l'opposizione è finita. Bisogna governare la nazione. C'è gente che chiede soluzioni e risposte. Ci sono imprese, cittadini che dormono nelle SAI in questo periodo, case di lamiera col freddo, con la neve e aspettano la soluzione. L'aspettano ancora dall'Aquila. Governo Berlusconi, le New Town 2009, ancora parliamo di ricostruzione e non si prendono provvedimenti concreti. Allora, basta con questo teatrino. Noi purtroppo abbiamo dato tutto il contributo possibile perché noi siamo una forza responsabile. Lo voglio ricordare, siamo una forza responsabile, non facciamo polemiche, non viviamo di consenso elettorale, viviamo di proposte concrete, quelle che qui dentro non ci sono. E la vergogna dovrebbe passare per tutti i parlamentari, i 62 eletti in tutti gli schieramenti di Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, i 36 della campagna perché si parla anche di Ischia, si parla del dissesto. Vergogna, bravo! Questa è la parola che non conoscete, questa è la parola che non sentite. Presidente, questo è il modo e lo dico a Lei correttamente con cui ci troviamo a lavorare qui dentro. Abbiamo provato vergogna prima sulla vicenda gestita come è stata gestita, ma lo stabiliranno altre forze le modalità, e oggi proviamo vergogna. Io ringrazio il collega che mi ha dato questo supporto, perché le parole sono importanti e noi prendiamo tutti i, i supporti e gli spunti. Quindi fondamentale. Grazie collega. Vergogna era la parola corretta, mi stava sfuggendo di mano, perché noi lo viviamo con passione e lo viviamo con soluzioni, quindi questa modalità non è più accettabile. E, però dobbiamo dire una cosa no? così come si, dava, si aspicava nel salvataggio in mare un supporto in grado di salvare le persone con una corda e un giubbino di salvataggio qui è stato smontato il giubbino di salvataggio che è il super bonus, il super sisma bonus e il bonus. è rimasta la corda noi non negheremo certamente neanche la corda che sicuramente non so come potrà essere utile per 600.000 persone per cui, eh, concludendo, Presidente, sicuramente eh, il voto contrario che avremmo voluto esprimere non lo esprimeremo, per responsabilità, ma ci limiteremo a una responsabile astensione, perché in questo caso il Governo non ha messo la fiducia, chiaramente, probabilmente anche con i, co i problemi che hanno internamente nelle loro forze, e noi io dichiaro quindi per il Movimento 5 Stelle il voto di astensione. Grazie. Grazie. Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Montemagni, ne ha facoltà. Prego, onorevole. Signor presidente, onorevoli colleghi. Il decreto legge che ci apprestiamo a votare fa seguito a quello esaminato poco tempo fa in seguito agli straordinari eventi meteorologici che hanno colpito l'isola d'Ischia. Il governo ha ampliato il contenuto del decreto anche agli eventi calamitosi degli ultimi anni e in particolare ai terremoti. Si tratta di dare supporto alle popolazioni che vivono ancora disagi e difficoltà nonostante i 14 anni trascorsi dal terremoto dell'Aquila del 2009 e circa sei anni dal terremoto del centro Italia del 2016, mi risulta che l'opposizione in questi anni sia stata anche al Governo, proprio quell'opposizione che oggi si lamenta di quello che fa questa maggioranza. Il Governo, già con la legge di bilancio per il 2023, ha dimostrato attenzione e sensibilità per le popolazioni colpite dalle calamità naturali, inserendo nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri un apposito titolo con misure in materia di sismi e alluvioni. A due eh, la nomina del Commissario Legnini, sia come commissario ad acta per l'utilizzo dei fondi stanziati dal piano complementare del, al piano naz nazionale di ripresa e resilienza, sia come commissario straordinario per la ricostruzione, siamo sicuri darà un impulso vigoroso per la ricostruzione delle aree terremotate del centro Italia. L'abbattimento della burocrazia, alla pari di quanto già previsto per l'attuazione del PNRR attraverso l'incremento dei poteri commissariari per le procedure connesse all'affidamento e esecuzione dei contratti pubblici relativi alla ricostruzione dell'Abruzzo e del centro Italia, snellisce e velocizza la ricostruzione delle opere, quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale e che stiamo mantenendo con i fatti cercare di sburocratizzare e velocizzare i procedimenti che diano risposta a quei territori che da troppo tempo le attendono. Anche l'edilizia privata viene molto agevolata, sia per l'estensione della scia ad una serie di ulteriori interventi di costruzione, sia per il riconoscimento dell'inagibilità pregressa da alcuni edifici, sia per le anticipazioni sull'IVA delle imprese a valere sulla contabilità speciale, sia per l'ampliamento degli interventi ammessi a contributo ad ulteriori interventi di adeguamento igienico sanitario, energetico, antincendio, antincendio e di eliminazione delle barriere archi architettoniche. Per garantire la velocizzazione della ricostruzione è necessario l'efficientamento dell'azione amministrativa. Infatti uno dei punti premianti del decreto è l'intervento del governo in materia di contratti di lavoro e la possibilità per i comuni di assumere con contratti a tempo indeterminato dei precari che già lavorano nelle aree terremotate di Abruzzo, del centro Italia, della provincia di Campobasso, in Emilia, in Lombardia e Veneto e presso gli antiparco nazionale, nonché nell'isola di Ischia. Altri interventi sono previsti per favorire la ripresa delle attività economiche e il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli, dagli eventi sismici. Il nostro gruppo è particolarmente soddisfatto dell'emendamento approvato al Senato che consente fino al 2029 la regolare prosecuzione delle attività didattiche con la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle scuole di ogni ordine e grado situati nei territori terremotati delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di la Terme, Forio e l'Acquavero dell'isola di Ischia, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto del 2017. Il decreto rifinanzia, anche con ulteriori 10 milioni di euro per il 2023, il Fondo regionale di protezione civile e il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, presso il Ministero dell'Interno, con 1.320.000 euro per il triennio 2023-2025. Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della durata dei contratti a tempo determinato di personale assunto dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei e dai soggetti attuatori per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il contrasto al distesso idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra linee di azione della tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Detto questo, ci teniamo a ribadire che è il terzo provvedimento dopo il decreto ischi e dopo il bilancio, che interviene sul tema della Protezione civile. Questo a dimostrare quanto questa maggioranza e questo governo abbiano a cuore e siano sensibili alla risoluzione di tutti quei problemi e anche alla prevenzione per tutti quei territori che ne hanno necessità da troppi anni. Quindi, io ascolto parole dell'opposizione che per me sono incomprensibili, visto che si dice che si è fatto troppo poco. In soli quattro mesi tre provvedimenti non sono troppo poco e ancora abbiamo davanti. Vogliamo dire quattro anni e mezzo, io spero anche dieci, ma sicuramente faremo ancora tanto, perché questo governo ha dimostrato in questi mesi una forte sensibilità e sono sicura che nei mesi a venire riusciremo anche ad andare a lavorare su quella che è la prevenzione e su tutto quanto è possibile fare per andare a migliorare le situazioni che i nostri territori ci chiedono, perché noi siamo qui eletti dal popolo. Siamo qui come centrodestra perché l'ha richiesto una maggioranza nelle urne a settembre. Ci assumiamo le nostre responsabilità, ma certo non siamo qui a farci prendere in giro da chi si inventa che questo governo ha fatto troppo poco quando è stata al governo negli ultimi anni senza fare assolutamente niente. Brava, 15 anni, non 10. Grazie onorevole, ha chiesto di intervenire il deputato D'Alfonso, ne ha facoltà. Prego onorevole. Presidente, grazie. Non è un intervento casuale quello che spero di riuscire a fare oggi, perché riguarda una materia che si presenta con le caratteristiche della norma al nostro esame, ma per chi ha vissuto e ha avuto appartenenza a quei territori rappresenta una materia di dolore, esperienza viva che ha fatto conoscere anche la durezza del sanguinamento. Quindi, con questo spirito, mi auguro di riuscire a riscontrare l'attenzione del Parlamento, che c'è, per la quota di colleghi che sono presenti. Intanto scattiamo una fotografia noi stiamo parlando, attraverso questa norma, dei disastri che hanno colpito l'Italia per alcuni territori, affardata dal 2009 passando al 2016, arrivando poi alle annualità che più ci riguardano, con la tragedia di Ischia, quella di Senigallia e del, del centro-nord delle Marche. Abbiamo nei fatti quattro territori che sono accomunati da questa rottura di civiltà che si chiama terremoto, alluvione, frane e sismo indotte. Ci sono anche queste All'interno dell'esperienza della tragedia che l'Italia ha dovuto imparare ad affrontare, sapendo reagire, ormai di sicuro dal 1984, da quando Zamberletti concepì la politica delle ordinanze. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti. Abbiamo anche aiutato l'Europa a capire che cos'è il terremoto quando interviene come rottura di civiltà. Quali sono i limiti di questo decreto legge? Ci sono risultati riconosciuti da tutti, tant'è che il voto favorevole da parte delle articolazioni presenti in aula concerne non soltanto la maggioranza, ma anche individualità ed espressività di partiti non della maggioranza. Noi siamo posizionati sull'astenzione, un'astenzione che esprime attenzione sui risultati conseguiti e delusione per la distrazione e disattenzione che pure abbiamo misurato. È arrivato il tempo, colleghi, che l'Italia si doti di un codice della ricostruzione. Non è possibile continuare a normativizzare l'amministrazione o ad amministrativizzare la normazione, facciamo un codice, ma non perché abbiamo simpatia per le tipografie che cambiano. Il codice della ricostruzione dà certezza, eguaglianza di trattamento, equità nella reazione per quantità e qualità all'Aquila, dopo tanti sacrifici. Io voglio riconoscere la bravura del sindaco di allora Cialente, di Lolli di Stefania Pezzopane, della loro opposizione di Gianni Letta, che seppero intuire una norma che faceva sì da privatizzare, responsabilizzare il danneggiato nella ricostruzione del privato, cosa che non si è potuto fare sul pubblico, tant'è che c'è una differenza di produttività tra i cantieri del privato privato e i cantieri del pubblico. C'è sempre stato uno sforzo crescente nel fare in modo da ascoltarsi, ascoltarsi è la ragione del Parlamento che non è parlatoio, ci si ragiona, ci si compone con l'intelligenza di tutti. E poi siamo arrivati ad avere sempre di più l'ambizione di leggi quadro, leggi che per esempio oltre a ricostruire le mura potessero ricostruire anche l'economia, la cultura, la vitalità. Guardate, le mura ricostruite senza la vita sono cimiteri. Noi abbiamo bisogno di ricostruire le città, le comunità, i territori, avendo a mente l'immagine di Pavese, quando ci parla dei comuni dell'Italia e dell'Appennino. Sono i comuni che creano appartenenza, identificazione, significato, bellezza. Allora non bastano le mura. Qual è il limite di questo decreto? C'è scritto zigzagando. Per alcuni tutto, per altri un po' meno di tutto e per altri ancora troppo poco. Guardate la ricostruzione, anche a ischia, evoca, convoca il ruolo delle imprese, il di meno di contribuzione per quanto riguarda le casse comunali, la sospensione degli obblighi contrattuali e bancari, uniformare. Questo è l'obbligo dell'ordinamento, uniformare perché uno non sceglie di essere terremotato. Colleghi, anche i teorici dello Stato minimo, i liberali alla Fonayek sostengono che davanti ai disastri lo Stato deve essere rilevante, adeguato, appropriato, coerente, equo. Noi abbiamo qui il rischio di uno Stato zigzagante, un po'... Arlecchino, distratto, che soppesa e non qualifica tutto allo stesso modo, parliamo di dolore. Le tre questioni che io vorrei aggiungere, Parlamento vuol dire anche facciamoci le annotazioni, lavoriamole dopo le questioni che diciamo oggi e che ci vedono attenti, la partita del bonus del super bonus non serviva per doppiare la ricostruzione già avvenuta ma per completare ciò che i prezzi hanno fatto uscire fuori dal mercato anche con le voci di capitolato delle leggi già varate togliere di notte le misure del super bonus per le aree terremotate significa lasciare a tre quarti il processo di ricostruzione questo è il punto la partita della scuola, immaginare flessibilità rispetto alle regole della consistenza numerica delle comunità scolastiche solo... Dove si determina al momento la mancanza della ricostruzione, significa che dove abbiamo finito con i cantieri, con le tute degli operai sporcate di cemento, lì la scuola non raggiunge il numero minimo e non c'è la scolarizzazione, non c'è il diritto alla pubblica istruzione, è sospeso un diritto fondamentale. Non si può non ingrandire questa regola di flessibilità. Terzo, Grandemente importante, consentitemi. Noi non possiamo fare sì che tutta la questione concernente la fiscalità degli enti locali, a macchia di Leopardo, all'aquila è completamente coperta. Nelle aree dell'Appennino Terre Alte si comincia a coprire, a Ischia non c'è nulla. E allora, cari colleghi della maggioranza, ci sono temi? che in Germania e negli Stati Uniti vengono considerati temi dell'interesse nazionale. Facciamo in modo che ricostruire attraverso un codice della ricostruzione sia tema di interesse nazionale, senza comunicati stampa, che anticipino per fare più uno sul piano della simpatia elettorale, ma avendo una condotta da ordinamento. L'ordinamento mette in coppia diritti e doveri. Noi su questo tema della ricostruzione siamo stati un po' egoisti ad opera di chi di volta in volta ha fatto governo, siamo stati disattenti nei confronti delle tante questioni che di volta in volta sono state segnalate. Arriviamo, concludo, arriviamo a fare in modo che dopo questo voto finalmente l'Italia si doti di un codice della ricostruzione. Il PD la sua parte l'ha fatta. Vediamo se attorno a questo contributo si organizza serietà, convergenza istituzionale in ragione delle quote di dolore che tutti abbiamo vissuto. Per questo noi ci asteniamo, ma per questo aumentiamo la nostra attenzione. Grazie Onorevole. Ha chiesto di intervenire il Deputato Rossi, ne ha facoltà. Prego Onorevole. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia esprimo il nostro convinto voto favorevole per la conversione del decreto legge numero 3 del 2023. Questo non è il primo decreto sul tema da parte del Governo. Questo decreto recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile è quanto mai urgente, così come quanto utile a rimettere in moto le tante situazioni difficili che lungo e largo hanno afflitto il nostro Paese. Tutti noi sappiamo che nel mondo purtroppo si verificano eventi calamitosi. Vedi non ultimo quello del gravissimo terremoto che ha colpito fortemente una vasta zona tra la Turchia e la Siria, con migliaia di morti, feriti, devastazione. Intere città rese al suolo, questo all'inizio del mese di febbraio, appena 30 giorni fa. Le drammatiche immagini ci impongono riflessioni, studio e azioni concrete anche nel nostro Paese, affinché non possa mai accadere che nei territori sensibili d'Italia possiamo mai vedere interi palazzi crollare, sbriciolarsi come castelli di carta al soffiare del vento. Anche noi non siamo indenni da tali eventi calamitosi naturali. Non sto a citarli tutti, ma mi limito ad alcuni, quelli più importanti. Terremoto in Abruzzo nel 2019, gli alluvioni in Liguria del 2011 il terremoto dell'Emilia Romagna nel 2012, le alluvioni ancora rigulie nel 2014 per continuare poi con il terremoto nel centro Italia del 2016, quello tristemente noto di Amatrice con 299 morti e ingenti danni materiali e poi le alluvioni in Toscana del 2017, continuando con la meglio conosciuta tempesta Vaia del 2018, l'alluvione in Piemonte del 2020 e poi altrettanto devastanti come gli alluvioni anche il fenomeno tristemente noto degli incendi, soprattutto quelli dolosi, che ogni anno affliggono ovviamente tante aree sensibili del nostro Paese. È costante l'impegno da parte degli uomini della Polizia, ovviamente della Protezione Civile e dei volontari, che approfitto ancora una volta per ringraziare per quanto fanno per l'Italia. Così come ne hanno i danni sono ingenti al territorio, all'economia, alle aziende agricole e agroalimentari, all'ambiente, per non parlare della morte della fauna selvatica e non solo, con la devastazione del, delle aree boschive che per il loro recupero non basteranno decenni. A tal proposito vorrei anche ricordare gli incendi nella Sardegna del 2021, quando nel mese di agosto l'isola ha subito una serie di incendi boschivi che hanno interessato diverse zone di quella regione causando ingenti danni ambientali e materiali. Poi i cambiamenti climatici hanno fatto il resto. Le ondate di calore estive hanno toccato a macchia di lopardo un po' tutta l'Italia nell'anno 2021, ma anche nel 2022, dove in alcune zone sono state raggiunte temperature estremamente elevate, che certamente hanno causato o favorito ulteriori incendi di tante aree boschive, soprattutto nelle regioni del sud e nelle isole. È certo che razionalmente dobbiamo prendere atto che anche nel bel paese qualcosa sta cambiando. E dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide future con gli strumenti, da un lato della prevenzione, dall'altro con interventi puntuali come questo, con le risorse, quando appunto questi eventi che hanno avuto luogo, come quelli dello scorso anno, come l'alluvione delle Marche, che sono eventi calamitosi che si sono abbattuti in una regione abbastanza martoriata tra il 15 e il 16 settembre e che ha coinvolto ovviamente la maggior parte delle province di Ancona, Pesaro Urbino, provocando vittime, disagi, devastazione, persone sfollate e tantissimi danni, circa 2 miliardi di euro. Per poi arrivare all'ultimo evento, quello dell'isola di Ischia, nello scorso mese di novembre, in particolare il comune di Casamiccio alla Terme e i comuni limitrovi, provocando 12 vittime, 5 feriti, 462 persone sfollate e 40 abitazioni colpite oltre ovviamente a notevoli danni alle infrastrutture e alle aziende dell'isola. È sul lato della prevenzione, sul lato della prevenzione è necessario che si insista, specialmente nei comuni dove è più elevato il rischio per eventi sismici e fenomeni alluvionali. Si insista ad incentivare gli enti locali ad investire nella pianificazione urbanistica. Non ci stancheremo mai di dirlo, il quadro conoscitivo del territorio che può essere offerto dai piani regolatori è inestimabile. È la prima tappa per contrastare eventi calamitosi e avversi. Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali di cui devono tenere conto le amministrazioni locali, ai fini della conformazione e dell'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale, rappresentano la prima pietra della prevenzione degli eventi che hanno flagellato il nostro Paese. Considerato che circa 11 milioni di nostri connazionali vivono nelle aree interne e che spesso i comuni, sottostanno a regole stringenti di bilancio e di finanza locale, che non consentono loro di investire nel governo del territorio, dobbiamo consentire a tutti i comuni, specialmente quelli più a rischio, che vi sia una pianificazione territoriale periodica, costante e sottoposta a verifica, dotata di una disciplina delle invarianti infrastrutturali che evidenzi i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici, dei sistemi morfogenetici, individui i caratteri ecosistemici dei paesaggi, il carattere appunto policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani, infrastrutturali, i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali, dei paesaggi rurali ed individua una costante, soprattutto costante, monitoraggio delle aree a rischio sismico e le criticità idrogeologiche ed idrauliche. Inoltre, oggi più che mai occorre mettere mano ad un piano di protezione civile nazionale con protocolli uniformi e chiari da seguire, questo per tutto il territorio nazionale, che non scaricano direttamente sui sindaci le responsabilità ma si possano adattare alla morfologia e alle situazioni dei vari territori interessati. Se un tassello importante è rappresentato dalla pianificazione urbanistica e dal quadro conoscitivo preliminare che ovviamente deve anticipare l'adozione degli strumenti, è fondamentale che dopo gli eventi calamitosi vi sia la forza dello Stato che accompagna le comunità locali ad uscire dalla fase critica e faciliti la ricostruzione oltre al ristoro dei danni. Nel corso di questi ultimi anni sono stati varati da vari governi che si sono succeduti decreti legge per fornire risorse e strumenti per la ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici e da altri disastri naturali, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive e il ripristino della normalità nei territori interessati. Non ultimo, non per importanza, ma in ordine temporale, appunto questo decreto legge con il quale il Governo intende mitigare, ristorare i danni provocati dagli eventi calamitosi al fine di favorire almeno in parte la ripresa. Adesso, forti delle risorse che possono essere utilizzate anche con i fondi del PNRR, questo è ancora più facilitato, ma al tempo stesso sappiamo, sappiamo tutti, che siccome sono risorse pubbliche, le stesse vanno investite e spese in modo oculato ed incisivo. A questo serve il decreto legge numero 3, del quale stiamo dibattendo. Signor Presidente, colleghi e colleghe, il decreto legge 11 gennaio numero 3 va nella, direzione giusta. va nella direzione giusta perché prevede un iter post evento calamitoso più snello e più semplice. Gli articoli hanno una chiara razio che può essere riassunta in una sola parola, semplificazione. Già dall'articolo 1 si percepisce la finalità del testo, semplificare e agevolare le procedure concedere maggiori poteri commissariali affinché i procedimenti connessi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati siano certi nella loro applicazione, sostenuti da un forte taglio dei tempi di realizzazione, a partire dall'Aquila fino ai più recenti accadimenti, utilizzando se occorre lo strumento di sostegno tecnico e finanziario del Piano nazionale per gli investimenti complementari fino al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le aree interessate dagli eventi hanno anche bisogno di essere mantenute e non abbandonate dagli stessi cittadini che le abitano ed è pertanto giusto, come prevede l'articolo 1 bis, che estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30% dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito. Quindi a favore delle amministrazioni pubbliche riomprese nel cratere del 2009 in Abruzzo. E tale riserva di posti prevista è stata prevista ovviamente a favore non solo per gli orfani e del coniu delle vittime del sisma, ma viene estesa anche alle parti di unioni civili. Giudichiamo anzi, sosteniamo la stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali, le unioni dei comuni, le regioni. La linearità, una continuità degli interventi senza interruzioni. Oltre a poter garantire quindi la costante prosecuzione delle opere di ricostruzione, è necessario sostenere il tessuto produttivo proprio di tutti i territori, sostenendo le piccole e medie imprese del territorio, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, così come viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata. La nuova disciplina per il potenziamento degli investimenti stanziati a favore delle imprese situate nelle aree colpite da eventi sismici prevede anche che i fondi non utilizzati siano destinati al finanziamento di misure proprio di sostegno delle micro piccole e medie imprese, a tal fine introducendo nuove modalità per l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare nei contratti tra privati. Collega dovrebbe avviarsi alla conclusione. Vado alla conclusione, Grazie. signor presidente, ribadendo che questo provvedimento dimostra come l'attenzione L'attenzione del governo Meloni, l'attenzione di Fratelli d'Italia è massima. È massima per la ricostruzione delle aree colpite, è massima e deve essere massima per la prevenzione degli eventi. Le aree interessate dagli eventi hanno quindi bisogno di essere mantenute, sostenute e questo governo, ne sono certo, tutto il centrodestra lo farà nei prossimi mesi. Grazie. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 930, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 11 gennaio 2023 numero 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. La votazione è aperta. Votato tutti, colleghi Merola. Merola. Ha votato. Lai che sta Colucci entrando. Alfonso. Colucci Alfonso. Ha votato. Perfetto, l'ai ha votato. Bene, collega, prego. Sì, Squeri si, si affretti un pochino perché sennò i colleghi mi rimproverano. Aspettiamo il collega Squeri e poi chiudiamo la votazione. Il collega Squeri ha votato, la votazione è chiusa. Presenti 243, votanti 144, astenuti 99, favorevoli 144, contrari nessuno. La Camera approva. Avverto che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna è rinviato alla seduta di domani, mercoledì 8 marzo. Ricordo che nella stessa seduta di domani alle ore 9.30 avrà luogo la celebrazione della ricorrenza della Giornata internazionale delle donne e che alle ore 16.15 si svolgerà la commemorazione dell'onorevole Elettra Deiana. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la deputata Longi, ne ha facoltà. Prego, onorevole. Colleghi, per cortesia, vale la regola di prima: se dovete uscire fatelo in silenzio, se restate a maggior ragione in silenzio. Collega Longi, prego. Signor Presidente, gentili colleghi, mi è d'obbligo intervenire oggi per dare verità ai fatti denunciati la scorsa settimana in quest'Aula dalla collega Marino del Partito Democratico in riferimento a ciò che è accaduto giorno 1 marzo a Piazza Armerina presso la scuola. D'istruzione di secondaria, secondaria Maiorana Cascino. Durante un'assemblea congiunta d'istituto, di e qui c'è la, la prima notizia non vera perché è stato. scusa. Presidente posso... Sì, sì, colleghi per cortesia, io non riesco a sentire la voce della collega, quindi uscite in silenzio se volete uscire, altrimenti restate in silenzio. Grazie, prego collega. Grazie Presidente, eh, volevo riferire sui fatti accaduti giorno 1 marzo a Piazza Armerina presso l'Istituto Superiore Majorana Cascino, rispetto a quanto dichiarato non veritiero in quest'aula dalla collega Marino del Partito Democratico. Come mio dovere, prima di intervenire in quest'aula... Ho incontrato il questore di Enna e sentito la dirigente della, della scuola per avere notizie certe sui fatti e sugli accadimenti. Poco prima della fine del collegamento di questa assemblea svolta in remoto con la partecipazione di un rappresentante dell'associazione Meglio Legale sul tema della legalizzazione della, della cannabis, sono poco prima della fine del collegamento, sono intervenuti due agenti in borghese che si sono recati presso la presidenza dell'istituto identificandosi e chiedendo informazioni al, ehm, al docente che in quel momento sostituiva la preside assente per, quanto, per avere notizie sullo regolare svolgimento dell'assemblea dell d'istituto all'interno di normali controlli di prevenzione, dati fatti accaduti negli scorsi giorni in altre scuole o in altre università a causa del clima di violenza che si è scatenato quindi l'assemblea rispetto a quanto detto in quest'aula e a quanto poi riportato dalla stampa non è stata assolutamente interrotta né tantomeno sono stati identificati gli studenti tramite carte d'identità, sono stati semplicemente trascritti i nomi degli organizzatori dovrebbe quindi, concludere colleghi sì, mi avevano interrotto sì, prima, sì, ma abbiamo qualche, fermato il tempo nell'interruzione eh, come anche verbali, riportato dalla questura l'assemblea non è stata violentemente interrotta come riportata dalla stampa e quindi in questa sede esprimo tutta la mia personale solidarietà agli studenti, la preside e soprattutto al personale di polizia che ancora una volta è stato brutalmente attaccato per aver eh, semplicemente svolto il proprio lavoro. Grazie collega, ha chiesto di intervenire il deputato Borrelli, ne ha facoltà Prego onorevole colleghi, vi prego di nuovo di fare silenzio, se restate in aula. Colleghi, prego onorevole Borrelli. Sì, grazie Presidente. Volevo ricollegarmi a un intervento che ho fatto qualche giorno fa in aula perché avevo chiesto che intervenisse direttamente il Ministro alla Cultura San Giuliano sulla vicenda che è legata anche alla banca, al Banco San Paolo Imi che. Eh, gestisce che è qui presente a Palazzo Montecitorio per eh, la chiusura del cinema, del più importante cinema teatro di Napoli, il Metropolitan, per poter guadagnare di più e realizzare eh, o una sala bingo o un centro commerciale o un, eh, un garage. Ebbene, volevo eh, tramite la sua persona ringraziare il ministro perché proprio oggi ha convocato le parti e ha messo il vincolo su quel bene e credo che debba essere un metodo quello di giustamente le banche anche private hanno pieno diritto a fare eh, i loro eh, interessi, ma non si può desertificare, non si possono desertificare le città eliminando tutti i cinema e tutti i teatri, in questo caso c'è um, gli imprenditori che lo gestiscono regolarmente pur di fare affari e quindi volevo tramite lei ringraziare il Ministro per il pronto intervento. Grazie. Grazie Onorevole, ha chiesto di intervenire il deputato De Maria, ne ha facoltà. Prego Onorevole. Grazie, grazie Presidente per sollecitare la risposta a una mia interrogazione rivolta alla signora presidente del Consiglio dei Ministri che sollecita che venga nuovamente istituito il comitato consultivo che è chiamato a monitorare le attività di versamento all'archivio di Stato e agli archivi di Stato sul territorio delle carte relative alla desecretazione degli atti sulle stragi e sul terrorismo fatto a mio avviso molto importante, le associazioni dei familiari delle vittime hanno già scritto alla Presidente per sollecitare questa iniziativa, io ho chiesto notizie con un'interrogazione, spero che presto la Presidente del Consiglio voglia rispondere all'interrogazione e soprattutto anche rispondere positivamente a quello che le hanno chiesto i familiari delle vittime delle stragi del terrorismo. Grazie. Grazie onorevole, ha chiesto di intervenire il deputato Colucci Alfonso, ne ha facoltà. Prego onorevole. Signora Presidente, grazie. Eh, abbiamo avuto una serie di episodi che ci hanno e ci allarmano. Eh, le forze dell'ordine si sono presentate nella redazione del giornale Domani, esibendo un provvedimento di sequestro, per un articolo a firma di Giovanni Tizian nell'Otrocchia riguardante la condanna di Simone Di Marcantoni a seguito di denuncia da parte del sottosegretario del Ministero del Lavoro l'onorevole Durigon. L'Ordine dei giornalisti avrebbe anche aperto un esposto nei confronti del giornalista Corrado Formigli per un'eccessiva esposizione delle scarpine di uno dei bambini, eh, dei, dei bambini vittime del, del disastro di Steccato di Cutro. E la segnalazione sarebbe stata aperta a seguito di numerose indicazioni, così genericamente riferito dall'Ordine dei giornalisti. Il ministro dell'interno ha annunciato di voler eh, interessare l'avvocatura la, eh, dello Stato con riferimento alle dichiarazioni rese a una trasmissione televisiva dal dottor Orlando Amodeo a Anonella Rena, sempre con riferimento al disastro di Crotone, e, e nel quale aveva detto si poteva evitare. Il ministro Valditare è intervenuto stigmatizzando la lettera della professoressa del liceo Leonardo da Vinci dicendo valuteremo provvedimenti. Qualche giorno fa c'è stata un'irruzione nella scuola di eh, Piazza Armerina in Sicilia per alcuni studenti che sono stati identificati che discutevano dell'eventuale liberalizzazione della cannabis. Bene, voglio ricordare che la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di riunione, la libertà di associazione sono diritti e valori fondanti della democrazia. Il Movimento 5 Stelle starà attento a presidiare tali diritti fondamentali di democrazia. Grazie collega. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 8 marzo 2023, ore 9:30, al termine del punto 8, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia. Seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative volte al potenziamento del servizio sanitario nazionale, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative in materia di agevolazioni fiscali per il settore edilizio e per l'efficienza energetica, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative di competenza in relazione alla vicenda nota come Qatar Gate ore 15 svolgimento di interrogazione a risposta immediata, ore 16 votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. La seduta è tolta